Se volete accomodarvi, fra un paio di minuti iniziamo. Arriva il direttore del museo e cominciamo. Prima pomeriggio. Luglio. Eh. Allora facciamo un saluto un certo vice certo. certo. sì, okay, direttore certo. Sì. passa la parola a te sì, 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 sì. poi io sono il moderatore e faccio il collegamento per la giorno di oggi faccio un mio lavoro per il vostro posto secondo me è... sì va bene il mio cavaliere sono qui va bene no ho due minuti dai sì sì corretto che ci sì. sia poi se Stefano sta in piedi secondo me si semplifica la cosa eh? come volete e almeno si evita questa cosa di stare a sedere con i piedi almeno stringiamo perché la sì, sì, parte sì. è quella meno interessante Devo accendere? Vuoi accendere? è sceso. ovviamente il è grande. Eh, spetta! Buongiorno a tutte e tutti e benvenute al Centro Pecci per questa seconda giornata del Convegno nazionale dedicato alla figura di Lara Vincamasini. Eh, so che tra il pubblico ci sono anche molte amiche e molti amici di Lara Vinca Masini, quindi è, è doppiamente un'occasione speciale per poter approfondire la sua figura. E anche l'ascito che eh, grazie alla sua uh, donazione che è stata facilitata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che è stata una dei partner eh, in queste celebrazioni del centenario eh, della nascita di Lara Masini, eh, ha permesso poi anche al CID di poter avere uno dei più importanti ehm, uh, materiali anche che testimoniano l'attività non solo di Lara Masini, ma Camosini era specialmente legata tanto appunto da uh, volere che il suo archivio arrivasse. Eh, tra le sale della, della biblioteca ma anche dell'archivio del centro Pici quindi per noi è un'importante occasione eh, per valorizzare quello che è un patrimonio incredibile non solo della regione toscana ma anche eh, della cultura italiana eh, la sua attività di scrittrice, di critica ma anche di eh, militante accanto ad artisti e artisti è stato eh, importantissimo per anche... Eh, Creare nuovi percorsi di lettura all'interno dell'arte contemporanea. Eh, le collezioni che abbiamo esposte. Al primo piano uh, l'abbiamo chiamata eccentrica app apposta perché ehm, la storia del centro PC è stata molto eccentrica e penso che anche la volontà di eh, Ravin Camasini di lasciare in questa eh, importante istituzione il suo lascito testimoni della eh, capacità anche di muoversi all'interno di territori eh, che spesso eh, non sono così scontati per uh, approfondire tematiche e mettere in relazione anche discipline che eh, non sempre eh, di prima chitto Sembrano essere così legate. Quindi. Um... Penso che già nella giornata di ieri, che si è svolta a Firenze, abbiate potuto vedere dagli incontri e dalle eh, testimonianze, ma anche dalle ricerche che sono emerse, come eh, Lara Vincamasini si è veramente mossa uh, all'interno di diversi territori. E, io voglio solo portarvi un saluto e un, ancora un ringraziamento eh, sia al Comune di Prato, alla Regione Toscana, ma anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che eh, sono stati dei partner. Eh, importantissimi per il sostegno che hanno voluto dare a queste celebrazioni del centenario e con la quale insieme anche al Comitato Scientifico abbiamo creato una serie di appuntamenti che appunto hanno preso il via con la mostra curata da Stefano Pezzato che potete eh, visitare anche oggi, eccezionalmente aperta per voi, e, ma anche insieme a questo convegno una serie di incontri che avvengono eh, in tutto il territorio toscano grazie anche alla rete dei musei del, del contemporaneo. Um, questo momento, anche questi, queste due giorni di convegno è stato anche reso possibile grazie al sostegno eh, della ditta Pecci e dell'immobiliare del Ciliegio e, e grazie anche a Silvia Cangiole che ringrazio, e anche insomma, Elena Pecci che è stata un'importante fautrice anche dell'arrivo dell dell'archivio della, dell al centro Pecci Veramente eh, sapere che una figura come la Ravinca Masini ha, ha, ha voluto fortemente che questa fosse la casa del della suo uh, patrimonio librario, archivistico, ma anche di, eh, di scritti, eh, è veramente un, un ulteriore attestato della storia che in 35 anni questo centro è riuscito a scrivere e che sono sicuro continuerà a scrivere, e grazie anche a occasioni come queste. E quindi cedo la parola all'assessore Mangani, eh, che ringrazio di essere qui con noi oggi. Grazie al direttore eh, Stefano Colicelli, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti e anche come dire, al, al filo rosso che ha tratteggiato nel suo eh, intervento, mi sembra di poter dire molto brevemente, è un periodo abbastanza fecondo per... Eh, per il patrimonio, sabato scorso a Volterra c'è stato un altro passaggio estremamente importante con eh, l'archivio Staccioli. Eh, su Prato 88 stiamo lavorando assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, ovviamente assieme alla Fondazione per l'Arte Contemporanea in Toscana, all'associazione uh, Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Picci eh, e eh, i progettisti stanno proseguendo quello che abbiamo messo nero su bianco uh, un annetto fa, se non ricordo male. E eh, questa continuità tra sabato scorso e oggi e questi due giorni mi sembra sia importante da sottolineare. Il patrimonio non è importante, l'unica cosa è c'è, c'è cioè, soltanto questo da conservare, da preservare eventualmente da eh, valorizzare. Il fatto che attorno a questo luogo ci siano enti pubblici e soggetti privati che eh, insistono per nel non cedere a tentazioni un po' più eh, luccicanti è eh, secondo me è il motivo per cui nasce, eh, si sviluppa. Viene raddoppiato un luogo come questo nel corso di questi 36 quasi anni, perché il 25 giugno saranno 36 anni dall'inaugurazione. Se ricordo bene la data del 1988, e vedere che tra ieri e oggi, ieri ho potuto partecipare soltanto un'oretta invece in sede a Firenze, nel pomeriggio eh, la sala è comunque piena attorno a un tema che teoricamente dovrebbe essere più di nicchia, invece in realtà questa cosa conforta rispetto alla missione che eh, tutti assieme abbiamo andato a questo luogo e il fatto che ci sia un ponte tra l'altro tra due città, una così come dire, eh, eh, rilevante nel panorama eh, internazionale e un'altra che ha bisogno di avere la propria rilevanza e di carattere diverso senza essere in scia su un fulcro come questo è un ulteriore elemento di eh, soddisfazione per un'amministrazione pubblica. Soltanto questo un ringraziamento alla Fondazione, che ha fatto assieme alla Fondazione per l'arte contemporanea toscana, al direttore e a tutte le persone che ci hanno lavorato, da Stefano e molte altre, perché scegliere di fare questo appuntamento nel centenario eh, non è un accessorio, è frutto di una volontà, in senso molto ampio, politica, che mi sento di sottoscrivere. Allora, buongiorno a tutti, eh, questa è la seconda giornata di studio dedicata a, a Lara Vinca Masini, al suo archivio biblioteca, al suo lascito eh, che ormai è stato detto e ripetuto più volte e conservato dal 2021, dalla sua scomparsa al centro Pecci. Abbiamo subito dopo il trasferimento cominciato a lavorare di questo, poi vi eh, darò conto in un breve intervento, eh, che farò volevo eh, solamente dire due parole per chi non è stato ieri a Firenze per eh, far capire i collegamenti fra uh, fra queste due giornate. La Rincamasina ha vissuto quasi tutta la sua vita a Firenze, ha scelto eh, come casa, così diceva lei per il suo archivio biblioteca. Eh, Prato il centro Pecci, eh, non per una ripicchia, ma perché questo centro lavora eh, da anni eh, su, sugli archivi e eh, il suo nucleo fondativo è il centro di informazione e documentazione, acquisito, eh, prima che venisse concepito il, il museo, eh, un, un fondo importante, il fondo Marchi, eh, editore del centro D, che è stato uno di. Delle figure che ha rivoluzionato eh, il catalogo e l'editoria d'arte tra fine degli anni '60 e '80, e conserva un fondo vincitorio a NAC, che è una delle riviste su cui Lara Vinca Masini ha scritto. Conserva un fondo dell'architetto Leonardo Savioli, la sua la biblioteca del, del suo studio, è stato uno eh, dei compagni di strada di Lara Vinca Masini, e conserva il fondo dell'artista e animatore agitatore, direi fiorentino Maria Mariotti, uno di quelli che ha attraversato che con Lara Vinca Masini si è confrontato tra gli anni fine anni 60 e primi eh, primi 90. Quindi per dire questo è il contesto in cui l'archivio di Lara Vinca Masini si trova oggi mettendo in piedi con un comitato scientifico eh, queste, il programma di queste due giornate abbiamo voluto eh, far intervenire sia persone che conoscono che hanno già lavorato eh, su Lara Vinca sui suoi studi, le sue ricerche, e poi invitare persone che magari non conoscevano Lara o non così a fondo, però ci potevano mettere in relazione con altre figure, con altri archivi. Eh, quello che ci interessa è proprio questa. Apertura che noi dobbiamo fare se non creiamo un network, se non creiamo delle sinergie eh, da soli, questo archivio eh, faremo una gran fatica a valorizzarlo e a farlo vivere. Ieri abbiamo eh, sentito eh, interventi sul, uh, sul sugli aspetti della critica eh, d'arte e eh, sulle pubblicazioni, sulle imprese editoriali di Lara, sulle relazioni con altri critici, Argan, Lea Vergine e su eh, progetti che sono stati fondamentali nella, eh, nella, nella carriera, nell'attività di Lara Vinca eh, come il centro proposte, era un centro autogestito tra artisti architetti, musicisti eh, l'inizio di un dialogo fra le arti, è tentato a Firenze degli anni 60 il progetto eh, pilota eh, della museografia contemporanea, il Museo Progressivo d'arte contemporanea di Livorno, eh, la Biennale di Venezia, la grande rassegna eh, controversa umanesimo e nell'arte europea dal 1890 al 1980. Sono alcuni dei capitoli degli affondi che abbiamo eh, chiesto a studiosi. Di, eh, affrontare altri eh, li affronteremo oggi a cominciare dalla tarda mattina e poi eh, nel pomeriggio abbiamo previsto una pausa eh, una pausa pranzo in cui avremo un'ora per farvi eh, rivedere eh, la mostra della mostra parlerò eh, tra un po al tavolo di fianco a me do subito la parola allora abbiamo invitato per eh, contestualizzare anche in ambito politico, culturale ed economico il lavoro che il centro Pecci sta facendo perché non si fa mai da soli questo tipo di, eh, di impresa e come diceva l'assessore alla cultura è, è una responsabilità politica quella che abbiamo preso di eh, conservare, studiare, rendere disponibile al pubblico, e agli studiosi e quindi valorizzare e promuovere un patrimonio così eh, denso e così vasto come quello che ci ha lasciato la Ravenica Masini. Eh, abbiamo Elena Pianea, direttrice dei beni istituzioni attività culturali e sport della regione toscana, Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, è stata anche eh, soprintendente. E archivistica bibliografica della, della Toscana che è direttrice dell'archivio di Stato di Prato per anni quindi sono persone che da anni seguono eh, queste vicende con cui abbiamo il piacere di confrontarci quindi do la parola subito ad Elena Pianea per un intervento dal punto di vista della regione toscana che ricordo è uno dei eh, sostenitori delle attività del centro Pecci è una delle attività prevalenti, l'ha detto ancora l'assessore, quella della raccolta e delle collezioni e degli archivi. Grazie. Devo accendere. No, già acceso. Acceso. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie, sono veramente contenta eh, di essere qui. Eh, anche quest'oggi, insomma, il mio compito è provare in pochi minuti a contestualizzare nella cornice delle politiche regionali le, le riflessioni e i lavori, eh, lavori di oggi. Eh, abbiamo già detto, per, non voglio ripetere le cose che ho detto ieri durante l'apertura, però eh, certamente insomma, siamo qui a festeggiare, omaggiare. Una, uno dei grandi talenti della cultura toscana del Novecento, una donna straordinaria che ha comunque un carisma. Faccio i complimenti a chi ha fatto la grafica di queste iniziative dedicate a Lara Vincamasini perché è una grafica stupenda e mi verrebbe voglia di avere un poster con questa foto stupenda di Lara dentro l'ufficio perché penso che sia fortemente sintetica del personaggio e anche insomma era una donna anche molto bella questo si può anche dire insomma no? c'è vergogna di dire che se uno è bravo poi magari può essere anche una persona con un grandissimo carisma mm, ho sentito ieri le, gli interventi della mattina eh, prendendo tantissimi appunti perché eh, già i primi interventi del convegno ci mostrano ci hanno mostrato come eh, le, le potenzialità eh, di questo patrimonio che di questa eredità, non solo culturale, ma anche molto materiale, devo dire, che ci lascia Lara, sono eh, importanti e quindi abbiamo una responsabilità eh, culturale, e mi viene da dire però anche etica, perché ci dimentichiamo del fatto che le azioni della cultura sono azioni che ricadono sull'etica e sulla morale. Lei mi sembra, eh, non sono una studiosa di Lara Vincavasini, quindi mh, e sono impressioni e non certezze determinate dallo studio del, approfondito delle sue carte, mi sembra che questa prospettiva etica ce l'avesse molto, molto presente. e Ieri venivano fuori mh, questi interventi così importanti sul prof, sotto il profilo della divulgazione. Della divulgazione di qualità della storia dell'arte e questo insomma ci voglio tornare poi nelle conclusioni su questo tema del suo impegno importante pluriennale con, con insomma con le case editrici, ha pubblicato anche eh, manuali, studi, studi divulgativi. Questo è un tema che ci riguarda tutti e di grandissima attualità, perché senza la divulgazione diventeremmo un, un piccolo, una piccola riserva studiosi un po' autoreferenziale quindi eh, dunque qual è il contesto il contesto diciamo oggi vorrei parlare mh, in particolare in, in pochissimi minuti descrivere qual è lo stato dell'arte delle azioni sostenute volute mh, delle strategie di politica culturale relativi agli archivi del contemporaneo della regione toscana. Allora bisogna cominciare per, per, per lavorare su questo contesto a ricordare eh, un intervento molto importante eh, che partì eh, proprio grazie alla collaborazione con con Diana Toccafondi soprintendente perché nel 2016-18 e poi nel 19-21 sottoscrivemmo un accordo di valorizzazione eh, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali quindi attuando eh, le prospettive di collaborazione interistituzionale eh, disciplinati dal codice eh, tra la Regione Toscana e eh, la Soprintendenza Archivistica Toscana ehm, un accordo di valorizzazione che consentì di mettere in programma tutta una serie di interventi molto ehm, eh, ordinati e con una con una strategia complessiva l'obiettivo era quello di cominciare di cominciare di proseguire e sistematizzare il lavoro dedicato eh, alla digitalizzazione e allo studio degli archivi, ma non solo anche a quello dell'interpretazione dei contenuti e ehm, al, al tema eh, molto operativo di, di come i, contenu i contenuti archivistici eh, debbano e possano essere restituiti, eh, messi a disposizione da una parte dagli studiosi, ma, da ma dall'altra parte diventare materiale materia eh, oggetto di lavoro per eh, diciamo, la comprensione più ampia, la valorizzazione più ampia, la messa a disposizione eh, dei cittadini. Questa dialettica costruttiva tra eh, finalità di, studio, di conservazione, studio e ricerca e valorizzazione, divulgazione democratica del patrimonio penso che sia una, una Dialettica interpretativa che eh, molto efficacemente sta connotando tutta l'azione di politica culturale sugli archivi del contemporaneo fatta eh, dalla regione toscana. Io ci credo molto, credo che un'impostazione un metodologica che metta insieme diciamo queste due anime con eh, non antitetiche, ma eh, fortemente eh, complementari sia la prospettiva giusta. L'accordo di valorizzazione. Ci portò a lavorare nello specifico, mh, mi fa piacere citarli per, per, per capire anche dove, dove, dove siamo arrivati, dove, dove, siamo, dove stiamo andando, insomma. Mh. In collaborazione con la Fondazione Primo Conti e la Fondazione Teatro Metastasio eh, si è lavorato con schede Susa relativi ad archivi censiti conservati nelle diverse province toscane, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Siena, grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Senza Cornice. Le studiose che, lavorano, che hanno lavorato sono anima di questo, anche di questa giornata e quindi questo anche per dire che... Uh, le azioni uh, di politica culturale consentono di, eh, la dico così, forse non è bellissima l'espressione, mettere a reddito e uh, approfittare delle professionalità che, sono, uh, che, si, che si specializzano e che diventano imprescindibili interlocutori di qualità uh, per uh, le azioni che sosteniamo. Um, parallelamente il metastasio è stato attivatore di un lavoro importante su, eh, sugli archivi dello spettacolo dal vivo, censendo archivi di una trentina di compagnie teatrali, oltre che il proprio, il proprio archivio. Eh, il tema archivio, degli archivi dello spettacolo dal vivo è un tema interessantissimo, con delle grandissime potenzialità anche eh, divulgative, su cui eh, eh, sarebbe importante proseguire e eh, noi vogliamo, vogliamo lavorare anche eh, in collaborazione con le grandi istituzioni e ehm, dello spettacolo dal vivo che la, regione, che la Regione sostiene. Via via implementeremo questo, diciamo, questo intervento coinvolgendo altri soggetti. Eh, parallelamente c'è stato un lavoro dedicato agli archivi fotografici del cinema, eh, l'archivio della Mediateca Toscana e eh, l'archivio del Festival dei Popoli, che eh, sono come dire parte dell'attività dell'area cinema di Fondazione Sistema Toscana, hanno avuto un avvio di digitalizzazione eh, che ora si è un po', un po fermato, ma su cui eh, bisognerà tornare sul patrimonio. Mh, circa 4.000 digitalizzazioni di e archiviazione e catalogazione di film del Festival dei Popoli su 25.000 titoli. Questo è per dire che le istituzioni che fanno attività mh, in, di, mh, in diversa maniera, in diversa prospettiva, eh, in Toscana, ma non solo, a noi interessano i nostri, eh, possiedono importanti patrimoni che eh, mi viene da dire così è venuto il momento di non trascurare, di non, di non trascurare più, ma soprattutto per. Considerarli, ehm, dice, diciamo eh, potenziali attivi, attivatori di percorsi non solo di ricerca ma anche di condivisione, eh, condivisione con, con il pubblico più allargato. Mm, parallelamente agli interventi che ho appena descritto, eh, devo dire in modo Assai lungimirante, la Regione Toscana mh, decise in, mh, in occasione dei finanziamenti europei FESR della precedente eh, mandata, quindi 14-20, di avviare mh, parallelamente agli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici. Il Museo Peci eh, ha avuto un, un intervento di cantiere dedicato, dedicato a Gamberini su, in, in questo contesto. Ehm, di avviare la costruzione eh, diciamo di un ecosistema digitale su diversi temi ehm, che finalmente eh, nella, nei prossimi mesi eh, approderà a un rilascio pubblico mm, che cosa significa questo per eh, lo, se lo semplifico, ci sono in sala anche studiosi e studiose che hanno partecipato con noi alla costruzione di questo percorso. Eh, si tratta di costruire. Eh, non, non, il classico, non il classico sito internet ecco, a cui siamo più abituati, ma un, un vero ecosistema che possa mettere a disposizione eh, dei fruitori sia eh, a, a fondi specifici di dettaglio di digitalizzazione di archivi eh, che... Ehm, percorsi interpretativi di, derivanti dalla ricerca destinati ad un pubblico interessato e colto, ma non esclusivamente di eh, addetti ai lavori. Um, sul tema dell'arte contemporanea ci sono stati alcuni filoni di intervento, uno dedicato ai parchi di arte ambientali, per cui eh, si, si presenteranno eh, diciamo, interventi dedicati al parco di Pinocchio di, a Collodi, al giardino di Sperri, a Seggiano, eh, al parco della Padula a Carrara. Eh, ci saranno mh, proposte dedicate a un ulteriore ambito di ricerca che ha coinvolto eh, sia il, il, centro, il Centro Pecci che Palazzo Strozzi e Palazzo Fabroni con la digitalizzazione degli archivi 2000-2020, quindi vent'anni 20 di attività e iniziative e, mh, espositive. Di, di, Diciamo di, di eventi e di, mh, e di interventi di, di ricerca, eh, quindi una restituzione molto interessante di, dei ruoli diversi che hanno avuto le diverse istituzioni pubbliche e che hanno operato nell'ultimo ventennio nel nostro, nel nostro territorio, organizzando attività Espositive nelle loro eh, diverse accezioni. Un, um, quindi anche qui un'esperienza diciamo molto particolare, perché dedicata all'oggi, però um, anche con, in, sono, si tratta di interventi che hanno interesse a eh, discutere anche il metodo, il metodo di approccio, il metodo di lavoro. Quindi diciamo che eh, proponiamo. Modelli di metodo alla, alla discussione senza avere la presunzione di avere, per forza, di avere per forza insomma la soluzione giusta però ecco questo ecosistema che mh, diventerà accessibile e fruibile nei prossimi mesi è anche una mh, opportunità che diamo eh, a, a chi è interessato nelle, nelle sue varie accezioni eh, di discutere il con noi anche di prospettive future. Eh, L'ecosistema ha anche l'ambizione di diventare, diciamo, eh, la, mh, la casa a cui si approccia quando si fa una ricerca su certe tematiche, peraltro non è solo dedicato al contemporaneo, ma poi altri eh, numerosi percorsi eh, di approfondimento su, su altri argomenti, su altri temi della, dei beni culturali toscani. Ecco, ha l'ambizione di essere però, come dire, una sorta di raccordo sui, su, sugli archivi eh, e sui patrimoni digitalizzati esistenti al fine di essere una sorta di... Ehm, diciamo di, di luogo di primo approccio in cui eh, si può passare per essere orientati e, e per diventare, ehm, diciamo, ehm, campo base di relazioni tra istituzioni diverse che producono digitalizzazione di archivi. Un lavoro molto importante è stato fatto sugli archivi fotografici del Novecento l'Archivio Fotografico Toscano, eh, Dry Photo, eh, la Fondazione Allinari, la Fondazione Michelucci e mh, ancora la, fonda la Fondazione Collodi con approcci sist sistematici di eh, digitalizzazione dei materiali e anche di percorsi, eh, di percorsi interpretativi. Quello che credo che sia molto importante ricordare è che. Tutto questo, questo lavoro è il prodotto di una collaborazione molto stretta tra. Diciamo esponenti eh, esperti e importanti delle università toscane e non solo, e, e il coinvolgimento di tutta una serie di eh, ricercatori eh, esperti con, mh, della materia che hanno garantito e stanno garantendo la qualità dei contenuti. Um, voglio dirvi ultime due cose, non so, Stefano, se ho ancora Bene. due minuti. Eh, allora, in, in, in questo, diciamo, in in questo contesto di attività attività che verrà confermata perché anche nel, ehm, nel eh, nella mh, mh, programmazione 21-27 del FESR confermeremo un milione di euro di finanziamento dedicato a questo tema quindi una a questi temi di acquis digitalizzazione, acquisizione di archivi e divulgazione dei loro contenuti eh, quindi una cifra davvero molto importante Rilevante ehm, si è, diciamo, eh, è entrato da protagonista rilevante. Eh, sono entrati da protagonisti rilevanti il, gli interventi eh, PNRR eh, che eh, sapete tutti hanno un'azione. Un molto importante, dedicata alla Digital Library, eh, al sistema della Digital Library, governata direttamente dal Ministero della Cultura, ma eh, attuata per mh, una parte di, eh, relativa ai territori eh, con la collaborazione delle eh, diverse regioni. Anche la regione toscana. Come dire, si è fatta onore in questo contesto proponendo un lavoro molto, molto importante. Con investimenti eh, rilevanti, eh, ci sono circa 400.000 euro investiti nel PNR che riguarda l'arte, diciamo, che riguardano i temi che discutiamo oggi, in particolare eh, interventi eh, diciamo fortemente dedicati alla collezione eh, alla collezione Alinari lo sapete la collezione Alinari è una collezione molto importante confluita nella disponibilità della regione toscana grazie a un intervento di acquisto eh, di alcuni anni fa che ha messo mh, sta sal salvaguardato questo, questo straordinario patrimonio naturalmente l'ente, il mio ente ha la necessità di eh, lavorare per mh, Diciamo la conoscenza di questo archivio in modo approfondito tramite catalogazione e digitalizzazione e tramite l'attività di divulgazione. L'archivio è gestito da una fondazione che ha vita autonoma, ma che naturalmente mh, noi eh, sosteniamo in modo importante e. Ehm, sì, sì, ci saranno ehm, interventi di, di, di questo cantiere di digitalizzazione molto importante. Eh, sarà dedicato alle lastre di formato extra, ora vado, vado un po' velocemente, all'archivio Alinari dei ritratti, eh, all'archivio Brogi che è confluito nell'archivio Alinari e che è un archivio molto, molto rilevante insomma, per gli studi. Tra, tra 8 e 900, ehm, poi ehm, archivio allinari patronato, quindi ehm, i servizi fotografici realizzati su commettenza esterna da parte della ditta Fratelli Allinari, per cui diciamo è un percorso per. Eh, per, per tappe successive, che, però, metterà a disposizione degli studiosi un materiale molto interessante, e credo di nuovo opportunità di divulgazione. Le prospettive le prospettive future ci vedono impegnati sicuramente a fare una riflessione con il centro Pecci, per l'Archivio Savioli e l'Archivio Mariotti, anche tenendo conto che l'Archivio Mariotti ha proprio per tornare all'argomento odierno, grandissime relazioni con, con, con Lara Vinca quindi questa potrebbe essere un, una via da percorrere per ehm, avviare anche ulteriori eh, lavori sull'archivio di Lara e, ehm, bene poi per, insomma, e, e altre, altre iniziative che renderemo pubbliche appena ci saranno Uh, saranno chiariti i termini. Vorrei concludere con una riflessione più generale. Um, questi grandi interventi che facciamo uh, sul tema della, del patrimonio archivistico, um, che opportuni, quali opportunità ci danno, quali prospettive. Sicuramente abbiamo detto uh, il tema della, della tutela e eh, dello studio della ricerca. È il tema, diciamo, Uh, è, è uno degli obiettivi principali, ma non è l'obiettivo finale. Cioè, so che mi rivolgo a una platea fatta di studiosi e ricercatori, quindi può essere un po' provocatorio il mio ragionamento, però il tema è che mh, la ricerca fine a se stessa può avere dei risvolti contemplativi, ma poco funzionali alla restituzione diciamo eh, civica eh, del, del patrimonio quindi il tema è eh, certamente mh, queste azioni che noi facciamo consentono di mettere in sicurezza il patrimonio di studiarlo di rifletterci sopra ma un obiettivo che è anche peraltro l'obiettivo diciamo mh, il, la mission che ha la la regione rispetto allo Stato che si occupa direttamente di tutela è quello della valorizzazione, della divulgazione, della messa a disposizione. Mm, quindi io credo che, lo dicevo adesso a Diana Toccafondi, mm, il tema degli archivi è il tema cruciale, eh, sembra un paradosso ma non lo è, della, della contemporaneità, perché comunque il tema della... della, mm, della costruzione ecco qui funziona sempre benissimo il titolo del, del nostro incontro la memoria del futuro ecco certamente la costruzione del futuro passa attraverso la memoria che è conservata anche anche negli archivi ehm, quali sono le prospettive dell'utilizzo di questo patrimonio così lavorato così eh, sistematizzato ecco certamente ci sono Mh, prospettive più tradizionali, e insomma, eh, le, le, le siamo bravissimi in questo. Studio, ricerca, mostre, attività di divulgazione, attività di comunicazione, di condivisione dei contenuti grazie all'interpretazione. C'è tutto questo mondo dell'intelligenza dell artificiale che eh, un po' ci spaventa, un po' non lo conosciamo, ma che certamente è una pista che non possiamo ignorare e che può diventare una prospettiva di straordinari, se, se ben governata, se, se ben approcciata, può diventare un, una straordinaria opportunità per trovare forme di dialogo con il grande pubblico, nuove, innovative, eh, accattivanti. Ci eh, sono in corso alcune sperimentazioni. Gabinetto VSE su questo tema, eh, in collaborazione con, eh, con eh, il centro dedicato all'intelligenza artificiale dell'Università di Siena, molto interessanti. Quindi io credo che noi non dobbiamo avere dei pregiudizi snovistici nei confronti, perché siamo tutti uomini e donne del Novecento, ma mh, parlo per me almeno: però invece le potenzialità che vengono da questo mondo sono eh, di eccezionale interesse e eh, abbiamo bisogno di avvicinarlo, capirlo, studiarlo e sperimentarlo. Quindi eh, io credo che, che questo sia un po' quello che anche le politiche del futuro devono disegnare come prospettiva. Ehm, il, il punto è proprio, è proprio questo ed è il punto su cui stiamo dibattendo anche dentro i nostri uffici, con gli interlocutori eh, con cui lavoriamo. Tutto questo materiale che noi acquisiamo, sistematizziamo, rendiamo più fruibile grazie alla sistematizzazione anche digitale. Bene, come lo restituisco? Quali sono le strade per restituirlo pubblicamente? Eh, la sfida quindi sono, è quella di trovare strade per implementare le opportunità di conoscenza. E eh, io credo che eh, il riferimento all'intelligenza all artificiale eh, funziona in questo senso settorialmente diciamo ecco l'acquisizione eh, di questo patrimonio in disponibilità digitale ci consente eh, la produzione di nuovi contenuti in forme innovative in forme tradizionali però eh, ecco il fine è quella del, dell'opportunità dell'opportunità culturale mm, concludo Facendo un tornando a, 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 alle prospettive che può avere eh, la valorizzazione dell'archivio di Lara Vincamasini. Da una parte il tema dell'archivio come innesco creativo. Io credo che questo sia importantissimo. E eh, eh, Lara ne è una campionessa in questo, no? perché lo si diceva, il, eh, la sua casa monumento. Uh, io ho visto quella ultima in cui lei ha risieduto, anche lo ricordo perché è importante. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, insomma, c'è stata la possibilità di, mh, di dare una risposta molto concreta ai temi della casa e dell'archivio di Lara in vita. Ecco, quello era un luogo in cui ogni volta che si andava, c'è chi ha avuto la fortuna di frequentarlo molto più di me. Si, si capisce questo tema dell'innesco creativo perché già solo camminando in quelle trincee eh, tra libri, opere d'arte, eh, foglietti, carte e parlando con lei, si, si usciva tutte le volte eh, più ricchi con, con degli stimoli. Poi il tema, tornando a Lara, del, lo dicevo prima, l'interesse per la divulgazione. Ecco, questa è una cosa che per me è una priorità, eh, diciamo, politica. Il tema della condivisione, della divulgazione di alta qualità è un tema molto importante. Anch'io sono laureata in storia dell'arte, ciascuno degli storici dell'arte, penso ancora adesso, quando si, si finisce la laurea e si comincia a lavorare. Spesso siamo stati coinvolti in, in attività di divulgazione, ai miei tempi si scrivevano le guide rosse del touring, si facevano gli aggiornamenti, si scrivevano dei dizionari di storia, anche di, di storia dell'arte, si facevano collaborazioni con case editrici, credo che anche agli studenti, spero che anche agli studenti di oggi capiti questa occasione. Bene, l'occasione di mettere al servizio le proprie competenze della divulgazione di qualità... È una straordinaria occasione, deve essere un orgoglio. E noi su questo dobbiamo molto lavorarci e eh, davvero anche ieri, dalle relazioni che ho sentito, veniva fuori questo tema in modo molto forte, è stato molto valorizzato dagli studiosi che hanno fatto gli interventi, questo lavoro che Lara faceva di divulgazione e Vabbè, poi lei ha avuto il privilegio di lavorare ai mitici volumi verdi di Argan, però insomma, <ride> questo non è capitato a molti. Poi c'è il tema della sua capacità di essere contemporanea su, su dei temi dell'oggi, che sono i temi quotidiani. Mi ha molto colpito. Questo tema dei centri minori, dei borghi che ieri è stato evocato, un tema su cui ci, ci dibattiamo in modo anche in modo un po' banale delle volte, però quindi la capacità di capire che la creatività eh, non ha centro e periferia, insomma, ecco, e che quindi questo è un tema. L'ultimo tema è eh, la riflessione critica sui temi forti della società. Ar Militante, usiamola questa parola perché non c'è da, da... credo che sia una bella parola, cioè il tema di essere eh, militanti rispetto ai temi importanti del sociale e eh, provare a dare una risposta a, 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 tramite i nostri temi, insomma, non facciamo i medici, facciamo facciamo un'altra attività però la risposta ai temi della società può trovare grande forza anche nell'interpretazione di un archivio come questo. Credo di aver parlato troppo, mi scuso perché non ho guardato l'orologio cosa che non si dovrebbe fare vi ringrazio, mi fermo qui Grazie, cedo subito la parola a Diana Toccafondi, Grazie. Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Grazie mille, grazie di questa occasione. Mi dispiace di aver perso purtroppo la giornata di ieri. Come sentite, sono ancora un po' sottoposta agli strascichi di un'influenza e non ho potuto ehm, essere presente. Ma insomma, magari ci saranno sicuramente gli atti. Eh, bene, è risaputo che nell'accasare i libri della propria biblioteca privata, ognuno di noi si fa guidare da metodi diversi li può accostare uno all'altro secondo le classiche tassonomie di argomento, di autore, di edizione, di collana, di formato, insomma queste cose, oppure, come scriveva Roberto Calasso in Come ordinare una biblioteca, riferendosi naturalmente alla sua, può applicare la regola del buon vicino. Cioè quella paradossale non regola che Abi Warburg utilizzò nella sua biblioteca posizionando ogni libro a fianco di un altro con cui, a suo giudizio, applicando il gioco anche delle libere associazioni, potesse nascere una buona conversazione, anche parlando di cose diverse. Ecco, da questo sistema nasce una sorta di paesaggio mentale e sempre secondo Calasso deriva anche una specie di autobiografia. Involontaria. Ora io non è che sono così varburghiana e ancor meno calassiana, con lo stratosferico senso dell'ego che lo contraddistingueva, ma spesso mi capita di provare riconoscenza per i miei confusi scaffali, che interrogati rispondono non solo fornendomi supporti bibliografici, ma anche supporti di memoria, tracce di ricordi, di incontri, di esperienze, e loro stessi in fondo sono archivi. È successo così anche in questa occasione, preparando questo intervento, uno accanto all'altro, non proprio in successione ordinata, vicino a testi letterari da buon vicinato, di cui non dirò. Ho ritrovato testi come il catalogo e la guida del Palazzo Enciclopedico, la Biennale d'Arte di Venezia del 2013, curata da Massimiliano Gioni, la rassegna stampa sulla mostra L'Inarchiviabile, Italia anni 70, curata da Marco Scotini a Milano nella primavera 2016, e il suo successivo, L'Inarchiviabile, l'Archivio contro la storia del 2022, il volume di Cristina Baldacci. Archivi impossibili, un'ossessione dell'arte contemporanea, sempre del 2016, e infine Archiviare tutto, una mappatura del quotidiano di Gabriella Giannachi, ancora 2016. A chiudere la sequenza, questa volta sì, Varburghianamente, il testo classico di Francesco Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura, rovine, reliquie, realità, robaccia. Luoghi inabitati e tesori nascosti. Nell'edizione del 2015, ma il testo è del 1993. Perché dico tutto questo? Tutto questo è per dirvi che questo scaffale mi ha ricordato che il mio primo significativo incontro con il tema degli archivi dell'arte contemporanea. Risale proprio all'esperienza veneziana del 2013, grazie anche alla partecipazione al convegno sul rapporto tra gli archivi e le mostre organizzato per l'occasione dalla Biennale. Si è poi irrobustito negli anni successivi, quindi tardivamente, insomma. Ma è anche evidente. Che sono gli stessi anni in cui il tema dell'archivio diviene dominante sia nelle pratiche artistiche che nelle pratiche espositive. In realtà, come sappiamo, la cosa succede molto prima, scorrendo a ritroso la timeline, e anche le genealogie artistiche, si risale fino penso, alle documenta di Kassel, all'Atlante di Richter e via andando in lungo e largo per i rami. Ma è un fatto che nel tempo si è sviluppato in ambito artistico, in modo estensibile e direi anche teoricamente elaborato, una sorta di estetica dell'archivio, con esiti diversi. L'archivio è divenuto, per esempio, una cifra espressiva, di cui alcuni artisti hanno colto la potenzialità disaggregante, policentrica, addirittura, secondo Scotini, controegemonica, perché appunto l'archivio contesta la gerarchia assoluta del discorso storico oppure è divenuto rappresentazione accumulativa, ossessione collezionistica e memoriale, oppure riscattando reliquie, appunto robaccia e rarità, come, come descriveva Orlando, tramite l'archivio in qualche modo si è rivendicata la pregnanza dell'oggetto. Insomma, dopo anni spesi, parlo per me, a parlare di archivi, a lavorare intorno agli archivi, a insegnare cosa sono gli archivi, mi sono accorta che era proprio dall'arte contemporanea e dal suo quasi ossessivo interesse verso la memoria e l'archivio, un interesse oscillante fra ordine e disordine, serialità, assemb assemblaggio incongruo, era proprio lì che prendeva le mosse una sorta di rivoluzione copernicana. E questo perché in questo ambito le tracce di memoria... Che vengano organizzate in sistemi o esplose in un caos, non fa molto differenza. Vi diventano spesso oggetti pesanti, vengono raccolte, affastellate, esposte al pubblico, prima di tutto in quanto oggetti, immagini dalla forte potenzialità dimostrativa e rammemorativa insieme. Acc accade così una cosa straordinaria, che forse solo gli studiosi della storia dell'ars memorie percepiscono pienamente. L'immagine è spunta dall'arte della memoria rinascimentale quando è venuto il divorzio tra memoria e fantasia immaginativa, cioè quando il primato dell'organizzare ha sostituito il primato del vedere, torna ad affermare la propria forza. Così, in questo nuovo e ancora indefinito rapporto tra immagine e memoria, a mio parere si va faticosamente delineando una rifondazione del senso della realtà e della storia, un nuovo inizio, un risveglio di potenzialità assopite, ma il discorso ci porterebbe lontano e l'ho introdotto solo perché fosse esplicito che quando si è trattato di avvicinare il tema degli archivi dell'arte contemporanea, quando l'ho fatto da sovrintendente archivistico e grazie appunto al progetto condiviso con Regione Toscana di cui ci ha parlato, eh, appena parlato Elena Pianea, cioè quando si è trattato di porsi il problema di come salvaguardare, descrivere, conoscere gli archivi che raccontavano le esperienze, le storie artistiche, i materiali in cui si è espressa la grande stagione artistica dalla metà degli anni sessanta in poi, perché questo era l'arco cronologico e ci eravamo dati. Ecco, ho sempre ritenuto che in questa operazione si giocasse non solo la possibilità di salvaguardare, quindi non disperdere materiali documentari, cioè archivi fonte, ma anche quella di salvaguardare materiali artistici. Archivi arte, insomma, non so, non so come chiamarli, comunque senza che vi fosse veramente distinzione tra questi due aspetti. Nel convegno Memoria del Contemporaneo, che si tenne a Firenze nel novembre 2016, Elena, ti ricorderai. Lorenzo Valgimogli allora era funzionario collaboratore della sovrintendenza Archivistica, oggi il vice sovrintendente, presentò una relazione sul progetto di censimento degli archivi dell'arte contemporanea in Toscana, che era allora appunto mh, era partito, ma diciamo, apprendeva le mosse e in questa relazione citò come momento topico da cui il progetto aveva preso le mosse, il forum dell'arte contemporanea che si era tenuto a Prato, Stefano si ricorderà bene, era organizzato proprio dal centro Pecci in collaborazione con Monash University, se non sbaglio si tenne proprio alla Monash, nel settembre 2015 e in particolare il tavolo sugli archivi come strumento di ricerca e formazione coordinato proprio dagli amici, dalle amiche di Senza Cornice. Da quel tavolo, dalla discussione che lo animò, è emerse con chiarezza che ogni attività ricognitiva, cioè di censimento e mappatura, e descrittiva, cioè di inventariazione degli archivi non solo di artisti, ma anche di collezionisti, di fondazioni, di musei, di critici, di curatori, doveva affrontare due problematiche. Una era quella del linguaggio condiviso per l'identificazione dei complessi documentari. Dove comincia e dove finisce l'archivio, soprattutto quando l'archivio contiene opere anche, e, e l'altra era quella di individuare degli standard per il trattamento e la descrizione delle informazioni, soprattutto in presenza, come avviene sempre in questi archivi, di materiali eterogenei, ibridi, che richiedevano la definizione anche di vocabolari controllati. Questa sfida. È stata raccolta, molto lavoro è stato fatto in Toscana, l'abbiamo appena sentito, eh, ma occuperei indebitamente uno spazio non più mio e su cui non ho dati aggiornati, e rimando su questo, a quanto appena appunto detto con grande competenza e, e anche e soprattutto con tutti i dati eh, così a, a, a larghissimo raggio Elena Pianea. Tuttavia, su un aspetto vorrei insistere: ed è il ruolo e la funzione del luogo dove siamo, del centro Picci. Eh, e così torniamo anche su quello scaffale da cui sono partita. Accanto a quei libri di cui vi parlavo e ad altri c'era anche questo. Grazie a Stefano Pezzato che me ne ha fatto dono a suo tempo. Allora, questo che cos'è questo, questo volume? Questo volume è il numero zero 1985, è il numero zero del bollettino periodico del centro di informazione e documentazione arti visive. L'autrice insana, esatto, <ride> dove sei? Maria Teresa Vettarini, eccola qua, che è proprio lei. Quindi sono con particolarmente contenta di averlo portato con me oggi. Il numero zero e si chiama Archivio. Questo è il suo nome. Se scorriamo l'indice, oltre al nome di Maria Teresa che fa la, la, introduce, proprio spiegando che cos'è il Centro di, Documentazione, di Informazione e Documentazione Artivisive, che nasce insieme al Centro Pecci e ne è, è, è l'anima, ci troviamo una preistoria generosa, lucida, carica di visione, sia dal punto di vista scientifico che da quello istituzionale, oltre il comune di Prato, di Lohengrinlandini e di... Di, di Giampiero Nigro eh, e poi Marco Maier, assessore alla regione toscana, sembra di parlare di boh, preistoria proprio. Ma tra gli studiosi, vabbè, almeno i nomi che io conosco: Armando Petrucci, Paola Barocchi, insomma, cioè, e, e, e i titoli anche e, mh, tecniche e metodi dell'archiviazione automatizzata, specializzata. Ancora il linguaggio, sentite, no? è ancora come dire, un po' è, 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 si deve ancora formare. Senso, finalità e struttura di un archivio di arte contemporanea oggi, eh, archivi e centri di documentazione sull'arte contemporanea, rapporti e progetti, c'è cioè la Biennale, ci sono molte altre esperienze. Beh, il suo nome, dicevo, è Archivio, evidentemente è un manifesto da questo punto di vista, è un manifesto, un'intenzionalità, un progetto. Purtroppo mi sembra che l'accezione che poi nel tempo ha, ha assunto. Viste le vicende successive, è quella invece che il senso comune attribuisce al termine archivio e archiviale, cioè il senso di oblio, sepoltura, in qualche misura anche proprio dimenticanza. Ecco, ora questa vicenda dell'archivio di Lara Vincamasini, l'occasione che l'arrivo a Prato dell'archivio della Vincamasini insieme eh, accanto a quello di Mariotti vincitorio insomma le cose che già sappiamo essere qui ma anche lo stesso Savioli insomma che, che abbiamo qua significa in questo momento come dire un segnale un segno dei tempi significa dover riprendere almeno a al mio a mio giudizio, rilanciare un progetto, un progetto che naturalmente non potrà essere quello del 1985, è evidente, insomma, è, è un progetto adeguato a quello che siamo diventati, a quello di cui siamo consapevoli e su questo. Lasciatemi dire, visto che ora faccio un altro mestiere, che è la Fondazione Cassa di risparmio di Prato, l'ho detto tante volte sia a Stefano Collicelli che a Stefano Pezzato, diciamo, eh, eh, con le sue modeste risorse, ma insomma è a disposizione, si mette a servizio del riprendere questo progetto. Un progetto però che sia fatto almeno di tre azioni, secondo me. La prima azione è quella... È quella Tipica di quando si parla di archivi, ne abbiamo appena sentito anche con Elena, conoscenza e ricerca naturalmente, ma non si tratta di fare degli archivi, in particolare di quello sterminato di Lara Vinca Masin, eh, solo archeologia del contemporaneo, ma scavo in profondità delle motivazioni, delle esperienze, dei risultati di una stagione che alla fine ci abita tutti quanti, e a cui possiamo chiedere conto di come siamo diventati. E magari anche vergognarsi un po' di come siamo diventati. Questa è la prima azione, la conoscenza. D'altra parte credo che la, la mostra curata da Stefano Pezzato, che insomma, vi consiglio di vedere chi non l'ha vista, perché è veramente come dire, un piccolo assaggio. Questo è veramente non neanche un antipasto è, meno, è proprio un bocconcino. Insomma, però è, fa capire tutto quello che può, si, può, si può fare. Quindi la prima azione è di conoscenza e ricerca. La seconda azione, ma rischio di ripetere quello che ha già detto Elena, è di rilancio verso il futuro, di rinnovazione, stimolo per alimentare nuova creatività. Questo innesco creativo di cui parlavi, Elena, e quindi del la, la memoria del futuro è un abitare coscientemente non solo il proprio tempo, ma quello che andiamo costruendo. E il terzo, su cui vorrei soffermare un po' di più, è quella della produzione di nuova attività espositiva in cui l'archivio esprima ambedue le sue potenzialità, quelle che ho tentato di individuare all'inizio, cioè quella di fonte e quella di forma d'arte. Ecco, sono convinta che una consapevole attività espositiva che attinga questi materiali non solo per ricostruire una temperia passata, ma per rilanciare avanti può essere luogo di incontro tra. Documenti-immagine e immagine-documento, no? quelle due come di, declinazioni eh, estremamente permeabili l'una all'altra. Cioè, può essere il luogo in cui questi due aspetti si mettono reciprocamente in luce. Un modo diverso, quindi, anche di confrontarsi con il tempo e un modo che coinvolge individui e comunità. Ecco, basta appena ricordare che esporre. Deriva proprio dal latino exponere, cioè porre al di fuori, proiettare, porre di fronte. Quindi porre in luce davanti a qualcuno, il che presuppone che questo qualcuno si ferma a guardare, si metta di fronte a questi oggetti, provi interesse, si senta coinvolto. Perché in definitiva esporre significa esporsi e sentirsi esposti. Non si è forse, credo, riflettuto abbastanza su un, un elemento essenziale quando si parla di archivi. I documenti degli archivi, e in particolare degli archivi dell'arte contemporanea, costituiscono dei veri e propri oggetti di tempo, in cui coesistono e si esprimono appunto tempi diversi. Quello di chi ha prodotto il documento, di chi lo ha utilizzato, di chi l'ha riprodotto, di chi lo ha trasmesso, di chi lo guarda. Di chi lo mh, interpreta. Ecco, e a questo si aggiunga che il documento che viene esposto proviene da un insieme documentario, quindi da un corpus documentario, appunto l'archivio, in cui a sua volta coesistono altri tempi stratificati, accumulati, confusi. Insomma, riprendendo una celebre espressione di Walter Benemi: l'archivio gioca sui tavoli del tempo e si offre al nostro presente con il suo corpo materico di oggetti. Che attendono di essere compresi e rielaborati. Ecco, oggi il nostro tempo devo dire che lo diciamo tante volte, ma insomma non è mai mh, bisogna ripeterlo perché le politiche anche si fanno in questo campo sono spesso ambigue. Il nostro tempo vive diviso tra, da un lato, ossessione memoriale, che produce un accumulo di memorie individuali, giustapposte che spesso non riescono ad arrivare ad una narrazione collettiva, e dall'altro bisogno autentico. Ma insoddisfatto di stabilire rapporti di senso con il tempo e la storia e di ritrovare una dimensione comune della realtà. Ecco, io credo che per cercare una risposta a questo bisogno è necessario che documenti, oggetti, immagini, questo coacervo di cose che troviamo negli archivi, accettino di mescolarsi e confondersi. Lo facciano sotto, come dire, lo sguardo e l'interpretazione naturalmente di chi cura, per esempio, un'esposizione. Un così da rivelare l'ontologica profonda unità che li percorre, le somiglianze che li uniscono e che attraverso di essi rilanciano il tempo in avanti, a partire dal presente. Ecco, da questa contaminazione, io credo, può nascere un modo nuovo di porsi davanti al tempo ecco perché è una missione importante io credo che il Centro Pecci deve cogliere, un modo forse non diverso da quello che animava la ricerca, la fede la visione, proprio di Lara Vinca Masini, grazie eh, grazie molte eh, avete capito il senso di questi inviti dalle parole di Elena Pianea e di eh, Diana Toccafondi eh, vorrei solo ricordare che nella costruzione di quella che apparentemente è una celebrazione, ma vuole essere l'inizio di un percorso eh, che per noi è, un, un, ripeto, una responsabilità aver portato a Prato l'intero patrimonio eh, archivistico e, e bibliotecario di, eh, di Lara. Eh, ha fatto sì che eh, costruissimo. Abbiamo costruito un, un programma che ci vede insieme oggi per due giornate eh, di studio e approfondimento, per darci anche delle motivazioni, come è stato detto. Ma insieme a questo abbiamo eh, programmato un ciclo di incontri diffusi in, eh, in otto musei e qui ci rivolgiamo al pubblico eh, di curiosi, eh, al pubblico. Generico dei musei, non solo agli studiosi, e, e poi ancora ritrosa, La prima cosa che ci è venuta in mente, portando qui il materiale, è fare una mostra, la prima speriamo di una serie di affondi, di approfondimenti. Perché tirare fuori, come dici tu, esponere, permette di far capire che cosa abbiamo in mano, non solo a noi, ma al pubblico. A chi ci amministra, a chi ci finanzia, il valore delle cose che abbiamo messo nel deposito, non per tenerle in deposito, ma perché sia reso disponibile. Se possiamo far partire il PowerPoint, io mi alzo un attimo. Dieci minuti e sono pochissime slide per raccontarvi il lavoro che stiamo facendo dal 2021 ad oggi, che è alla base. Del, degli incontri che abbiamo organizzato allora questo è il Mertz Build, come l'ha definito eh, Carlo Sisi ieri e in altre occasioni è l'accumulazione di eh, Casa Masini in, in via Biagi un, un dettaglio eh, questo non era un archivio questo era un accumulo seriale compulsivo di materiali di una studiosa che eh, aveva a cuore comunque e sapeva di dover tenere e mantenere tutti i materiali delle sue ricerche iconografiche, dei, eh, delle sue pubblicazioni, delle sue frequentazioni. Questo è il uh, Centro di Informazione e Documentazione Artivisive eh, di cui eh, è stato fatto cenno. Fondato nei primi anni '80 dal Comune di Prato e poi confluito nel progetto complessivo del Centro per l'Arte Contemporanea, dove vi trovate, contiene meroteca, fondi speciali, alcuni li ho citati, sala lettura, collezioni di manifesti, libri d'artista, sono tutte cose che si ritrovano anche nell'archivio biblioteca di Lara Vincamasini. Quello che vi sto mostrando è quello che eravamo finora. Stanno partendo proprio in questi giorni lavori di ristrutturazione, dopo 35 anni, dei locali della biblioteca che ci condurranno, e qui forse do una prima risposta Pianea, a Elena eh, Pianea, alla biblioteca di domani, non più alla continuazione, sì sarà la continuazione, però eh, l'idea è quella di un rinnovamento che anche l'arrivo dell'archivio Masini ci costringe un ripensamento, che ci costringe a fare, non possiamo più gestire a scaffale aperto come erano nell'88 quando c'erano 6.000 volumi del centro D, un archivio, una biblioteca che ne ha 200.000, capite di cosa stiamo parlando. Allora è stato eh, citato il bollettino dell'85, sono tre, tre momenti di questa storia, il ventennale del museo è l'ultimo catalogo. Mi rivolgo sempre al direttore per ricordargli che abbiamo bisogno di pubblicare libri, abbiamo bisogno di pubblicare un nuovo catalogo che aggiorni eh, lo stato della collezione eh, del museo. C'era anche il CID, c'erano già un primo tentativo di sistematizzare le nostre raccolte, abbiamo oltre 1100 opere in, in collezione. E poi la fine del mondo è stato preceduto dal forum che ha citato Diana Toccafondi, è la riapertura del museo e quindi la nuova fase in cui ci troviamo ora con un museo ampliato e potenziato nelle sue funzioni. Questi tre momenti corrispondono a tre eh, eh, momenti della vita, dell'incontro con Lara Winkamasini. Lara Winkamasini negli anni Ottanta nel suo studio Mertz Bild eh, studiava lì sommersa, libri con gatti, scoiattoli e quant'altro tra, tra i piedi. Il momento è subito dopo il ventennale del Centro Pecci in cui si concretizza questo accordo a tre tra Fondazione e Cassa di risparmio rappresentata dal eh, vicepresidente eh, Maracchi. Il presidente del Centro Pecci, Valdemar Beccaglia e Lara Vinca, sottoscrive un atto notarile di cessione post mortem di tutto patrimonio archivistico e bibliografico di Lara Vinca, di questo archivio di personalità, lo intendiamo così oggi, al centro Pace. E poi l'ultima apparizione pubblica di Lara Vinca Masini, che è scomparsa poco dopo, il 9 gennaio del 21, il 15 ottobre del 20, con eh, Alessandra Cocella abbiamo presentato al museo, Lara si è collegata, il libro eh, dei suoi scritti che è uscito. Poco prima della sua morte, la foto è di Cecilia Barbieri che è qui in sala. Questo è eh, l'archivio e biblioteca di Lara Vincamasini. Preordinato ci sono voluti dieci anni nell'abitazione trovata da Elena Pecci, eh, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Ci sono voluti dieci anni perché Lara desse e la fortuna ha voluto che Lara vivesse. Così, a lungo, perché quando abbiamo fatto l'accordo, aveva 87 anni e, ed è campata fino a 98, ha permesso a Lara di dare un ordine al suo accumulo eh, compulsivo, ed è quello che vedete: un eh, ordine tematico, eccolo qui, fatto con eh, le collaboratrici di cui potete leggere i nomi: Mostra d'arte contemporanea. 6.000. 8.000 buste di artisti, 1.000 buste di architetti e poi collettive, grandi mostre, architettura, design, gioiello, fotografia. Non c'è distinzione tra arti belle, e arti applicate, era quello che voleva, era un dialogo tra le arti. Movimenti artistici, ne affronteremo tra poco uno, forse il primo eh, grande cavallo di battaglia di Lara Vincamasini. L'Art Nouveau, insieme a Futurismo, arte programmata di cui abbiamo parlato eh, anche ieri: Poesia Visiva Concreta, Manuali di storia dell'Arte, Critica e Arte politica. Questi abbiamo aggiunto per completezza e secondo me anche per correttezza, una parte che non era prevista nell'ascito: la letteratura, la poesia, la storia, tutto quanto componeva il resto della biblioteca di Lara che ci permette di mantenere insieme tutto quanto Lara ha eh, raccolto. Il pre-inventario, eh, sono liste di consistenza da cui siamo partiti, eh, comprende anche tutto eh, questo e qui stiamo entrando nelle pubblicazioni, soprattutto i, eh, quanto Lara ha scritto. E le sue collaborazioni e la sua attività in campo editoriale. Eh, Lara si vantava di non aver mai preso un soldo per i testi scritti in occasione di presentazioni di mostre. Eh, la sua professione, che non è mai stata in ambito accademico per scelta, per scelta di indipendenza probabilmente, o, eh, o non so perché, comunque la vista sempre. In, uh, in collaborazione con, con Casiettici ieri abbiamo parlato della collaborazione con Argan, che è, è una di quelle fondamentali, piuttosto che le grosse imprese editoriali congiunti e, e con, uh, ancora con uh, la terza, Sansoni, la terza. L'archivio comprende anche eh, opere grafiche. Eh, Stampe d'arte, centinaia di edizioni, centinaia di manifesti, libri d'artista, libri d'oggetto. I 92 libri d'artista oggetto sono già diventati di più perché tirano fuori dalle buste, ci hanno resi conto, conto. potete andare in mostra e rendervi conto che alcuni di questi oggetti sono talmente rari, talmente preziosi che equivalgono a, a libri d'artista. E questo è il luogo dove sta al momento l'archivio di Lara Vincanasini, sotto i vostri eh, piedi. Abbiamo trasferito, paro paro, come era nella casa di Lara, ovviamente qui siamo in un, uh, in un deposito d'arte, quindi ha una fisionomia completamente diversa. E questo è il lavoro che abbiamo cominciato dal giugno del 21 fino ad oggi con un archivista, due bibliotecarie, i nomi sono scritti sopra, le ricordo Monica Gallai, Beatrice Monicelli, Viola Casalieri, c'è anche una coordinatrice eh, di Coop Culture, sono state ringraziate più volte ieri. Eh, questo nostro incontro ha permesso eh, a noi di rendere disponibile agli studiosi i materiali. Non abbiamo mai smesso di rendere consultabile l'archivio. Appena dopo il trasferimento abbiamo cominciato a, eh, a ricevere richieste di consultazioni. Cioè, abbiamo una, una testimone diretta, la dottoranda. Interverrà oggi su, su Chiari che eh, l'archivio, seppure stia eh, nelle condizioni che è eh, attualmente. Allora, riordino, una messa in sicurezza, eh, mh, abbiamo iniziato da alcuni nuclei tematici indicati dalla stessa Masini, Arte Contemporanea, architettura, poesia visiva e concreta. Abbiamo usato le attività espositive. E come pretesto per andare a fare dei carotaggi delle indagini e, e delle perlustrazioni abbiamo considerato alcuni materiali archivistici prima eh, di altri abbiamo cominciato questo lo fa eh, l'archivista una relazione compilazione di nuove tabelle excel di inventariazione basate che sono compatibili con le presistenze e soprattutto danno la possibilità in domani, di essere riversate eh, in, un, in un software che eh, pensiamo sia utile in futuro e necessario per rendere consultabile anche eh, da remoto. E I campi, li leggete, sono unità, tipologia, denominazione, descrizione, estremi temporali, consistenza, luogo note. Qui è tutto molto sintetico apparentemente molto semplici. In realtà tutto questo richiede riflessione, richiede concentrazione, richiede ore, giorni, settimane, mesi di lavoro. E poi la conservazione dei documenti, Lara amava le buste di plastica, noi avevamo provato a dirgli che non vanno bene, quindi abbiamo ereditato 10.000 buste di plastica che per la conservazione sono la cosa peggiore che si possa immaginare, quindi pian piano stiamo dividendo i materiali, comprando materiali di conservazione adeguati, cartacei, grafici, manifesti, progetti, tutto quello che leggete, tipologie di contenitori diversi per carteggi, inviti, comunicati, ritagli, bozze, estratti. Non voglio farvi l'elenco, ma per farvi capire la complessità del lavoro, la complessità di, eh, di questo archivio. Fotografie bianco e nero e colore, locandine, periodici, manifesti, le piccole opere, gli opuscoli, i volumi. Allora il totale dei documenti trattati 24.253 che corrispondono a 3.105 record. Facendo questo tipo di lavoro, adesso possiamo fare una stima in proiezione, un calcolo aritmetico. Allora adesso possiamo stimare di avere 200.000. Unità dentro eh, questo archivio. Siamo appena sopra il 10%, ed è passato eh, un anno e mezzo dalla scomparsa, due anni dalla scomparsa di Lara. Materiali fotografici hanno bisogno di trattamenti diversi e, e quindi abbiamo indicato anche quelli. Poi c'è il lavoro bibliotecario, quindi quanti cataloghi. Siamo partiti dagli scritti di Lara, eh, quindi dalla pubblicazione dei suoi scritti, e da un settore specifico dell'archivio di Lara che riguarda la sua bibliografia. Eh, è stata aggiornata dalle mie colleghe, da Beatrice Moninelli e Viola Casaglieri, la bibliografia di Lara. Siamo arrivati a 508 titoli, vuol dire eh, testi saggi. E presentazioni scritte eh, dall'Ara. Dentro a questi ci stanno anche i volumi enciclopedici che contengono centinaia di schede, quindi a questi 508 dovremmo aggiungere le centinaia di schede. E la bibliografia è scaricabile sul uh, sito del, uh, del, del museo. Veniamo al progetto, ringrazio ancora Massimo Beccatini, questa è la foto che abbiamo scelto, è una foto di Lara che fotografa, in mostra ci anche alcuni degli strumenti di lavoro di Lara, la macchina da scrivere, il, le macchine fotografiche, la cinepresa, e aveva tutto, non le mancava niente, il lentino per la diapositiva, la lente di ingrandimento, il tagliacarte Olivetti, delle cose sfiziose anche. E una Lara riconoscibile però una Lara che eh, si immedesima con l'artista la, è questo che ha cercato di fare di eh, lavorare accanto agli artisti e questo è eh, velocemente: qui siamo veramente alla conclusione il progetto, devo dire ho stressato le mie colleghe la bibliotecaria l'archivista e anche eh, due collaboratrici, Mar Martina, eh, Le Marchis, che fa un tirocinio grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e, ehm, e poi una giovane restauratrice che è uscita dall'Opificio ci ha aiutato a, a sistemare e a revisionare le opere, perché arrivando da Casa Ilara, le condizioni non erano quelle proprio adatte all'esposizione museale comunque abbiamo seguendo lei seguendo la sua bibliografia il suo percorso individuato 12 sezioni tematiche 8 focus monografici manca un sacco di gente lo dico eh, tranquillamente manca eh, tantissime cose potremmo aggiungere nomi e, e, e cose qui abbiamo limiti di spazio limiti di tempo ci interessava far capire chi era Lara Vinca Masini. Siamo convinti che questo è il primo passo di un percorso che abbiamo iniziato. Ringrazio ancora tutti i relatori che hanno partecipato, sono intervenuti ieri, intervengono oggi perché ci aiutano ad entrare eh, dentro al mondo di Lara Vinca Masini, a restituirne eh, il, il valore o anche, come dicevo ieri, alcuni eh, episodi che possono essere considerati Fallimenti, il Museo Progressivo di Livorno ad un certo punto ha chiuso i battenti, cioè non è più andato avanti, ora eh, riapre le collezioni, rimangono nel patrimonio della città di Livorno. C'è cioè un nuovo allestimento museale, verrà fatta una presentazione con il neodirettore. La mostra la vedrete, eh, invito il nostro eh, prossimo relatore Luca Quattrocchi. Al tavolo, ora ve lo presento dicendo un'ultima cosa: eh, andando a vedere, eh, studiando, frequentando Lara Vinca Masini per dieci anni e eh, avendo in mano i materiali del suo archivio. Io un'idea me la sono fatta. Innanzitutto, che Lara Vinca Masini non può essere considerata una curatrice, non c'era la figura del curatore negli anni. O è... È nata in quegli anni lì, ma si diceva anche ieri: Lara è arrivata dopo, è arrivata da studiosa, ha curato anche progetti importanti, ha curato mostre, rassegne, ha firmato tante presentazioni in gallerie per artisti, designer, architetti. E alla base di tutto il nostro progetto, e dell'archivio biblioteca, ci sono i libri, ci sono gli studi, quindi c'è questo eh, corpus di sapere. E eh, ne ho messi eh, insieme alcuni, uno dei quali è eh, forse il primo, la prima grande impresa editoriale di Laravinca Masini, quella sull'Art Nouveau del 76, per Giunti Martello, preceduta da una rivista schema del 72 sullo sul stesso argomento, e poi, eh, successivamente varie edizioni e per questo abbiamo invitato. Un esperto della materia, il professor Luca Quattrocchi, professore ordinario di museografia e museologia, storia dell'arte contemporanea e dell'architettura presso il Dipartimento di Scienze Storiche e di Beni Culturali dell'Università di Siena, presso i campi di interesse e di ricerca, c'è cioè appunto l'architettura Art Nouveau in Europa, personalità e aree geografiche, quali Gaudi, di cui ha scritto anche Lara Vinca, il Liberty in Toscana, l'Art Nouveau. A, eh, tunesi e sul sito dell'università dell di Siena ovviamente c'è il suo curriculum completo quindi cedo a lei subito la parola per questo primo intervento grazie grazie il um, per mandare avanti è quello vero? Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie del, dell'invito che mi fa davvero molto piacere. Mi fa piacere perché è stato per me una, una sorta di esercizio di memoria attiva questo occuparmi di Lara Vinca Masine e dei suoi contributi sulla Nouveau perché mi riporta un po' agli anni della, della mia formazione. Gli anni della mia formazione, dove il, il libro famoso del 76 che citava adesso Stefano Pezzato. Era un punto di riferimento, ma come vedremo, è un punto di riferimento ancora oggi. Dunque, nell'introduzione nell alla ristampa Vallecchi del 78 di Stile 1905 di Giulia Veronesi, un'altra grande donna del Novecento, un po' dimenticata ahimè. me. Uh, Lara Vincamazini fornisce una chiave di lettura che trovo davvero illuminante del suo interesse per l'arte del passato, che come sappiamo non è, non è prioritario nella sua attività. Scrive in questa introduzione tra l'altro una caratteristica del fare critica della Veronesi, che anche personalmente mi interessa, è il fatto che essa per rimandi e meditazioni riporta tutto al presente all'esperienza che lei è attuale, rendendo questo suo testo un'appassionata testimonianza del suo essere dentro le cose, di non fare un'operazione critica distaccata, ma sempre direttamente implicata. Ecco, questa è una dichiarazione di, di poetica anche, anche personale della stessa Lara Vinca, nel senso che eh, questo atteggiamento, questa posizione programmatica di di critica militante eh, di, di, che, che incide nel contemporaneo è quello che adotta anche lei, ma che adotta, va detto, sempre con intelligenza e con, eh, e con giudizio, nel senso che eh, si è sempre avventurata con prudenza, diciamo, nel terreno scivoloso, indubbiamente rischioso, delle analogie per leggere e interpretare i fatti del, del passato perché il rischio è quello di travisarli leggendoli con gli occhi del presente, quindi non in una loro corretta eh, collocazione storica. Eh, nella ricchissima, abbiamo appena sentito, bibliografia masiniana, eh, i contributi sull'arte del passato sono in proporzione abbastanza, eh, non sono molti, e spesso di carattere occasionale o alimentare, si potrebbe dire. Eh, mi riferisco ai volumetti della Sadea Sansoni. Fanno eccezione in questi interessi, a volte un po', un po' disparati, invece, due momenti cui dedica attenzione in maniera sistematica e approfondita per almeno un ventennio: il simbolismo e l'art nouveau, giusto appunto. Che, peraltro, nella condivisibile visione di Laraminca Masini, in buona parte si, si sovrappongono. Due momenti che ricevono luce dalle esperienze contemporanee e al contempo le, le illuminano, in particolare l'art nouveau. Sul quale eh, Lara la Vinca ha insistito maggiormente perché è come dire, risonanza e radice di problematiche a lei contemporanee, che, che le stanno molto a cuore e di cui seguiva criticamente gli sviluppi: dall'arte che si riappropria della, della vita e intende modificarla allo spazio come luogo di trasformazione esistenziale, alla nascita del design, anche questo come strumento, come dire, di, di rivoluzione sociale in un certo senso. Il primo contributo, primo contributo in questo ambito è il volume del 69 su Gaudi, la cui attività, come giustamente eh, chiarisce fin da subito eh, Masini, attraversa e travalica la Nouveau, nel senso che non, non è racchiudibile soltanto nel, nel movimento dell'Art Nouveau. Uh, Mazini dimostra fin da subito in questo testo una aggiornata e articolata conoscenza del, del periodo storico e offre una, una lettura del, dell'opera del maestro catalano uh, storicamente ancorata, e questo sarà una costante di tutti i suoi contributi a carattere storico, diciamo, ed esente soprattutto dalle facili tentazioni di considerare Gaudì come un anticipatore di, di qualsiasi cosa, come è stato visto dalla pop art all'informale, al Dada eh, e oltre. Tutte interpretazioni che, che affronta nel suo testo per rigettarle, per rigettarle, in quanto sono considerate giustamente, questo condivido appieno, suggestive ipotesi, però ipotesi a posteriori prive di intenzionalità da parte dell'autore. Uh, sulla scorta della fondamentale monografia di Roberto Pane, che risale al 1964, e de molti studi spagnoli e soprattutto catalani, uh, Masini penetra a fondo il linguaggio di Gaudí, la sua, cito, rischiosa e affascinante ambiguità, la sua accesissima fantasia elementare, primaria, incontrollata e incontrollabile, così come individua con, con esattezza i riferimenti, i riferimenti storici dell'opera di Gaudí. E dove il riferimento zoomorfico di tipo preistorico è, è uno dei, dei principali, cui dedica pagine di grande suggestione e di grande pertinenza, e vi voglio leggere un, un brano anche per come dire, rendere giustizia alla prosa molto ricca eh, di, di Lara Vinca Masini. Appunto, parlando di Gaudisti, si può pensare a specie defunte di enormi mostri antidiluviani. Le cui carni si siano ridotte a spessi ammassi coriacei di pelli raggrinzite e mummificate, tutt'altro che tenere, a creste e a scaglie squamose di materiale corneo, luminoso e perlaceo, a montagne trasformate in draghi e ridotte in condizioni di vita apparente, a strutture ossee di dinosauri ipnotizzati, entro le cui vene petrigne ristagna un sangue nero, denso come piombo fuso è davvero l'immagine di, di Gaudì che si, si, si concretizza. In, in questa sua lettura però non sottovaluta, anzi dà il, il, il giusto rilievo, la, la serietà, la severità, il rigore eh, razionale dell'approccio di, di, di Gaudì all'architettura, un approccio matematico, tecnologico, strutturale, del tutto empirico e sperimentale, talvolta portato al parossismo, ma che comunque sottostà tutta l'opera di, di Gaudì e che rende il suo spazio in espansione, così come lo, lo definisce la Ravinca, come eh, lo rende comunicabile e comunicativo, secondo una denotazione di spazio intesa come rimando all'idea intera dello spazio e non soltanto alla sua tettonica, hm, al suo aspetto costruttivo. Semmai un limite che posso riscontrare nel, nel saggio del 1969 è che liquida in maniera un po' sbrigativa, a mio avviso, la fede di Gaudí come un fanatismo cattolico, scambiando un po' la sua religiosità, che era una religiosità profonda, ancestrale, popolare anche, come una ricerca di espressività, che secondo me non è, non è esattamente in questi termini. Però, diciamo, al di là di questo, <coughs> davvero, questi aspetti poco tolg tolgono a, a, a questo testo che ritengo il migliore tra tutti quelli dedicati dalla studiosa al periodo del, dell'Arnoux, anche considerando l'altezza cronologica, perché siamo appunto nel 1969. Dopo il testo su Gaudí, nel 1972 esce un numero doppio della rivista Schema interamente dedicato al, alla Nouveau. Si tratta in pratica di un repertorio di immagini, un repertorio di immagini con un breve eh, ma densissimo testo introduttivo che si intitola, come vedete, Avanguardia Reazione, che può essere davvero considerato come una sorta di compendio di anticipazione dei temi che saranno ampiamente sviluppati nella, nella monografia del 76 primo movimento rivoluzionario nel campo delle arti figurative in senso moderno così lo definisce la Ravinca Camasini eh, ampiamente nutrito di suggestioni letterarie musicali, eh, filosofiche eh, che saranno anche questa una costante della lettura di, di la Ravine Camasini del periodo dell'Art Nouveau anche questa assolutamente esatta la Nouveau pone per la prima volta, scrive, il problema del rapporto tra arte e società, sostituendolo a quello tra economia e società. Un'arte, appunto, che si propone di, di intervenire direttamente nella, nella sfera pubblica, nelle strutture sociali per modificarle, un'arte antiborghese e almeno nelle intenzioni proletaria, anche se poi, appunto, la, 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 la storia andrà diversamente. Però, dice Lara Vinca proclama il pezzo unico e qui appunto la reazione. E col eh, cito, col riabilitare il lavoro artigianale contro la meccanizzazione è appunto reazionario, il che anche qui non è tanto vero, perché basti vedere van de Velde, le vine verstette, piuttosto che la colonna di Darmstadt o il, il primo Verkbund. Difatti, la stessa Masini subito dopo dice che la scoperta più rischiosa e più attualizzata dell'Art Nouveau è l'aver posto le basi del concetto moderno di design come mezzo di integrazione sociale e quindi diciamo, si, si, si convivono in realtà questi due aspetti, quello che definisce reazione con questa anticipazione e, e in questo individua una delle molte ambiguità e contraddizioni che caratterizzano l'Art Nouveau nel suo, nel suo complesso Nell'Arnouveau l'arte cerca di, di colmare la frattura con la società mettendosi in gioco mh? cercando di entrare a forza quasi nel, nel quotidiano e a rischio di divenire strumento della, della società dei consumi, come in effetti avverrà. Come in effetti avverrà, al, al termine della breve parabola dell'Arnouveau, nella sua fase involutiva e, e decorativa, in cui si degrada a livello di gusto, a livello di moda e si consuma come, come una moda. Ma è un tentativo generoso, un tentativo fertile, un tentativo fondamentale per quello che, che verrà dopo. Per, ehm, ehm, per ehm, Lara Vincamasini il tema dello spazio è centrale nell'art nouveau. Uno spazio, così scrive continuamente, si e si nel gesto come atto di esistenza. Uno spazio asimmetrico, vitale, sorprendente, coinvolgente, e dove l'ornamento ha un ruolo fondamentale. Ecco, parlare di ornamento è sempre qualcosa di, di rischioso, perché è una lunga tradizione, ci cioè, ha abituato a diffidare del, dell'ornamento. Um, la Masini scrive: L'ornamento dell'Arnouveau è la forma simbolica nella quale è racchiuso il messaggio. E che tende ad impadronirsi dell'oggetto per trasformarlo nella sua essenza strutturale, nel suo vitalismo segreto, nel simbolo della sua funzione. Ecco, questa veramente lettura illuminante dell'ornamento come simbolo della sua funzione, che, però, non viene meno alla funzione stessa del, dell'oggetto. nell'esaminare le, 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 le interpretazioni di, di Laramica Masini. Si capisce che ha letto, ha studiato e ha compreso molto bene gli scritti di Van de Velde, a cui forse si attiene eh, un po' troppo in alcuni, in alcuni punti. Eh, questo anche perché all'epoca, siamo appunto nel 76, nel 72, era ancora poco nota e poco studiata a livello almeno internazionale la, la linea viennese, la secessione della linea viennese. Il cui successo clamoroso a livello internazionale si avrà negli anni Ottanta, mentre fino a quella data i contributi, diciamo più approfonditi, erano principalmente in lingua tedesca e austriaci. Uh, difatti, Vienna, nel, in questo numero monografico, è pochissimo, è pochissimo presente. Qui vedete alcune pagine. È praticamente presente soltanto in due pagine, due pagine sulle 55 complessive, quindi che è davvero, davvero poco. Uh, nel suo breve testo introduttivo insiste molto sul, sull'importanza della linea, giustamente del, del dinamismo, del ritmo, della simmetria. Scrive: Nell'immagine-movimento di cui la linea serpentinata è il simbolo, si concretizza anche l'idea di spazio dell'art nouveau, che per la prima volta si pone come spazio esistenziale. Ecco una definizione molto bella, che appunto ho scelto anche per il titolo del, del mio intervento, quello della roba come spazio esistenziale. Grazie, sì, così non mi viene il torcicollo. Uh, chiude il, il, chiude il, il fascicolo, questo volumetto, un aspetto. Piuttosto curioso, e interessante, che però ci dà l'idea di, di cosa volesse dire per la Ravinca Vasini un approccio multidisciplinare al quale lei ha sempre molto tenuto. Perché ci sono alcune, eh, le pagine finali sono delle testimonianze sull'art Nouveau, ma che lei non chiede soltanto a degli storici dell'arte, perché eh, queste testimonianze sono di Piero Berengo Gardin, fotografo, Rossana Bossaglia naturalmente. Italo Cremona, Massimo Mila, il musicologo, Bruno Munari, Pierre Stagny, Leonardo Sinisgalli, Sebastiano Vassalli. Quindi vedete, si, si abbraccia dalla, dalla filosofia al design, alla, alla letteratura. E sono davvero delle, delle, delle risposte anche molto curiose, soprattutto considerando che siamo in un momento in cui la Nouveau, Liberty in Italia, non era poi ancora riconosciuto pienamente. L'anno successivo, nel 1973, collabora assieme ad una schiera di, di autori di primissimo piano ad un numero di eh, questa rivista di, di altissima divulgazione, direi che si chiamava Ulisse, dove va l'arte. Ecco, non so se riuscite a leggere i nomi: uh, Restani, Argan, Lavinca Masini. Menna, Marisa Volpi Orlandini, Marchiori, Crispolti, Tomassoni, Dorfles, Del Guercio, Eugenio Battisti, Barilli, Arbasino. Ecco, quindi, in questo volume eh, collettaneo eh, il suo contributo è dedicato a simbolismo Nabi Arnouveau che in parte riprende i temi presentati nella rivista Schema che abbiamo appena visto, ma introduce una lettura comparata che sarà poi ulteriormente sviluppata negli anni successivi, vale a dire il parallelismo che stabilisce la Ravinca Masini tra Manierismo e Arnouveau e, considerato l'attuale rinnovato interesse per i due momenti storici, quindi l'art nouveau e il manierismo, con il periodo contemporaneo. Ecco, questa triangolazione tra manierismo art nouveau e epoca attuale. Come, come articola il suo ragionamento? Eh, dice la Bianca Masini che con la crisi di trasformazione della cultura nel Cinquecento, dal pensiero scolastico e dogmatico alla metodologia sperimentale, il lavoro umano è, è scisso dai fini di trascendenza e l'artista si rifugia nell'inconscio, nel mito anticlassico, nell'estenuazione della forma, nello stravagante, nel magico, nel, nell'involuto. All'ideale del bello si sostituisce l'ideale sociale dell'eleganza, associata a tutti gli atti della vita. In maniera, in maniera analoga, ma in maniera anche più aspra, alla fine dell'Ottocento, con la montante industrializzazione, L'Art Nouveau pone per la prima volta il problema del rapporto appunto, tra arte e società, eh, inseguendo lo spazio estetico totale, l'opera eh, d'arte totale. Eh, e nel secondo dopoguerra, eh, l'intellettuale e l'artista, esclusi dal mondo della produzione, hanno tentato di reinserirsi nel mondo della produzione proponendo l'arte come modello di comportamento o come modello alternativo. Un'arte inquieta e problematica che fugge anche nel, nel, nella direzione dell'utopia, nella poetica della non arte e della non architettura. Scrive eh, Laravinca Masinino: L'avvicinamento dei tre momenti si riporta soprattutto al tentativo di presa diretta dell'arte sulla realtà, all'impostazione del problema estetico in termini di spazialità totale. Ecco, anche qui eh, un assunto a mio avviso in parte discutibile, eh, non sono così, così convinto, soprattutto nel parallelismo con l'epoca attuale, nel senso che Manierismo e Arnovo indubbiamente eh, condividono nel loro impulso originario almeno la reazione ad una situazione di crisi generalizzata, um, ma poi anche gli esiti mi sembrano abbastanza diversi. Nell'ottobre del 1974 si tiene a salso maggiore terme eh, un importante convegno internazionale eh, appunto sulla situazione degli studi sul Liberty, curata da, da tre studiosi del, del periodo, innanzitutto la, la, la grande madre del Liberty italiano, Rossana Bossaglia, Carlo Cresti e Vittorio Sani. Gli atti pubblicati nel 1976 anticipano di pochi mesi l'uscita della monografia eh sull'Arnouveau che vedremo subito dopo. L'intervento di Lara Vincamasini ha un titolo che è già una un'intenzione un, un, un programmatica perché ecco, nel variare di tensione della linea Arnouveau una costante nello svolgimento dell'arte fino alla sua s-definizione. Ecco questo è il testo dell'intervento ehm, della, della Masini, ehm, che eh, appunto eh, è una ripresa dei testi precedenti e in parte, appunto, anticipa la monografia che uscirà di lì a qualche mese. Anche qui grande spazio all'accostamento di manierismo a nuove e esperienze attuali, fino appunto alla definizione della linea con il, il rovesciamento delle, delle impostazioni, vale a dire non più vita come arte, ma arte come vita. O, meglio, arte come idea, eh, riferendosi alla hand art, alla body art piuttosto che all'arte comportamentale. Al 74, ehm, risaliva, siamo tornati leggermente indietro, una entusiastica recensione di Ravinca Masini su NAC, che abbiamo citato prima, dell'Italia Liberty di Bossaglia-Bairati-Rosci dedicato all'arredamento delle arti applicate. Nella sua recensione scrive che mancava ancora uno studio sistematico, svolto in maniera organica, strutturale, sul piano della antropologia sociologica sul Liberty italiano, citando ovviamente il precedente del Libro della Bossaglia del 68 e alla mostra della Permanente di Milano del 72-73 sul Liberty. Ed è in pratica ciò che ha in preparazione la, la stessa Masini, e, e, che ha appunto questo, questo obiettivo, ma su scala internazionale, quindi non riferendosi soltanto al, al, al Liberty Nostrano. E appunto prende corpo nel celebre volume del 1976 monumentale volume per giunti martello, oltre 400 pagine, che affronta il fenomeno in maniera globale delle arti in tutte le sue manifestazioni internazionali, dall'architettura alle arti decorative, dalla grafica alle arti figurative. È un'operazione ambiziosa, indubbiamente, che all'epoca in Italia non c'era e che a livello internazionale aveva soltanto due illustri precedenti. Verrà dire il pionieristico Sources of Arnoux di Stefan di Madsen, che risaliva neanche meno che al 56, e il bellissimo Arno Jugendstil di eh, Robert Schmutzler del 1962, quindi anche questo abbastanza lontano. Uh, va detto che il volume di eh, Lara Vinca Masini, qui vedete una delle moltissime edizioni successive, questa è quella a cui sono più affezionato perché è quella su cui ho studiato. Il volume della Ravine Camasini non comporta ricerche originali, questo va detto, quindi non è paragonabile ai contributi, agli studi fondamentali di, di, di Rossana Bossaglia, di Mila Levi Pistoi, di Leonora Bairati, di Marco Rosci, per non citare gli studiosi della, della prima ondata, ma è rigorosamente documentato e solidamente ancorato al periodo storico, All'interno del quale traccia dei, dei, dei convincenti, delle convincenti corrispondenze con la musica, con il teatro, la letteratura, la poesia, la danza, eh, la filosofia. Come afferma nell'avvertenza iniziale, la Ravinca con questo libro ci siamo proposti per la prima volta in Italia una rilettura globale del fenomeno art nouveau, che nelle, sue, nelle sue manifestazioni internazionali, per offrire un parametro di lettura critica che consenta di superare i limiti di un'ottica settoriale indotta spesso a perdere di vista l'equilibrio dei rapporti nel pur necessario tentativo di colmare lacune a lungo perpetuate nella vasta letteratura internazionale. E sottolinea giustamente l'impegno ad ampliare il discorso sull'art nouveau alle arti figurative, cosa che non era affatto così scontata, ad esempio Chiusi-Mazzen le escludeva assolutamente, mentre invece giustamente rientrano nel, nel clima generale. I primi tre capitoli sono dedicati alla fortuna critica, eh, con confronti e paralleli con altre epoche, ai precedenti dell'Art Nouveau e alle caratteristiche principali del, del linguaggio. Quanto al primo aspetto, ehm, ripropone: eh, qui vedete le, tutte le varie, questo è il frontespizio con tutte le varie denominazioni nei vari paesi. Quanto al primo aspetto ripropone il parallelismo con il manierismo e le esperienze contemporanee fino alla definizione dell'arte, oggi, eh, secondo l'autrice, è ancora più chiaro questo aspetto, dopo che il picco di interesse per, per l'art nouveau appare superato. Appunto, siamo nel 76. Così come considera un revival intellettualistico e puramente stilistico il fenomeno del neoliberty che di realtà il, di Liberty aveva ben poco, uh, che Lara Vincabessina ha sempre guardato con sospetto, se non con avversione. Uh, effettivamente, se per l'art nouveau, queste sono sue parole, si ha un rapporto con l'oggetto artistico, non come immagine, ma come valore di segno, nel neoliberty si potrebbe dire che accade esattamente il contrario, nel senso che è una, una ripresa dell'immagine più che del, del segno. E quindi il Neoliberty viene, viene affrontato, come vedete proprio nelle pagine iniziali, ma appunto viene considerato non un'eredità un eh, del, del, del della nouveau. Eh, nel suo mh, testo tende a ridimensionare l'influenza del giapponismo e dell'arte orientale, su cui invece puntava molto Schmutzler, ad esempio, a favore di una genealogia radicata nella storia dell'arte principalmente europea. Con una lettura a mio avviso talvolta un po' formalistica, nel senso delle, delle assonanze, chiaramente si, si ritrovano sempre, ovunque, verrebbe da dire. Lo spazio dell'arrovo, scrive l'Aravind Camasini, non si dà come esistente, ma si crea continuamente dall'esterno, dal ritmo della linea avvolgente nell'atto del, del farsi. E dice ancora: non è uno spazio esplosivo come quello del barocco, ma implosivo. Anche qui non sono tanto, tanto convinto, nel senso che lo spazio Art Nouveau è uno spazio, eh, a mio avviso, centrifugo, aperto verso l'esterno, in cui le pareti sono, sono viste come delle superfici osmotiche. Basti vedere Orta, lo stesso Van de Velde, Gaudí, Primo Wright, per alcuni versi anche Macintosh. E le analogie con il barocco sono, sono, sono molte altre, sono molteplici. Tant'è che giusto dieci anni dopo la pubblicazione del volume di Laravinca Vinca Masini, io assieme a Paolo Portoghese abbiamo pubblicato proprio un libro su Barocco e Arnoux. Eh, D'altronde, la stessa Masini, in più occasioni, cita Borromini e Guarini. Quindi, eh, come dire, a, a volte il ragionamento la, la porta proprio a, a trovare delle assonanze eh, con il 6-700. L'ultimo capitolo del, del libro, Ascendenza e proiezioni, si propone di cogliere i momenti in cui l'Art l'Arnouveau e il suo ornamento, portatori di un ideale come esperienza totale, si siano insinuati e abbiano inquinato, questo è un termine che usa spesso in senso positivo, abbiano abbia alterato i fatti successivi. A Guizzi e a ritmo alterno la sua incidenza si è fatta sentire fino a tempi recentissimi. Gli esempi prodotti sono, sono molti, alcuni condivisibili, soprattutto quelli più vicini all'Art nouveau, altri un po' azzardati, quando si parla di Stijl, di surrealismo, di espressionismo astratto o di action painting. Come dire, se il discorso riferito al contemporaneo appariva, a mio avviso, poco convincente a livello concettuale, mi appare ancora meno convincente se basato su delle assonanze puramente formali come, come in questo accostamento di, di immagini. Ma la parte più importante del volume, il, il corpo centrale più consistente, è una trattazione dello sviluppo dell'intero periodo dell'Arnouveau secondo una suddivisione geografica e con un apparato iconografico ricchissimo, straordinario, per nulla scontato. Infatti per questo sono curiosissimo di vedere l'archivio relativamente proprio al, ai materiali utilizzati per questo volume. Ed è diviso appunto geograficamente a partire giustamente dall'Inghilterra per poi proseguire con la Francia, il Belgio, la Spagna, la Scozia, l'Olanda, la Germania, l'Austria, la Svizzera, i paesi scandinavi e la Danimarca, l'Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, la Russia e gli Stati Uniti. Ecco anche dei nomi ormai Cecoslovacchia e, e, e Jugoslavia. Uh, riguardo all'Austria, corregge eh, senz'altro dal punto di vista dell'apparato iconografico la sottovalutazione del, della secessione presente negli scritti precedenti, meno va detto da quello, dal punto di vista del significato e dell'eredità che la secessione ha lasciato in tutte le sue implicazioni metodologiche, concettuali, formali, che è appunto il, il laboratorio dell'Apocalisse, come è stato definito da, da Karl Kraus ha lasciato appunto alle a generazioni successive. E infine l'Italia, l'Italia che era rimasta esclusa praticamente dalle grandi trattazioni complessive. Basti pensare che nel libro di Judy Matzen citato prima, l'Italia era presente soltanto con la foto di una orribile seggiola floreale e in quello di Schmoesre non era presente affatto, quindi non era minimamente considerato. Che vuol dire questo inserimento del liberty? Però vuol dire, come dire ribaltare un, un, uno sguardo critico, no minimamente per, per la Ravin Camasini, perché nel trattare le esperienze nazionali, dimostra una capacità sicura di inserire il fenomeno italiano in un contesto internazionale ma senza errori di prospettiva. Quindi indicandone i limiti, i ritardi. Anche quelle che sono ovviamente le personalità e le realizzazioni all'altezza del, del miglior arnovo europeo, però comunque è, è un fenomeno provinciale rispetto a quello che, che accade a livello internazionale. E mi avvio alla conclusione. Eh, il dossier della serie Ardossier dei Raggiunti, pubblicato nell'89, è sostanzialmente un'estrema sintesi del volume, il quale volume, ma anche il dossier. È continuamente ristampato ancora oggi, ormai da quasi mezzo secolo, eh, perché era il 76, il che, che dimostra una, una longevità che, che ne conferma la validità sostanziale, in pratica. Il contributo di Lara Vinca Masina alla diffusione e alla corretta lettura del fenomeno dell'Art Nouveau, pur con i limiti eh, evidenziati, eh, è stato fondamentale. Illuminante e centrale nei suoi scritti è il ruolo della linea mh, nella definizione di quello spazio esistenziale. Una linea strutturante che in effetti denota e diversifica e, e, e appunto identifica le molteplici declinazioni dell'Arnoveau nella sua rapida parabola. E all'esaurirsi dell'Arnoveau, come scrive Lara Camasini, la linea strutturale non si risolverà più in simbolo tornerà ad essere struttura reale ma struttura aperta e questo anche grazie all'arroboscopio stesso grazie dell'attenzione ringrazio Luca Quattrocchi sentite allora grazie Luca Quattrocchi devo ehm, informarvi che Marco Bazzini per un contrattempo non uh, ci raggiunge questa mattina per cui l'altro intervento che avevamo previsto insieme a voi, quello dedicato al design all'arte gioiello, lo recupereremo speriamo per uh, un uh, appuntamento futuro eh, facciamo una pausa di eh, un paio d'ore per mangiare e avete una finestra di un'ora dalle 14 alle 15 per eh, visitare eh, la mostra. Ci ritroviamo qui alle 15, eh, modererà la sessione pomeridiana Flavio Fergonzi eh, della Normale di Pisa, con cui abbiamo una eh, convenzione, una relazione da alcuni anni e avremo un programma molto denso 6 eh, eh, interventi che eh, esamineranno le collaborazioni di Lara Vincamasini con gli architetti e i rapporti di Lara Vincamasini con artisti interdisciplinari e sono primi casi studio che affrontiamo insieme dall'archivio Biblioteca di Lara Vincamasini. Eh, a più tardi, grazie. Per quanto riguarda materiale iconografico lo dobbiamo individuare perché ci sono 10.000 diapositive. Eh, certo. La carovana che speriamo di presentarvi presto. E questo pomeriggio abbiamo, come vi anticipavo, previsto due gruppi di interventi, sono tre e tre. La prima parte riguarderà l'architettura che la Ravinche Masini ha dichiarato essere uno degli interessi critici principali o almeno fin, fin dagli esordi uno dei suoi preferiti e eh, la seconda parte invece è una relazione privilegiata con alcuni artisti, ne abbiamo scelti tre a campione e ne potevamo evidentemente scegliere altri. Aspettiamo, il tecnico c'è, sul monitor potete vedere le immagini per cui se usate dovrebbe funzionare tutto. E do la parola a Fergonzi ringraziandolo ancora di essere Venuto di corsa da Pisa per essere con oh, noi. Lo accendiamo. si sente, allora sì, è stata un po' una, una corsa, ma è stato un gran piacere. La collaborazione tra me, eh, l'istituzione che rappresento e il centro Pecci è una cosa, ma, per me e per la scuola normale, molto arricchente ed anche trovare persone così gradevoli come il direttore e come Stefano in questa, ehm, in questa collaborazione. Allora, ehm, il, il tema del, degli interventi di oggi pomeriggio è il tema che conclude queste due giornate ed è uno dei temi cruciali, forse, forse, il tema cruciale. Eh, perché per una generazione di quali dell'architettura, dei rapporti tra l'area Cavanzini e l'architettura, perché per una generazione di interpreti, di lettori, di giudici, di attori del mondo delle arti visive che doveva liberarsi dalla categoria anteguerra e francamente un po' opprimente che era quella del lirico, un aggettivo che se si schedano la letteratura eh, Critica d'arte italiana degli anni 30 e agli anni 50 è uno degli oggettivi più spesi ed era l'assist crociano alla scienza della pura visibilità. Il tema in agenda per chi voleva liberarsi di questa categoria era quella di combattere contro l'assoluto del quadro, e questa è una battaglia per alcuni perduta in partenza, per altri da sostenere con grande coraggio. L'assoluto del quadro, quella dimostrazione di superficie in cui si riversava in una tela, in un supporto di, di altro genere, eh, il senso dello spazio, il senso della realtà, il tempo interiore dell'artista, la capacità di allegorizzare la critica d'arte longhiana, ma anche quella di generazione venturiana, aveva trovato nel quadro, nel quadro il culmine nella lettura che si poteva dare della pittura. Liberarsi da quella categoria per dichiarare il divorzio tra il rappresentativo e il visivo, magari calcando l'acceleratore sull'assoluto del visivo e quindi sulle regole assolute slegate dalla rappresentazione, è stata la, sono stati gli interessi architettonici per la generazione di Lara Vinca Masini, per la generazione di chi si era formato con maestri attenti all'architettura, il caso di Carlo Ludovico Arganti o con maestri disattenti all'architettura, il caso di Lionello Venturi, che però aveva avuto degli allievi come Giulio Carlo Argan e poi a sua volta gli allievi di Argan che avevano trovato nel Linguaggio puro, assoluto, platonico dell'architettura, un modo per dialogare con le istanze della, del contemporaneo. L'architettura è stata dunque la salvezza, ed è, sarà bello oggi vederlo in una prospettiva, eh, diciamo, fiorentino-centrica, di dialogo con le arti, di dialogo con gli architetti. Devo anche dire che nella lettura che ho fatto in questi giorni, per non arrivare così disattrezzato, alla, a questa giornata di questo pomeriggio, insomma, di studi, la bella raccolta degli scritti scelti 61 2019 di Alessandra Cocelli e Angelica Stepkin, della Lara Vincamasini, eh, gli scritti di architettura sono quelli più aderenti alla eh, verità delle cose, alla verità degli oggetti, un occhio speciale tarato sul linguaggio della, profondo dell'architettura, la lettura della Chiesa sull'autostrada di Michelucci è esemplare dal punto di vista proprio dell'adesione ai linguaggi. Una generazione che con i linguaggi stava, come dire, litigando, mm -hmm. trovava nel linguaggio, con architet nel linguaggio architettonico una, con, proprio una sfida di quelle molto eh, molto importanti. Allora è bene fare qualche affondo in questa, in questa direzione. Eh, il primo affondo è un affondo legato proprio alla, alla storia degli architetti moderni del, del secondo Novecento. Lo fa Andrea Leardi, architetto, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole dove lavora dal 1988, ha svolto attività didattiche presso le facoltà di architettura di Ferrara e di Firenze e dal 2006 al 2011 è stato presidente di AAA Italia, l'Associazione Nazionale di Archivi di Architettura Contemporanea. L'oggetto della sua relazione, l'oggetto della sua comunicazione è una... Eh, una sintesi, un proprio una ragione sintesi. Da, partendo appunto dagli scritti di Lara Vincamasini, da Michelucci, a e Savioli e gli do la parola. Grazie, naturalmente grazie dell'invito e mi fa molto piacere anche aver a queste due giorni, oltre al lungo lavoro che Centro Pecci, Stefano pensato in particolare e tanti altri amici in questi anni hanno messo in movimento, devo dire che forse la cosa più interessante del lavoro del lavoro di, 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 di Lara, che eh, finalmente è uscito, è esposto sta cominciando ad esporsi usando l'espressione di stamattina. Ehm, un compito gravoso perché sono tre figure con cui Lara ha avuto, come dire, ha costruito forse gran parte del suo linguaggio architettonico per certi versi. Voglio solo ricordare. Eh, che l'incontro eh, in questo caso è con la, questa generazione del dopoguerra, quelli che eh, abbiamo anche chiamato gli architetti della nuova città, che giravano attorno a Michelucci, quindi eh, insieme a Michelucci, Ricci e Savioli, eh, sono stati gli anni di grandi frequentazioni con Edoardo Detti, Giuseppe Giorgio Gori, eh, ma poi anche le generazioni successive, penso a Marco Dessi Bardeschi, con cui sessantacinque, sessantasette anzi il forgorante lavoro di Marco credo l'abbia coinvolta in questa prima triennale itinerante dell'architettura italiana che deve essere stata un'avventura straordinaria su cui vorrei approfondire quando sarà, ci sarà un momento migliore e poi il passaggio con, con l'ulteriore generazione eh, i radicals diciamo che eh, sono come dire, stati accompagnati attraverso proprio gli insegna insegnamenti di Ricci e Savioli verso questa loro importante esperienza eh, che poi in particolare alcuni di loro affronteranno nell'incredibile esperienza di umanesimo e disumanesimo di cui si è parlato ieri. Eh, fino poi ha un interesse naturalmente stretto sull'architettura, eh, fino a ricordare le ultime esperienze che, che Lara ha avuto con Comassimiano Fuxas, eh, lo ricordava in un precedente incontro eh, Pino Brugellis, eh, proprio dentro questo ciclo che giustamente con grande interesse il PEC e la rete dei musei hanno pensato di fare sui territori esterni, ma se ne è già parlato ed è mh, questa era una sensibilità sicuramente molto, molto importante. Eh, una considerazione e alcune parole di, di Lara ci aiutano in questo senso. Ci eh, dice che la scuola fiorentina nei primi anni Sessanta si era svegliata bene, usa questa espressione, rispetto alla difficoltà dell'arte contemporanea nell'essere riconosciuta da Firenze soprattutto. Eh, dice: L'architettura era più organizzata rispetto al resto e sempre amata, pur non avendo mai. Fatto lei differenze fra architettura e arte, ancora tra le cosiddette arti applicate, anch'esse senza un, un confine. Una cosa interessante, però, che eh, proprio ieri ricordava Nicoletti, è che forse eh, guardando la sua bibliografia. Ehm, che è stata messa in ordine da Pecci, ricordo eh, tra il 58 e il 63 sono circa almeno una quarantina di pubblicazioni che sono state censite, oltre ai mille altri scritti che aveva scritto, prevalentemente legate all'arte. Già nel 1963 esce su abitare con un primo suo articolo, ma in realtà ehm, ieri Nicoletti ci diceva che Lara sull'architettura sull costrui, costruisce il suo lessico critico militante. Credo forse questa sia un'espressione un che abbiamo sentito molto in, questi, in queste due giornate. E, e forse lì eh, ha come dire, cominciato a rielaborare eh, un, un, un lessico appunto che poi dall'architettura. Non dico passerà all'arte, ma sarà un, un continuum con questo approccio che comunque aveva, diciamo, orizzontale rispetto a, a tutte le arti. Ma entro un po' più nel merito. Ecco, una cosa volevo ricordare. Eh, Ringrazio anche ancora una volta il Pesci per, per questo lavoro di riordino che è stato fatto. Eh, Prima di tutto, di averci già fornito un primo vaglio di materiali, e ringrazio, e ringrazio il, il Stefano Pezzato, eh, l'archivista, il bibliotecario, eccetera, per questo primo lavoro. Ma voglio anche ricordare con affetto anche eh, loro lo dicevo in questi giorni eh, eh, anche eh, questo importante approccio del fare archivio e, e voglio ricordare le parole di Elisabetta in sabato che è stata una cara amica di molti di noi che ricordava come la devozione dell'archivista eh, è a disposizione della lussuria del ricercatore e in questo caso eh, per tutti noi ricercatori, eh, è un grande privilegio poter, poter eh, accedere in maniera ordinata. Innanzitutto, questo è il progetto, il grande progetto che hanno in corso, eh, che è in corso qui, eh, per, per poter eh, dare soddisfazione alle nostre lussurie di lettura, in questo senso. Ma veniamo a Michelucci. E ecco, quei materiali che avete visto era solo per darvi un'idea dei tantissimi materiali che ci sono: carteggi, tantissime fotografie, c'è cioè una sterminata quantità di fotografie non solo su Michelucci, ma soprattutto su Savioli, ma poi lo dirò eh, su Ricci, perché comunque la, la fotografia mi è stato ricordato, è stato uno dei grandi strumenti eh, di, di Lara, oltre a un'infinità di appunti e anche, come dire, aggiornati nel tempo. Mh, C'erano alcune biografie di Michelucci ehm, molto... Lontane nel tempo, ma continuamente aggiornate fino a un numero di Domus 1990, eh, in cui mh, con, eh, in un'intervista a Mario Lupano racconta la famosa favola del, dell'angelo. E quindi questi appunti erano continuamente aggiornati. Ma ecco, non sono novità per chi ha seguito questi giorni della grande eh, capacità, come dire, di essere un, un centro di documentazione, come qualcuno ha detto stamattina, o forse nella pausa caffè, perché forse era lei il centro di documentazione. Toscana di riferimento, questo sicuramente. Cerco di entrare brevemente, per quel che mi sarà possibile, su questi tre mondi che ha su cui si è misurata. Cerco di usare le sue parole il più possibile. Dice da parte mia: um, da parte mia, oltre alla conoscenza di molti artisti, incontrai in redazione, e qui il. L'inizio del rapporto con gli architetti, eh, in redazione di Selle Arte, gli architetti fiorentini. Prima di tutto Michelucci. Eh, io ero alle prime armi e Michelucci mi voleva molto bene. Eh, qui ero molto affezionata e che in quel momento stava realizzando la chiesa dell'autostrada. Mi ricordo che gli presentai, qui cominciano le connessioni: Guido Gambone, il grande ceramista, che poi gli realizzò gran parte del pavimento ingresso della chiesa, della chiesa stessa. Michelucci mi veniva a prendere in redazione, mi portava a casa dalla moglie Luisa. E solo dopo molti anni ho saputo essere stata una delle più note eh, pittrici fiore, eh, pistoiesi e che ho studiato in seguito. Ecco, nelle loro comunicazioni c'è molto di questo rapporto fra l'attività professionale specifica, poi lo vedremo, e anche invece quella più personale. Infatti, ho pensato che forse un titolo più appropriato poteva essere eh, Parole pubbliche, parole private, perché l'archivio eh, questo ci ha messo in mano a noi lussuriosi ricercatori, diciamo che eh, magari nel Rapporto privato, eh, nel rapporto personale, ehm, si attestava sulle cose di cui ci piaceva chiacchierare naturalmente. E I suoi libri raccontavano, raccontavano naturalmente quello che era l'essenza del suo lavoro. Ma molte parole private mh, ci aiutano, o almeno mi hanno aiutato a inquadrare eh, ulteriormente anche eh, un, un, un profilo della sua figura. E qui cominciamo c'è una nota in cui, eh, dandole Michele Luci nel 63, dice: Carissima amica, descrivo quel che ho costruito da quando sono nato. Segue l'elenco sommario, e poi chiude con un invito a Faidello insieme a Matilde Giorgini, di, di Quadrante, con cui era molto amiche probabilmente si sono conosciuti insieme con Michelucci per parlare dei concetti eseguiti nella progettazione dei vari edifici la cosa interessante poi è la fine che dice eh, loro potrebbero venire dalla mattina alla sera in un, mondo, in un giorno non festivo passeggeremo così qualche ora insieme in mezzo ai boschi molti cari saluti Michelucci e mi piaceva sottolineare questa ricerca anche di un rapporto personale come certamente aveva eh, con gli artisti, questa necessità di avere anche eh, dei, dei momenti privati in questo senso. Ehm. Entrando nel linguaggio più specifico, eh, mi piace citare questa parte di una relazione legata poco prima dell'apertura della Chiesa dell'Autostrada, della, della, dell della dell per un articolo o probabilmente per una necessità che Michelucci gli aveva chiesto. E scrive, e qui siamo nel, nel linguaggio tecnico, non sembra elaborato, raffinato questo edificio, la Chiesa dell'Autostrada. E magari un tantino lo è. Erano interessanti anche questi incisi. Ma l'importanza che va riconosciuta a Michelucci si stabilisce nell'essersi prefisso l'annessione di una conformazione strutturale con il modularsi di un continuum spaziale, nell'aver predisposto un contrappunto volumetrico entro un'orchestrazione di brividi gestuali. Infatti qui non si dà luogo ad equivalenze rampicanti, piuttosto ci si trova a fronte ad un processo di rielaborazione personale di diverse indicazioni operative, dal razionale strutturalistico all'irrazionale informale, dall'immaginare dall eh, plastico alla disciplina architettonica, dal fare artigianale alla sapienza culturale. Eh, uomo complesso. Alla ricerca di unità forse impossibili, e proprio per i rischi che affronta a viso aperto e per la somma di cultura che cerca di sublimare, tanto più degno di essere proposto fra i maggiori, magari estravaganti, che si possa negare, non che si possa negare in lui una propensione verso quell'architettura che si usa a definire fantastica, rappresentanti di una soluzione stilistica essenziale. Ecco, mh, trovo, trovo interessante ecco, uh, un'applicazione specifica della su, delle sue competenze che venivano naturalmente dalla. Ormai una lunga esperienza innanzitutto di scrittura. Um, ricordavo prima che sono almeno 40 volumi o 40 testi sull'arte sull prima del 63, nella bibliografia e sicuramente tanti altri scritti. Mi piace anche, e lo vedete da questa immagine, Uh, questa, anche, ma in questa sua scrittura, che, che, che si trova in tante altre, altre, eh, in tante altre situazioni, io credo, questi appunti faziosi sulla chiesa dell'autostrada, che dice purtroppo l'editore me l'ha cassiato perché non eh, trovandolo inappropriato, però faceva parte ecco, di, un, di, un, di, un, di una ricerca di un linguaggio anche più informale per certi versi. Ma è interessante. Eh, quanto scritto, e eh, qui torno sul tema della ricerca del linguaggio, dice: Non tenterò una critica oggettiva e imparziale alla chiesa di Michelucci. Vorrei piuttosto chiarire quegli aspetti che la, che la collocano nel contesto di uno sviluppo innovatore della cultura architettonica attuale. Mi preme dimostrare come queste tendenze innovatrici esigono una lettura radicalmente diversa da quella tradizionale. E si connettono alla trasformazione della struttura urbana. Anche ieri è stato affrontato in molte occasioni il tema del, il tema del, del, del linguaggio, della, del trovare parole nuove e sensi nuovi nel, 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 suo, nel suo raccontare. Ma vado avanti. Uh, e qui ritorniamo anche sul personale per certi versi. Uh, Michelucci, mh, questa è una lettera del giorno dopo l'inaugurazione dell della mostra di Baden-Baden uh, nel 63, poco prima dell'apertura, ma a cui, a, cui, a cui era stata dedicata uh, una mostra. Uh, ancora una volta dice: No, scusate, questo Ripasso dopo, ecco. Eh, no, Michelucci, dopo, dopo di lei dice: dopo aver tentato più volte di cercare a Firenze, dice: Ho ricevuto il tuo telegramma, tu sei di una gentilezza squisita. L'aiuto che mi hai dato in questa circostanza non è valutabile, tanto è stato prezioso. Tu e Matilde, Giorgini, dovrò mettervi in effige a capo del mio tavolo di lavoro per potervi rivolgere molti sguardi di riconoscenza ogni giorno. Dice poi come la conferenza di Baden-Baden è andata benissimo, promettendo di portare il bellissimo catalogo, che peraltro chiederò al, al, al centro Pecce, perché noi non abbiamo questo catalogo di Baden-Baden, e -Baden, ci piacerebbe averne qualche copia, eh, o una copia, o in, in ogni caso poterlo consultare. E probabilmente il supporto di questo testo che vi leggevo prima era proprio per la preparazione di questa conferenza. Successivamente... In questo tema del come dire, questa acquisita fiducia, io credo che Michelucci a un certo punto ha, ha dato pienamente a, a, a Lara, e siamo sempre nel 63. Voglio anche ricordare che c'era una differenza di età di 32 anni, quindi, come dire, ehm, anche questo è un elemento biografico molto significativo nel capire anche questo rapporto, eh, come dicevo, anche, anche eh, sentimentale per certi versi fra di loro. Passava anche attraverso questa, attraverso questa, mh, questa differenza. D'età eh, sicuramente importante, ma le affida un, un compito importante. Ehm, la manda alla società Autostrade e all'ingegnere capo del seno Dice di comunica che Lara, a nome di Michelucci e di un ampio comitato di altissime personalità fiorentine, c'era un elenco lunghissimo comitato scientifico, andrà a Roma a chiedere aiuto e sostegno economico alla sistemazione di una scultura presso il nodo di Firenze Nord, indicando che alla comunque giovanissima ancora Lara sarà lei a scegliere gli artisti, gli artisti tra cui Moore, Arp e Calder. Un'espressione un, un di fiducia molto significativa, più avanti in un altro contesto fa scegliere a lei. Le foto di Barsotti eh, sulla chiesa di San Marino che dovranno essere esposte al MoMA. Eh, prendi le foto, scegli le tu, ecco, è, è totale la fiducia che, che il nostro Michelucci aveva, aveva, aveva in, in, in questa persona. Eh, molti ulteriori passaggi ci sono sui materiali. Non, ricordo, non cito neanche, ma da documenti e molti materiali che aveva sulla casa abitata, eh, scritti suoi, scritti di Michelucci, un grande scambio di, di molti, di molti, dei molti materiali che avete qui al Pecci che abbiamo eh, numerato, sono tantissimi. Ehm. Eh, tra l'altro c'è qualche altra nota mh, che, che colpisce in questo rapporto. In un certo punto, in un'altra nota nel, nel 68, Michelucci dice: Io mi sto riprendendo dall'esaurimento nervoso che mi aveva ridotto uno straccio, non ci vuole ancora tempo per dirmi guarito. Tanti affettuosi saluti da me e da Loisa, ricordaci la tua mamma. Ecco. Eh, mi ha molto colpito questo rapporto davvero sentimentale fra, fra queste due persone. Poi c'è questa nota del 69 che trovo ancora che in parte qui è pubblicata, e, e, e una persona piena di parole, come certamente era, era Lara. Le dice, gli dice eh, professore caro, mi dispiace di non essere mai capace di esprimere a voce quello che provo. C'è in tutto quello che lei fa una forza e un coraggio di parlare di architettura, se così si può dire, quasi fosse per lei veramente una lingua o un dialetto del tutto riscoperto o reinventato. Qui poi parla della Chiesa. Nessuno oggi sa dire queste cose come lei con chiarezza, con semplicità, con l'orgoglio della verità. Mi scuso se uso un linguaggio inutile e non riesco a dire quello che vorrei. Le sono molto grata per essere così com'è e per il coraggio che sa dare agli altri. La prego di salutare tanto la signora, spero di vedervi presto. A lei la mia devozione più sincera e tutto il mio affetto. Michelucci gli risponde poco dopo, Lara ti abbraccio, ti voglio molto bene. E per quello che mi hai scritto sulla Chiesa di San Marino, mi hai dato una nuova fiducia il, il 79enne allora Giovanni Michelucci. Eh, mi hai dato una nuova fiducia, ti abbraccio ancora. Poi seguono foto e altre cose. Ecco, eh, questo doppio registro che solo attraverso l'archivio ci ha permesso di. di eh di cogliere questi aspetti più, più, più ampi del, del passaggio fra il pubblico e il privato sono le grandi opportunità che c'è nel poter studiare eh, attraverso i materiali d'archivio e anche noi lo vediamo anche per quel che riguarda Michelucci in altre con altri rapporti che sono un pezzo importante che strutturano anche amicizie che aiutano anche poi a comprendere e ad affrontare andare in profondità eh, nell'interpretazione del lavoro voglio cerco di passare velocemente a Savioli Um, un, un, un lapidario in savioli, una raffinata e limpida formatività lucida e innovativa scrive in un, in, un, in un brevissimo testo, eh, parlando poi anche di Ricci, che poi ne citerò nella stessa nel stesso contesto. Eh, con, 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 con Savioli c'è un lunghissimo rapporto che naturalmente eh, comincia e anche sempre insieme alla, alla moglie Flora, eh, più tardi si parlerà dei gioielli e sicuramente si parlerà di Flora, non mi attardo su questo, eh, però... Ecco già anche l'opportunità innanzitutto della pubblicazione del 66 su Leonardo Savioli, non a caso eh, fatta col centro proposte, se ne è parlato stamattina e non torno anche su che cosa voleva dire fare esperienza in questo senso dal punto di vista editoriale. Ah, dal punto di vista editoriale. Eh, ehm, ehm, eh, ecco, ehm, alcune parole di, di Lara su, 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 su Leonardo Savioli. E purtroppo le riprendo da, da alcune cose scritte nell'82 alla morte di Savioli. Sono qui. Ecco, queste immagini sono in generale, sono alcune immagini che ho preso dalle iniziative che abbiamo fatto per il Centenario, perché ci aiutano a raccontare in molti mondi di Savioli, li volevo tenere come sfondo. Dice, per gli architetti in fondo era un grafico. Per gli artisti un architetto. Non si capiva o non si voleva capire che queste due apparentemente diverse linee di attività erano per Savioli la stessa cosa, indissolubili l'una all'altra, indispensabili l'una all'altra. Mi sembra che delle due anime di Savioli era fondamentale proprio il suo dubbio continuo, la sua incertezza di risolvere le cose. Questa cultura del dubbio è tipicamente diciamo, della scuola del eh, Micheluciana, per certi versi: la sua incertezza di risolvere le cose in maniera definitiva. Egli, infatti, non credeva per principio alle definizioni, aveva sempre bisogno di provare, di dubitare, di ritentare, di cercare. E questa era forse anche la caratteristica di tutta la cultura architettonica italiana. La sua forza eh, consisteva nella sua contraddittorietà, nel suo costante rifiuto del conformismo professionale, che gli permetteva di porsi con delicata ma delineata fermezza e senza inutili forzati esibizionismi. Al culmine, c'è cioè questa strana metafora, al culmine di una sorta, diciamo, di tronco di cono rovesciato che costituiva, in un momento particolare, quello del 68, l'indice culturale fiorentino, aperto in modo sensibile e reattivo, a confluenza di cultura artistica internazionale. Qui, eh, qui poi eh, parla del meccanismo psicologico e concettuale che, esprime, che spingeva Leonardo Savioli a registrare, usa questa espressione, nel disegno e nel suo rapporto col mondo, con la natura, la necessità di studiare e dissezionare l'essere umano, prendendo come unità di misura l'uomo e il suo gesto, ma anche. Ne diviene perno organizzativo autonomo, che in, che in quella trasfonde la sua sensibilità e le sue passioni, le dimensioni del suo vivere. Questi sono tratti da atti lo scritti: sono, tornando a prima, parole pubbliche, naturalmente. E quindi anche la, la, la ricercatezza e, e il, la sintassi eh, faceva parte di diciamo, questo suo aspetto professionale. Mi sembra di poter concludere questa straordinaria dichiarazione di fede della vita e della sua eternità. E, scusate. Eh, e questa è una delle di Leonardo Savioli, lascia non solo a Flora, e qui forse un riferimento mi piace farlo usando le sue parole. Eh, lei a sua volta cita Savioli che dice: Ma la cosa più bella che ho fatto è il rapporto con, tra me e Flora, ha scritto, aggiungendo: Il mio fare si arricchì subito, la circolazione fra me e lei si fece più intensa in una carica esistenziale e femminile, si comunicò. Così, non solo con l'amore, con le parole, ma anche con le testimonianze concrete, e comuni e, e differenti. E non solo dunque, diceva Lara, egli lascia questa eredità a flora, ma a tutti noi e soprattutto ai giovani che sono sicura troveranno nel suo lavoro stimoli de della cui autenticità e altezza devono ancora. Eh, credo eh, rendersi conto. Eh, ecco, questo fa parte diciamo, di, di un testo eh, scritto per la, per la sua morte. Eh, C'è poi questa presenza di Flora naturalmente e su questo eh, penso anche ai rapporti che comunque eh, Lara aveva anche con tutto un, un mondo femminile naturalmente. Ehm, non tanto per questioni di genere, ma credo di affinità sicuramente, per cui se con Flora e eh, eh, così, più, anzi, più tardi ho cioè una piccola citazione: anche la stessa cosa, la riferiva eh, questa grande affinità di sguardi, diciamo, ad Angela Ricci, eh, eh, penso poi naturalmente a. Eh, penso poi naturalmente, a parte la stessa signora Eloisa, che comunque si affrequentava con amore per tanti versi, eh, rimanendo solo le persone che, 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 eh, che, che citavamo oggi, eh, ma poi ecco un confronto con anche il rapporto fra Ettore Sozzas e Nanda, eh, e quindi del dolore di queste donne, soprattutto Angela. Cinque minuti, benissimo. Ecco, eh, c'era una piccola nota interessante qui ho, che ho voluto riportare, eh, che è un, um, un, un fax di, di Bruno Zevi che scrive, dovendo scrivere di, di Savioli, eh, di un'iniziativa che lo a fare comunque a. A Flora e a, e a Lara, perché comunque sia eh, era talmente forte il loro legame ed era anche talmente forte il loro lavoro che stavano comunque facendo, facendo su Savioli, eh, che comunque le tiene insieme, le considera figure, eh, le due figure di riferimento, insieme poi voglio dire sicuramente a Sandro Poli per altri versi, ma comunque sia erano anche il segno di una grande amicizia fra di loro. I miei ultimi cinque minuti. E. Uh, Leonardo Ricci, ecco, con Leonardo Ricci devo dire eh, in, in archivio non ho trovato lettere, come anche, come anche per Savioli per certi versi, ma credo solo perché si trattasse certamente di una frequentazione molto, molto stretta. Ecco, quindi avevano meno necessità di iscriversi e soprattutto probabilmente delle, delle frequentazioni quotidiane. E quindi trovo alcune parti, come dire. In cui lei ha dovuto uh, scrivere pubblicamente torno a questo tema, una creatura, eh, diceva, nella ricerca di Ricci, una creatività esplosiva, fortemente volta ad un nuovo rivoluzionario. Ho sempre visto in Leonardo Ricci una sorta di Lord Byron italiano, la cui poesia urlata. Eh, era rappresentata eh, dalla sua architettura. Qui ho raccolto alcune immagini solo di, di riferimento. È interessante poi il rapporto legato a, come dire, alla, alla, alla militanza, per certi versi, di, di Ricci. Dice: Era la contestazione giovanile che non poteva lasciare indifferente Ricci e che sollecitava la forza del suo pensiero e la sua volontà, anche come tema di discussioni accese, alle quali talvolta ero presente anch'io. Eh, magari quando assistevo, seduta con lui e i suoi ragazzi, sulle scale di Santo Spirito, di sera tardi. Ricordo anche che una volta a casa mia, eh, quando avevo riccia colazione, arrivò proprio Bacciardi, suo assistente allora. E si accese tra loro una conversazione sempre più vivace, che peraltro finì per vederci tutti e tre tranquilli a tavola. Ecco questo, questa modalità anche, come dire, di, di sviluppare il dibattito, e, e attraverso dei rapporti personali molto, molto stretti, eh, esattamente credo come per i rapporti con gli artisti era una delle connotazioni più forti della maniera di, di, di lavorare. Eh, mi. Mh, Ecco, ehm, come anche con Savioli, l'esperienza didattica è stata anche raccolta in un, in un libro. Eh, uno dei progetti editoriali che ho avuto il piacere e la fortuna di, di, poter, di poter collaborare con Lara nell'ultimo anno è stato questa, questo uh, libro perduto e ritrovato che racconta l'esperienza didattica di Savioli del, del 67 eh, presso la facoltà d'architettura. Eh, mi chiedo a volte se, come dire, fa parte anche questo, di quella linea del modello, perché, comunque, sia la didattica, forse questo, eh, questo eh, invitava a fare. E, 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 e Lara partecipa a questa esperienza eh, anche qui ce lo siamo chiesti come mai, perché, al di là dell'affinità o altro, perché comunque sia c'era una partecipazione eh, alle attività anche didattiche da parte eh, non, solo, non solo naturalmente degli studenti. Eh, però ecco, questo è un, un tipo di rapporto che eh, ha permesso di eh, penetrare in maniera ancora più significativa eh, dentro anche la, 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 la personalità delle figure eh, con cui eh, andava poi, come dire, eh, raccontando. Mm, su questo libro racconta la sua partecipazione, Appunto a queste lezioni in laboratorio attraverso delle grosse didascalie che si chiamavano note critiche e i suoi strumenti provenienti dall'arte alla sperimentazione didattica. Eh, si, si spostavano dall'arte alla sperimentazione didattica degli allievi e dei collaboratori eh, strumenti che me necessariamente richiedono nuove dotazioni e parametri in questo senso questa necessità di rinnovare comunque lo ricordavo anche prima eh, non solo in termini militanti ma poi anche come dire in termini più eh, lo stesso dizionario a cui si faceva riferimento ieri credo fosse aiutasse anche questo a comprendere questa necessità di di, 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 di riordinare ecco anche le, le modalità di, di costruire la critica. Eh, la, vi, la lettura visiva di un modello architettonico deve svolgersi secondo parametri diversi. Quasi finito. Zero. Voglio solo citare alcune maniere, eh, alcune, alcune eh, espressioni che lei usava in questo, in questo libro. Eh, parla di eh, naturalmente macrostrutture, libere agilità logistizzate, opere aperte, astratto concrete, elementi mobili, scorrevoli, polivalenza, aggregazioni, ambiguità linguistiche, processi di interrelazione dinamici, eh, oggetto forma, eh, modello immagine scatti fra il naturale artificiale e il supernaturale. Ecco, queste sono alcune delle espressioni che accompagnano queste sue note critiche alla lettura, alla sua lettura di, di, di queste elaborazioni, di queste elaborazioni eh, sviluppate con, con, con Docente Ricci eh, presso la facoltà di architettura. Ecco, poi mi fermo qui sul piano personale. Eh, Racconta come anche raccontava in privato il rapporto tra Ricci e, e, e Angela, lo ricordavo anche prima, eh, e, e, e però raccontava anche di come eh, questo rapporto, eh, questo bellissimo romanzo che fu seguito con grande interesse e partecipazione dell'ambiente architettonico fiorentino, cominciare da Michelucci, c'erano tutti gli ingredienti, la fuga della coppia, il matrimonio, divennero una storia a lieto fine che coinvolse l'intero gruppo, fino a poi quando il sogno del matrimonio perfetto, perfetto eh, finiva. E, e su, tutto questo, però, questo intanto è un testo scritto, un testo, un dato scritto, quindi un testo che poi sarebbe diventato pubblico, ma mi piaceva che comunque diceva... Eh, con, continua in una bella famiglia con figli eccetera eccetera eh, dopo qualche tempo seguirà anche la conquista di una bella casa componente di questa dimensione personale diventata un modello di innovazione e cultura architettonica vi fermo qui ora grazie grazie um. Ieri abbiamo ascoltato, io l'ho ascoltata dal treno in streaming, venendo da Firenze a Milano, la relazione di Vittoria Martini sulla vicenda complicata della Biennale di Venezia del 1976 e poi quella soprattutto del 1978. L'unica, va detto, è di tutte le ormai 60-59 edizioni della Biennale di Venezia è entrata... Democraticamente nell'immaginario collettivo dei non specialisti, con il memorabile episodio delle vacanze intelligenti con Alberto Sordi e Anna Longhi. Eh, la Ravinca Basini è stata in quell'edizione della Biennale responsabile della mostra di architettura. Eh, con un titolo che ricorderà lei in catalogo con un po' di polemiche. Insomma, sono andato a ritrovarmi. Non si dovevano fare cinque. Parole cinque nuclei tematici: eh, epistemologia della natura, mimesi, antropologia e memoria. I due che sono sopravvissuti per questioni di tempi e poi di organizzazione interna della biennale sono due termini oggi meravigliosamente obsoleti: eh, topologia e morfogenesi. Ehm, Insomma, mi piacerebbe, mi piace che a questo punto ci sia una, una focalizzazione su quel, su quel momento. Eh, Beatrice Lampariello, architetto, si è dottorata all'Ecole Polytechnique Fédérale di Lausanne ed è professoressa di storia dell'architettura dell'Université Catholique de Louvain a Bruxelles. A lei do la parola per questo intervento sul territorio impossibile. Della Biennale di Venezia 1978. Grazie. Mi metto in piedi, Oso, e ringrazio gli organizzatori del Centro Pecci per l'invito. È per me un grande onore e un piacere essere con voi oggi. E, e vi parlerò in particolar modo della partecipazione dei cosiddetti architetti radicali alla Biennale di Venezia organizzata da Masini. E quella che Masini mette in scena in occasione dell'organizzazione italiana uh, della 38 Biennale di Venezia è una vera e propria mossa del cavallo che declina il tema generale della mostra, dalla natura all'arte, dall'arte alla natura, verso il supposto, l'antinatura. La stessa Masini definisce la sua posizione dichiaratamente critico-contestativa, allineandosi alla strategia del rifiuto messa in scena da artisti e architetti contemporanei. L'obiettivo, secondo le sue parole, è quello di denunciare crisi e precarietà degli equilibri naturali sulla scorta delle manifestazioni e delle pubblicazioni diffuse sin dalla fine degli anni Sessanta a denuncia dello sfruttamento dei beni naturali. Come a dimostrare ormai che qualsiasi manipolazione dell'essere umano non possa che essere considerata come un'opera che trasfigura e talvolta distrugge la natura. È la figura della scimmia, secondo la rappresentazione di Robert Flood, a diventare, nella visione di Masini, la personificazione dell'arte. Essere vivente, sorto dalla vergine nuda della natura, da essa differenziato, ma da essa sempre incatenato, che si è modificato ricomprendendo nelle sue azioni le più recenti mh, manipolazioni comportamentistiche e performative e anche l'architettura e che ha trasformato con aggressività, secondo le parole di Masini, l'ideale paradiso terrestre in un paesaggio urbanizzato diffuso alla scala del territorio, fatto di segnaletiche, simboli di comunicazione di massa, edifici, strade e piazze. Nella scelta di Masini di ricomprendere l'architettura nella Biennale d'arte è da riconoscere il suo interesse per il progetto, sia esso alla scala dell'oggetto, dell'edificio e della città, secondo una visione che tenta disperatamente di superare le tradizionali delimitazioni disciplinari e anche qualsiasi forma di ideale e irraggiungibile sintesi delle arti, per proporre invece una nuova interrelazione delle discipline. Allo stesso tempo, la scelta di Masini di integrare l'architettura nella Biennale d'arte rappresenta anche la causa principale di contrasto con gli altri due curatori della sezione italiana, come abbiamo visto ieri, Enrico Crispolti e Luigi Carluccio, al punto da provocare la sua ripartizione in tre temi diversi, ciascuno curato da ciascun critico. Masini non può fare a meno dell'architettura, perché nella sua visione essa rappresenta l'antinatura per eccellenza. Al punto da dedicarle per intero il catalogo della mostra, inserirsi nella direzione, come abbiamo visto ieri, già indicata da Vittorio Gregotti nel 1976, e che sarà destinata a istituzionalizzarsi, con le dovute differenze, nella, eh, con l'inaugurazione della Biennale di Architettura nel 1980. Lontana da qualsiasi ricostruzione storica, come invece quella proposta da Chris Polti, che declina il tema della metropoli e della megastruttura in chiave utopica dal futurismo sino agli anni 60, Mastrini, rest M M M M Mastrini restringe il campo e si concentra solo sulla contemporaneità e su due tendenze, quelle che denomina di topologia e morfogenesi, eh, nate dalla crisi del modello urbano novecentesco. Dalla constatazione della natura antinaturale del territorio e anche dalla constatazione della condizione alienante di vita degli esseri umani, la topologia rifiuta qualsiasi intervento concreto sulla realtà e si volge verso la rappresentazione di territori impossibili, secondo la denominazione usata da Masini. Mentre la morfogenesi... Eh, cerca di superare questo rifiuto attraverso una rifondazione dei principi e degli obiettivi dell'architettura e attraverso, in maniera più specifica, l'ideazione di una nuova forma di territorio prodotta da strutture sorte da riflessioni su organicità, storia, materiali e caratteristiche entropiche. In entrambi vi fanno parte gruppi eterogenei di partecipanti secondo una selezione ampliata dalla direzione della biennale, secondo, rispetto a quella indicata da Masini. E quindi all'interno della topologia sono ricompresi i cosiddetti radicali, su cui si concentrerà il mio intervento di oggi, e figure ad essi rilegate. Ettore Sossas Junior e Franco Raggi, tra gli altri. Mentre nella morfogenesi gli architetti interessati alla fenomenologia della forma tra di loro Paolo Portoghesi e Aldo Loris Rossi in entrambe quello che Masini sembra suggerire è il superamento dei dibattiti che avevano attraversato tutti gli anni 60 sul concetto di territorio e la sua erosione in chiave urbana per una sua rifondazione in chiave naturalistica contro entrambe Masini Scaglia una terza tendenza che non è dichiarata né nel titolo del catalogo né nel titolo della mostra e che pure vi fa parte integrante, ed è quella del cosiddetto neorazionalismo, afferente tra gli altri ad Aldo Rossi e Giorgio Grassi. Si vengono quindi a confrontare, nella stessa occasione istituzionale, le due fazioni opposte dell'architettura italiana degli anni 60 e 70 radicali e neurazionalismo a cinque anni di distanza dalla prima occasione istituzionale che aveva visto questa opposizione la quindicesima Triennale di, di, di Milano nella sezione di architettura internazionale curata da Rossi e in quella di industrial uh, design curata da Ettore Sossas Junior e si potrebbe persino rileggere tutta la sezione di architettura curata da Masini alla luce di quell'opposizione interpretando la topologia e la morfogenesi qua alternative operanti alla tipologia e alla morfologia del neorazionalismo. In questo senso è interessante anche ricordare che nelle idee originaria di Masini avrebbero dovuto far parte della topologia soltanto su Pestudio e Archizum, ovvero coloro che dopo un primo periodo in cui si erano dichiarati molto interessati alle posizioni neoluministe e neopositiviste di Rossi, secondo una citazione di Archizum si dichiarano ormai figli traditi dal razionalismo esaltato di Rossi, secondo una citazione di Archizum. Eppure, negli stessi anni, sia gli architetti radicali, sia quelli del neorazionalismo, stanno procedendo verso un'analoga revisione critica dell'architettura, sebbene supportata da riferimenti diversi e orientata a obiettivi diversi, revisione critica sorta da una nuova relazione tra natura e antinatura. Proprio negli stessi anni, Rossi definisce la città e l'architettura nei termini di un paesaggio equivalente in cui la natura cresce dentro e attorno ai monumenti e nel 1968 in maniera più specifica immagina Venezia come un paesaggio costituito soltanto da superfici verdi e acqua e monumenti, 1968 rossi, poi raffigurati in questo disegno inedito del 1983, 1971 uno dei gruppi della topologia, i 999, immaginano Venezia con i canali completamente coperti di prato verde su cui le architetture si stagliano come strutture isolate giganti, secondo una citazione dei 999. Il tema della Biennale di Venezia, l'Antinatura, determina la scelta della sede della sezione di architettura. Uno dei magazzini del sale presso le Zattere. Luogo emblematico di trasformazione della natura, il sale in antinatura, prodotto di scambio da proteggere all'interno di un edificio per mantenerne il suo valore di scambio, infine lasciato libero di riappropriarsi dello spazio e quindi di impregnare le pareti, il pavimento e il soffitto del magazzino del sale. Eppure la forza evocatrice del luogo, che diventerà anche lo spunto per la concezione di alcuni allestimenti dei radicali, viene completamente trasfigurata e nascosta dall'allestimento della mostra, nella forma di una struttura temporanea, fatta di tubi innocenti neri e tavolati lignei, a costituire un bosco artificiale di tre livelli. In questa bambola e nella bambola sono accolti oggetti e installazioni site specific dei radicali, mentre i disegni e fotografie del neurazionalismo e della morfogenesi sono accolti lungo le pareti a costituire i bordi inclinati del bosco artificiale. Altre opere prendono una forma di performance, che fuoriescono dai limiti dell'edificio per conquistare la città, secondo quella linea teorica che abbiamo ascoltato già ieri, indicata da Masini nel 1967, quando aveva esortato gli artisti a uscire al di fuori degli edifici per conquistare il tessuto urbano affinché, cito Masini, la loro azione incidesse più profondamente nella vita, investisse lo spazio dell'uomo che si identifica appunto con quello della città. Che siano oggetti, installazioni o performance, i radicali della topologia riflettono tutti sulla relazione tra natura e antinatura nel territorio, procedendo verso quell'assunto concettuale dichiarato fin dall'inizio degli anni 70. Il fine ultimo dell'architettura moderna... Sarà la distruzione dell'architettura stessa. Si legge nel titolo di un articolo di Andrea Branzi, conservato presso l'Archivio Pecci di Masini, ovvero, se si volessero usare le parole di Masini, il fine ultimo dell'antinatura è la distruzione dell'antinatura per la liberazione della natura. Mentre alcuni architetti radicali trovano ancora dei luoghi che non possono comunque più essere considerati incontaminati né vergini, perché ormai conquistati dal progresso dell'umanità, ma comunque dotati di un minor grado di compromissione, altri architetti radicali della topologia non potranno far altro che denunciare la natura antinaturale del territorio. E quindi la Biennale di Venezia, invece di essere considerata come il momento finale dell'opera dei radicali, alcuni di loro infatti cessano di lavorare in gruppo poco dopo la Biennale, tra di loro Superstudio e UFO, dovrebbe piuttosto essere considerata come il momento culminante della loro opera, quando infine tutte le riflessioni condotte tra gli anni 60 e 70 sui fenomeni urbani in atto e il loro rifiuto arriva a coinvolgere anche la natura. In questo senso la Biennale di Venezia diventa il contraltare italiano dell'epica mostra Italy the New Domestic Landscape del 1972 che declina quel domestic landscape nei termini di un natural territory che non esiste più, impossibile secondo le parole usate da Masini nei suoi appunti conservati presso l'archivio Pecci. Sempre a riprova di una relazione tra la biennale e Italy New Domestic Landscape, è anche importante sottolineare che alcuni degli allestimenti dei radicali prendono la forma di microambienti del tutto analoghi a quelli della mostra americana. Nelle mani di Superstudio l'antinatura viene narrata attraverso una parabola, costruita attraverso una sequenza eh, logica di storie che ricomprendono l'allestimento della moglie di Lot e la coscienza di Zeno. Il sale del magazzino diventa lo spunto per il gruppo per la concezione di opere che non vogliono tanto rappresentare la caducità dell'architettura quanto la sua vera essenza. E quindi una piramide, un anfiteatro, una cattedrale, il palazzo di Versailles e il padiglione dell'Esprit Nouveau di Le Corbusier sono ridotti a modelli in sale, realizzati da frassinelli nel forno della propria casa, lentamente disciolti dall'azione continua e progressiva dell'acqua incanalata in un tubo di fleboclisi che ne distrugge la forma e la funzione, lasciandone intatto il vero e ultimo contenuto capace di resistere al tempo, quello simbolico. Quindi, un profilo metallico a costituire una uh, figura della piramide che persiste nonostante la perdita della massa muraria della piramide, degli alloggi in ceramica, esemplificativi di quelli realizzati durante il Medioevo, che avevano trasformato il monumento in un quartiere urbano, un uovo, emblema della fede cattolica, come quello raffigurato nella pala di Piero della Francesca, un croissant come simbolo del reame di Versailles ed infine una targa metallica con incisa la scritta L'unica architettura sarà la nostra vita, come emblematica prodo della macchina Abité di Le Corbusier. In questa nuova storia dell'architettura, la scelta di superstudio del tubo di Fleboclisi, voluta appositamente da Natalini, è fondamentale per comprendere l'obiettivo della parabola di superstudio che vuole essere curativa di svelare e dimostrare alla contemporaneità la vera essenza dei monumenti, quale rappresentazione del potere. E pietrificazione del suo controllo, sia esso politico, religioso ed economico. Il sale, quindi, dei modelli non può essere soltanto riletto alla luce delle suggestioni figurative prodotte sul gruppo durante una visita presso il magazzino del sale, ma è invece da intendere quale transustantazione eretica, quindi trasformazione di materiale dei monumenti, calce, cemento, pietra e laterizio, in sale. Il suo scioglimento è la rappresentazione della distruzione dell'architettura in nome di quell'eliminazione delle strutture formali del potere, cui Superstudio insieme ad Archizum aveva deciso di dedicare tre numeri monografici della rivista in argomenti e immagini di design. Il suo scioglimento sta a rappresentare la distruzione lenta e progressiva dell'immagine della città storica, antiambiente, antinaturale, che si oppone alla natura, secondo una definizione del gruppo organismo naturale che ha fatto da sfonda la costruzione della civiltà umana e dei suoi ripari sicuri la città è ormai vista da Superstudio come un Moloch che si è impossessato degli esseri viventi che ne ha condizionato l'esistenza che ne ha eh, tenuto prigioniere il pensiero cullando gli esseri viventi in un sonno perenne che prende la forma di un sepolcro nell'attesa di un risveglio salvifico quella appunto messa in scena da Superstudio con l'allestimento alla Biennale del resto non è forse proprio nell'origine della città stessa quella che il gruppo scopre nella Bibbia che è contenuta la natura della città di Moloch? Nella Bibbia la città è fondata da Caino, traditore e assassino, e non è sempre nella Bibbia che si scopre il destino della città. Per sua natura antinaturale, che deve essere punita quindi da un evento catastrofico, che declina i timori della catastrofe atomica degli anni 60 e 70 in un evento climatico eccezionale, la pioggia di fuoco che distrugge Sodoma e Gomorra. Il destino di coloro che si volgono con una nostalgia verso la città è quello che è scoperto nella moglie di Lot, altra transustanzazione dei monumenti antichi in state due sale. La salvezza è invece riconosciuta nei territori, alternativi, non avanti, nei territori alternativi della campagna toscana, laddove sorgono modelli di vita dagli istinti ancora primordiali e delle relazioni non alienate. Carbonai, agricoltori, artigiani rappresentano l'uomo nuovo di superstudio, quello zeno, privo di condizionamenti della società contemporanea, ma dotato di conoscenze ed esperienza che gli permette di produrre e creare oggetti ed edifici privi delle, delle sovrastrutture del potere, approdando al miraggio di una creazione anonima e spontanea. Alla luce quindi della coscienza di Zeno possono anche essere riletti gli alloggi in ceramica e la targa metallica della moglie di Lotte, quali indicazioni precise di superstudio per la contemporaneità, per una riappropriazione del territorio con mezzi minimi, per una creazione anonima e spontanea. È questa la direzione perseguita anche da un altro architetto radicale all'interno della stessa Biennale di Venezia, Remo Buti, che decide di organizzare ed installare una tavolata di piatti con disegni di architetti una serigrafia applicata sul recipiente in materiale refrattario per la costruzione non più di edifici ma di situazioni di vita immersa nella più totale oscurità che cancella qualsiasi traccia dell'architettura secondo la definizione vitruviana di Firmitas, Venustas e Utilitas l'allestimento di buti allude alla possibilità di una rifondazione dell'antinatura su basi comportamentali Nessun essere umano abita il territorio messo in scena da Andrea Branzi, concretizzazione di un pensiero che combina la scala dell'oggetto e la scala della città in un'unica visione che costituisce i presupposti concettuali per la fondazione durante gli anni 90 di un nuovo progetto di occupazione del paesaggio. Il microambiente prende la forma di un contenitore a pianta quadrata di 4 metri per 4 con un armadio inquadrato da due lampade Sanremo prodotte da Archism alla fine degli anni 60 e preceduto da un tappetino con una pianta grassa. Le quattro pareti del contenitore sono completamente rivestite di lastre di specchio ad eccezione di un settore rivestito invece di specchio polarizzato per permettere ai visitatori di guardare attraverso secondo una soluzione già utilizzata da Superstudio nella mostra Italy the New Domestic Landscape. All'apparenza stanza domestica, grazie agli infiniti riflessi, il microambiente intende rappresentare un territorio urbanizzato e artificiale che eleva l'armadio ad una cabina protoarchitettonica, le lampade a palme elettrificate e il tappetino a piazza. Invece di un territorio fatto di natura o al massimo di architettura, Branzi allude ad un territorio fatto di un infinito spazio interno, interno urbanistico è il suo titolo. È un gazebo, privo di delimitazioni, abitato da oggetti ambigui per la narrazione di un racconto allegorico sull'essenza della città, non più luogo, ma condizione di pura quantità, che si è impossessata del territorio sotto forma di una griglia omogenea e continua che ha trasformato le X e i punti del diagramma abitativo omogiano di Archizum in cabine eh, protoarchitettoniche e palme elettrificate in un passaggio cruciale dal non figurativo degli Archizum al figurativo di Branzi. Non esistono più. Tessuti urbani, né architetture nel microambiente di branzi, ma soltanto un territorio antinaturale e artificiale, mentre la casa diventa un armadio abitato. La capsula e l'abitacolo, tanto ammirate dagli architetti e studenti della fine degli anni sessanta, diventa un luogo di stoccaggio di persone e oggetti disperso su un territorio anche anti antinaturale e artificiale, passaggio cruciale da un progetto urbano, la non-stop city, ad un progetto di natura tecnologica agronica che Branzi produrrà durante gli anni 90. Il disvelamento della natura antinaturale del territorio messa in scena da Branzi con il suo microambiente prende la forma, nelle mani di UFO, di una performance che punta a disvelare la natura dei canali di Venezia quali uh, strade, della barca, delle barche di Venezia, quali macchine, e dell'acqua quale corrente di energia. Caricati su una barca a motore uh, lungo il Canal Grande, i membri del gruppo trasportano una fotografia ingigantita della casa Anas. Un oggetto che era diventato per il gruppo una sorta di feticcio scoperto alla fine degli anni Sessanta, perché altamente rappresentativo della casa tipicamente italiana, di cui ne replica anche i colori della bandiera, eppure sempre chiuso e dal contenuto enigmatico al punto di essere catalogato dal gruppo come una postazione del potere nel territorio, un'altra struttura quindi del potere del tutto analogo ai monumenti antichi che ha reso quel territorio un paesaggio antinaturale. Trasportata quindi lungo il Canal Grande, la casa Manas diventa un monito mobile dell'antinatura, quale tool del potere, del tutto analogo quindi ai monumenti antichi. E l'obiettivo di UFO diventa anch'esso disvelativo come quello del uh, tubo di Pleboclisi di uh, Superstudio la fotografia di Anas si della casa Anas si sovrappone quindi alle diverse facciate la performance diventa, eh, trasforma la barca in un'arca per la conservazione della casa Anas e per la costruzione di un immaginario identitario che si riconosce nel rifiuto del territorio quale avamposto del potere mentre la performance diventa una precessione eretica che trasforma le manifestazioni sessantottine che avevano fatto da sfondo la fondazione del gruppo UFO in un evento collaterale alla Festa del Redentore organizzata qualche giorno dopo la performance di UFO. Nella trasfigurazione della realtà a cui Ufo sottopone ogni eh, progetto del gruppo, la casa Anas viene personificata da tre donne, mentre Lapo Binazzi, membro del gruppo, munito di panama e completo chiaro, si eleva Ernest Hemingway, che decreta la morte a Venezia, ovvero il superamento e persino il passatismo, volendo usare le parole del manifesto futurista, dei linguaggi europei rispetto all'avvento dei linguaggi nordamericani nel fuoriuscire dalle mura del magazzino del sale la performance di UFO si rilega ad un'altra azione mh, accolta all'interno della biennale curata da mh, eh, Masini ovvero lo striscione tirato da un aereo di Maurizio Nannucci arrivando al miraggio di quelle interrelazioni delle discipline tanto agognato da Masini sin dagli anni 60 e quindi l'image du ciel di Maurizio Nannucci si rilega all'image du ciel della barca arca di Fa testimonianza di un territorio sia esso terrestre o anche aereo, ormai completamente occupato e conquistato dagli esseri umani e quindi impossibile da essere considerato come luogo di rifugio ideale per la civiltà contemporanea. Non esiste nessuno scampo neanche per Paolo Galli, dei 999, se non quello di proteggersi all'interno di un antro oscuro per sfuggire dalle forze micidiali e atroci, secondo una citazione di Galli, del progresso contemporaneo, che dopo aver trasformato la natura in antinatura, stanno procedendo contro gli esseri umani verso un inquinamento che viene definito da Galli mentale. E quindi, dopo aver dichiarato che le nostre nuvole sono rosse, che i nostri mari sono inquinati e che i nostri prati verdi sono neri a 999 non resta che proteggersi all'interno di un rifugio che deve essere visto allo stesso tempo come antro materno, protettiva individuale e sepolcro della collettività contemporanea che aveva creduto nel potere salvifico della tecnologia contemporanea All'architetto, ormai un architetto rifugiato nell'arco dei 999, non resterà altro che osservare la lenta trasformazione dell'antinatura in natura, come quella immaginata da Gianni Pettena, sempre per la Biennale di Venezia di Masini, nella forma di un muro costituito da blocchi di pietra isodoma che ehm, si trasformano progressivamente in pezzi eh, irregolari. Il muro concepito quale eh, prolungamento dei contrafforti del magazzino del sale avrebbe ostruito il passaggio dei visitatori per obbligarli a osservare la trasformazione dell'antinatura in natura che deve essere già visto come eh, il risultato finale dell'opera in un pianeta che finalmente torna ad essere festival secondo una nota eh, definizione di Ettore Sozzas Junior. La scelta di Gianni Pettena qualche giorno dall'inaugurazione della mostra di non realizzare il muro, ma di tracciare a terra soltanto due linee sta a rappresentare non tanto una costruzione a venire, ma i ricordi invece di una costruzione ormai tutta affidata alla memoria e al tempo. Il territorio nelle mani di Pettena diventa quindi un deserto, come quello da lui perlustrato durante gli anni 60 nel Nord America, fatto di una antinatura che è oramai è capace di combinarsi senza sovrapporsi, senza distruggere la natura. In questo senso quindi le tracce eh, disegnate a terra della Biennale di Venezia si sarebbero idealmente combinate con le tracce disegnate a terra di Walter de Maria e la spirale di Robert Smithson per un'antinatura che è capace quindi di trovare l'infa vitale nella natura stessa e in maniera ancora più ideale la installazione di Pettena vuole entrare in dialogo con la Lucandina della stessa Biennale. Di, di quel grafico che ha voluto disegnare il leone che finalmente esce dai limiti della Biennale per la riconquista di un territorio rappresentato sotto forma di un deserto che è la condizione del non ritorno della società contemporanea per infine immaginare un destino alternativo. Infine, quelle linee tracciate a terra di Pettena entrano in risonanza con un'altra opera realizzata sempre alla Biennale di Venezia da uno degli architetti rilegati ai cosiddetti radicali. Franco Raggi, che decide di realizzare il simulacro di un muro, poiché realizzato in polistirolo, inclinato dall'equilibrio instabile, ancorato a terra che ancora una volta prende la forma di un deserto ottenuto dalla sabbia del Lido di Venezia attraverso quattro corde che stanno a rappresentare un'unità andata ormai perduta, che è quella dell'architettura, quella della città, ma anche della civiltà contemporanea. Le opere dei radicali all'interno della Biennale di Venezia stanno a dimostrare il reale più profondo significato della denominazione utilizzata da Masini per la propria Biennale di territori impossibili da intendere non tanto quale territorio, mentale e utopico un'altra denominazione usata da Masini nel catalogo, quanto invece quale territorio che noi tutti abitiamo tutti i giorni e che è stato ormai trasformato dai noi stessi in antinatura l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n'è uno è quello che è già qui l'inferno che abitiamo tutti i giorni che formiamo stando insieme aveva scritto Italo Calvino nel 1972 a conclusioni delle città invisibili grazie dell'attenzione Grazie, è stato un intervento molto importante, mi sembra, anche perché ha fatto dialogare la, le proposte architettoniche, dunque la lettura a livello 1978 dell'architettura con proposte visive degli artisti. Io mi sono molto incuriosito per un'aria un, un di gusto che, che circola in quelle proposte lì. Cioè, voglio dire, c'è una riscoperta della metafisica storica, pittorica, pazzesca. Cioè, io non credo che un'invenzione come la moglie di Lot non venga a livello del titolo, a livello di quello che Carra aveva detto dalle figlie di Lot, il quadro che... È stato riprodotto e controllato adesso una quindicina di volte dal 1970 al 1977, dove proprio la sequenza di disegni pubblicati nel libro sui disegni di Carrà del 1977 l'aveva legata al mito, quello russo eh, di, di, dell'edizione Grafis di Bologna. Ma insomma, gli bagni misteriosi nell'interno urbanistico di Branzi, ma con questa presa per il culo delle, delle, dei pilastrini no? dell'ingresso del padiglione italiano di, di del Debbio 1928. Ma anche questa performance in barca con la natura che passa attraverso la città, con il quadro di natura che sta dentro negli interni dei chirichiani forse anche questi muri un po' instabili di Pettena no? con questi disegni di studio C'è cioè, un momento in cui la, diciamo un immaginario visivo che era stato dato come materiale per specialisti di fatto no? il in fondo il surrealismo aveva mangiato tutta la terra intorno alla metafisica delle origini, che viene per varie ragioni, anche un po' commerciali, di ritorno delle modici, declinato negli anni 70, diventa una risorsa possibile. Mi è sembrato insomma, un tratto di storia del gusto su cui si potrebbe, magari è stato anche cioè il, Io non conosco il bacino dei riferimenti visivi degli architetti radicali, non lo conosco però devo dire che è piuttosto impressionante, visto a livello di 1978. La mostra a Venezia sulla metafisica sarà dell'anno dopo, 1979, quella, ehm, quella eh, insomma, dove per la prima volta si è rivendicata la centralità italiana di questo fenomeno, in termini di paesaggio metafisico italiano. E, boh, mi, mi chiedevo questa cosa, mi è sembrata... Um, non so se si tratta di una serie di coincidenze, di, di un'iper sensibilità mia, un certo tipo di, di problemi di spazio, ma insomma c'è qualcosa. Eh, di, di, la cosa di cui... interessante è che mai nessuno di loro cita la metafisica, probabilmente anche per una questione ideologica, perché negli sì, stessi certo. anni la metafisica è uno dei riferimenti cruciali del neorazionalismo Sei. e quindi di Aldo Rossi mm. e anche per quanto riguarda le scelte di campo è per loro impossibile come mm. scelta di campo però definirlo. questa è più fine del recupero di Aldo fine. Rossi cioè più indiretta, più concettuale più moderno poi voglio dire sono momenti in cui si recupera il surrealismo il, il manifesto della Biennale del 78 Madonna Iftanghi fatto diventare eh, affiche eh, c'è qualcosa di, di voglio dire, di, 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 di sottile, di sottilmente neanche provocatorio, di denuncia metafisica delle cose, che mi ha abbastanza colpito, per ripeto, da dare degli ignoranti eh, di, quelle, di, quei temi, di quei temi. Allora, eh, il, la questione del dialogo delle arti è eh, cruciale per quella generazione. Perché non, niente, le barriere non esistono più, ed è diventata una questione di eh, proprio di identità stessa del mestiere dello, de, de, del critico d'arte contemporaneo. L'abbiamo vista in tutti gli interventi che abbiamo, o questo ancora di più, insomma, in questo dialogo, voglio dire. Eh, eh, Smizzano, De Maria funzionano in rapporto a quel tipo di, di scelte, e dunque la consapevolezza che si ha a quell'altezza cronologica dei, eh, dei dialoghi possibili. Eh, Giovanni Bartolozzi, architetto, PhD designer, cofondatore dello studio Fabbrica 9, dal 2012, docente a contratto della Facoltà di Architettura di Firenze al Design Campus di Calenzano ci parlerà di questo tema del linguaggio dell'architettura come discorso comune tra le arti. A lui do la parola. Salve, buonasera a tutti. Eh, grazie a Stefano per, eh, per l'invito. Eh, diciamo che questo intervento è stato un po' eh, anche su uh, suggerimento uh, di Stefano uh, un po pesando uh, alcuni materiali dell'archivio dell di Lara relativamente all'architettura e due figure su cui uh, è sembrato subito importante uh, riflettere appunto sulla, sulla base della presenza in archivio erano quelli di due uh, architetti uh, in realtà anche due pensatori oltre che architetti che sono Paolo Portoghesi e Massimiliano Fuxas però e eh, quindi mh, mh, diciamo su uh, queste due figure su alcuni progetti eh, vi eh, intratterrò eh, mh, in, in maniera sintetica eh, però il titolo in realtà di questo intervento viene fuori da um, ehm, al alcune letture che eh, ho fatto di um, articoli eh, di Lara eh, tra gli anni 60 e 70 eh, che mi hanno in qualche modo convinto eh, che questo tema eh, del linguaggio comune e quindi del mh, eh, discorso comune del, di avere una uh, Terreno comune di riflessione tra gli artisti fosse in quel periodo, tra gli anni 60 e gli anni 70, per Lara una sorta di cavallo di battaglia, che eh, chiaramente va anche un po' inquadrato nello scenario eh, dell'architettura e delle arti eh, di quegli anni: eh, sono gli anni in cui eh, Umberto Eco insegna eh, alla facoltà di architettura nei corsi di Leonardo Ricci e eh, sono gli anni di opera aperta, eh, sono gli anni in cui tutto, tutta la teoria dell'architettura, eh, ma in generale delle arti, ruota sul problema del linguaggio e della semiotica, quindi sono in qualche modo delle parole e eh, dei concetti molto sentiti in quegli anni. E, ehm, in, veramente in tutti gli scritti eh, di Lara questo è un tema molto forte che non è interdisciplinarità la parola interdisciplinarità viene eh, dopo eh, è eh, diciamo una uh, reale condivisione una um, come dire, far sì che eh, gli artisti possano uh, dialogare possono uh, esprimere il loro rapporto con il mondo in un uh, terreno comune in una riflessione comune è un po' quello che è accaduto nella Biennale del 78, eh, è un po' quello di cui ehm, si parlava questa mattina ehm, quando Stefano ci mostrava l'elenco eh, in cui non c'è distinzione tra arti maggiori, arti minori, arti brutte, arti belle, eccetera, eccetera. Quindi era eh, realmente un ehm, ragionamento sull'arte a tutto campo che era un punto di forza eh, per, ehm, per gli iscritti e per... Le ricerche di Lara in quegli anni. Come faccio ad andare avanti? Non va. Ok, ecco una delle, eh, eh, chiaramente ho, mh, questo intervento è frutto di una uh, consultazione dell'archivio uh, di Lara. Um, e, ehm, mi sono prevalentemente concentrato su queste, eh, su queste due figure. In realtà, poi ho, ho consultato eh, anche diversi, i fondi di diversi altri architetti. Eh, il fondo di Paolo Portoghesi nello specifico è molto ricco di eh, immagini, eh, di fotografie, tanti, di tanti progetti, ma vi dirò dopo: ehm, soprattutto di ritagli di giornale, di corrispondenze, ehm, insomma, una una fonte veramente una fonte analogica ricchissima eh, di materiale che in parte abbiamo già visto ecco una delle, delle cose che mi colpiva era eh, l'ideazione di queste mostre erano mostre di confronto eh, tra artisti e architetti Lara non credeva nella figura dell'artista solitario eh, e, e quindi come dire, introduce a questa visione dell'architetto eh, dell eh, a confronto con eh, gli artisti. La prima è questa di Parabola 66, ehm, dove ehm, Portoghesi, che è appunto il protagonista, eh, in qualche modo dialoga con le opere di Carlucci e di eh, Gandini. Ehm, chiaramente c'era una sorta di affinità nei linguaggi. Ehm, sono anni in cui ehm, ecco, l'architettura di portoghesi si pone in una uh, sorta di uh, dialogo interessante, problematico nei confronti della storia. Io peraltro sono uh, come dire, di formazione zeviana, mai mi sarei immaginato di poter, fare, uh, di, di poter parlare dell'architettura di portoghesi, però uh, diciamo, in, in questa prima fase uh, sono uh, davvero straordinarie e, e mi ha colpito molto rivederle. Eh, mh, diciamo all'interno del, eh, delle, delle buste eh, mh, doviziosamente archiviate dalla Lara. Un'altra è questa, eh, una eh, mostra realizzata confrontando i lavori di Paola Levi Montalcini, che è la sorella di Rita Levi Montalcini, il premio Nobel, e sempre Paolo Portoghese e Vittorio Giotti. In quegli anni, Portoghesi collabora con Vittorio Giotti, che è un ingegnere salernitano eh, molto raffinato che riesce a tradurre. Ehm, diciamo, fino a, anche alla Moschea, eh, riesce a tradurre in architettura questi primi eh, studi, queste prime ricerche, e eh, ancora una volta eh, l'idea è quella di trovare anche delle affinità, eh, diciamo, eh, non solo nell'approccio metodologico, ma anche eh, diciamo, eh, nell'approccio formale, nell'approccio estetico, ehm, come testimoniano anche le grafiche straordinarie di queste copertine. Eh, quelle bianche sono le, eh, i tubi eh, di plexigas e luminosi di Paolo Alevi Montalcini e, e, e poi queste geometrie, queste, questi primi diagrammi delle planimetrie di eh, portoghesi. Eh, ecco, um, um, L'immagine che invece vi mostro dopo eh, se serve semplicemente per farvi capire come questa eh, idea eh, era qualcosa che in quegli anni era... Realmente eh, sentita. Eh, infatti, quando eh, l'Italia partecipa all'Expo di Montreal con questo progetto straordinario eh, realizzato da un gruppo curatoriale interessantissimo, che eh, aveva nella, nella parte curatoriale Zevi, Argan e Umberto Eco, con eh, progetti realizzati da Leonardo Ricci, Carlo Scarpa ehm, ehm, e Bruno Munari. Ecco, si pensa subito che la copertura dovesse contenere eh, tre grandi opere di eh, tre scultori. E infatti vediamo eh, una scultura metallica di Carlucci, vediamo Pomodoro e poi eh, sopra il settore del costume di, di Leonardo Ricci vediamo Leoncillo. All'interno Emilio Vedova proietta. Ehm, con diciamo, un eh, sistema eh, fantastico che si era inventato, mh, diciamo, una, una sorta di eh, diciamo, rudimentale eh, proiettore, che peraltro vediamo. dei vetri di Murano eh, che ingigantiti eh, creano delle immagini eh, strabilianti all'interno della sala. Quindi, questa relazione tra ehm, diciamo, della contaminazione dei linguaggi, del. Eh, diciamo commistione tra eh, architettura e arte era eh, diciamo oltre che un, eh, un cavallo di battaglia eh, per Lara era davvero qualcosa di molto sentito in quegli anni Lara dice eh, la ricerca di una identica forma di responsabilità etica verso il nostro tempo è compito della critica scrive sollecitare uno scambio nel settore delle ricerche e chiarire, interrelazionandoli, i, i diversi problemi. Azione dunque non coercitiva, ma di chiarificazione responsabile. Eh, ecco, questo è mh, fondamentale perché viene anche fuori questo ruolo della, della critica militante. Lara è una figura che mette insieme artisti, non è una figura che propone... Eh, artisti solitari, non è una figura che propone mostre monografiche. Eh, in quasi tutti i suoi ehm, diciamo in interventi, sia che riguardano artisti, sia che riguardano architetti, c'è sempre questo tentativo di eh, tenere insieme, di costruire percorsi, di costruire discorsi eh, tra, eh, tra le arti e tra gli artisti. Eh, certamente Lara era eh, affascinata. Uh, dal lavoro di uh, Paolo Portoghesi, perché in quegli anni uh, Portoghesi era alla ricerca di uh, una dialettica con uh, la storia. Era uh, chiaramente un, uno dei maggiori studiosi italiani del, del barocco, ha uh, scritto libri uh, straordinari. Eh, quindi, un grande storico, un, un grande studioso che si confrontava con la progettazione, così come hanno fatto importanti architetti americani. Si pensi a Peter Heisman, si pensi a Ren Colas, per, per citare dei architetti più contemporanei. Eh, ehm, questo era un progetto di concorso eh, per il teatro di Cagliari, dove ehm, sostanzialmente si eh, tentava. Uh, un po' uh, recuperando uh, la complessità delle forme convesse e concave uh, della, delle strutture, delle planimetrie uh, di uh, Borromini, di uh, ricreare delle superfici che poi per estrusione generassero uh, lo spazio. Oh, scusate, da qui, da qui si generavano delle uh, geometrie uh, complesse. Tut tutti i materiali che vedete sono uh, estratti dall'archivio di Lara. Eh. Quindi sto cercando di essere rigoroso in questa ricostruzione. Sono fotografie di progetti o progetti? No, sono fotografie, sono fotografie, di, fotografie progetti. di progetti. Sono fotografie di progetti che, eh, che poi, diciamo, in buona parte sono ripubblicati anche nell'arte del Novecento. Eh, quindi si, si generano delle eh, planimetrie eh, complesse che tutto sommato mostrano questo rapporto, eh, questa ricerca, questo rapporto... Quasi eh, critico, conflittuale di Portoghesi nella ricerca di un dialogo eh, con, eh, con questo passato ingombrante, con, eh, con questa ricerca eh, barocca che in qualche modo lo, eh, lo assilla. Eh, questa è una chiesa realizzata a Salerno, eh, quello che vedete a sinistra è un invito che ho ritrovato, cioè l'invito all'inaugurazione della mostra che era tra le buste. Quindi Lara era invitata all'inaugurazione di eh, questa chiesa. Eh, vedete, a questo punto, eh, come si vede da, dall'invito che diventa addirittura eh, una, eh, cioè da, dal diagramma di planimetria che diventa l'invito alla mostra, questo per farvi capire quanto era importante in quella fase per i portoghesi la costruzione del progetto, tutto si generava dalla pianta attraverso eh, una, mh, diciamo, un, un disegno diagrammatico che procedeva per polarità, per fuochi, per punti di forza. Era una sorta di teoria dei campi, eh, da cui poi eh, si, attraverso delle unioni si generava il perimetro della chiesa, poi avveniva una sorta di estrusione, ma poi queste sorte di curve di livello trovavano un ulteriore livello di lettura nella, eh, nel, nel soffitto della chiesa che diventava gradonato e questo avveniva anche all'esterno, che è una chiara citazione dell'architettura romana la chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza è la spirale è accompagnata da una gradonata e se ci pensate bene anche il Pantheon ha questa forma circolare ed è gradonato fino all'imposta uh, della cupola, quindi ecco da qui diciamo, si capisce quanto Lara fosse uh, in qualche modo affascinata da questo, uh, questo architetto che tentava uh, di uh, una strada dialogando uh, in qualche modo con, uh, con la storia in questa maniera Um, ecco altri disegni. Questi due disegni sono per eh, Roma interrotta. Um, Nell'archivio di Lara ci sono solo i due disegni che ho messo a destra, quelli a sinistra li ho riportati io semplicemente per farvi capire la genesi di questo progetto. Ma ve lo racconto in due minuti. Eh, Roma interrotta è un evento, che, una mostra internazionale che si organizza nel 1978 eh, sotto la l'amministrazione Argan che introduce il, il catalogo della mostra, si invitano dieci architetti a progettare Roma eh, partendo dalla pianta di Giovanni Battista Nolli del 1748 quindi interrotta per, per, questo, eh, per questo perché insomma si immagina di dover eh, ricostruire Roma dal 1748 in poi per cui a ciascun architetto viene assegnato un quadrante, eh, Portoghesi assieme alla moglie realizza questo progetto, dove, eh, ispirandosi alle forre altolazziali eh, e quindi alle forme delle forre altolazziali che sono scavate dall'acqua, eh, immagina sempre con quella forma diagrammatica che utilizzava in quegli anni ehm, che eh, questo scavo dell'acqua potesse essere assimilato a, eh, come vedete nell'ultimo diagramma in basso, a, a una sorta di ehm, diciamo vuoto di arteria eh, urbana, e, e da qui poi genera le immagini che sono anche. Molto interessanti in sé come immagini, poi le facciate hanno sempre questo rimando alle forme concave e convesse, alle superfici concave e convesse eh, del barocco. Quest'altro progetto inedito, comunque diciamo, poco noto, di eh, Portoghesi: un allestimento per una farmacia, ehm, sempre ispirato al, uh, alle, alle, alle forme cilindriche. In questo caso i cilindri diventano bancone, espositori, quello che vedete a sinistra è la vetrina. Eh, ecco, l'ho riportato, l'ho trovato abbastanza interessante, e, e così altri progetti eh, sempre di quegli anni, dove si eh, alternano queste, queste spinte, queste superfici eh, spinte eh, ispirate a tutto quel mondo eh, del barocco, con varie complessità, per cui eh, chiaramente adesso non entriamo nello specifico. Ecco, quella è la cosa strana che mi ha colpito perché ho voluto eh, fare tanto il punto su eh, queste immagini. Perché nell'archivio di Lara sono contenute queste immagini fino alla moschea di Roma, che io non ho eh, messo perché forse è la, è la più nota, ma non vi è nulla dopo. Lo stesso avviene nel eh, suo volume, nel numero 12 dell'architettura del Novecento. Probabilmente perché eh, l'architettura di Portoghesi dalla eh, moschea in poi eh, in qualche modo diventa eh, un'architettura un po' più eh, scontata, diventa un'architettura più, diciamo, postmoderna nel senso eh, più eh, critico eh, cui, con cui possiamo eh, definire il movimento. Lara è sicuramente affascinata dalla prima fase della ricerca di. Eh, Paolo Portoghesi, come testimoniano le immagini del suo archivio e tutto quello che pubblica. Dedica una pagina e mezzo eh, del suo libro al profilo di Portoghesi, liquida eh, diciamo, il periodo dalla moschea fino eh, diciamo, agli, ultimi, agli ultimi giorni, in pochissime righe. Eh, Massimiliano Fuxas è eh, come dire, una, una conoscenza un po' più recente. Mentre la conoscenza di Paolo Portoghesi è, chiaramente muove a partire dagli anni 60, eh, come ha raccontato Pino Brugedis nell'evento nell di Colle Valdezza, eh, diciamo, la conoscenza con Fuxas è eh, più recente, credo diciamo, muova a partire dagli anni 90. Eh, ancora una volta rimango fedele a quello che Lara riporta nel volume facendo una sintesi ulteriore. Eh, questo è uno dei progetti eh, che la riporto, tutto sommato un progetto modesto, si tratta di un appartamento, ma allora interessava la radicalità dei, eh, dei lavori. Questo progetto di Fuxas è radicale perché si tratta di un sottotetto di un appartamento eh, suddiviso in stanze che lui svuota totalmente, eh, crea una sorta di cerchiatura esplosa. Quindi questo richiamo alla struttura in acciaio, che poi è presente in buonissima parte dei suoi lavori, è presente anche qui: e apre, la apre eh, diciamo, il tetto per eh, inquadrare il più possibile eh, la chiesa eh, gotica. Eh, poi tutte le divisioni vengono create eh, con degli arredi molto leggeri. Eh, in quella fase, eh, in quella primissima fase di Fuxas anche se poi in realtà Fuchs è un architetto romano, quindi un architetto che ha il senso della massa, eh, però una delle caratteristiche, come scrive Lara eh, nel suo libro, è la leggerezza, leggerezza che poi sarà tantissimo attaccata in, in vario modo, però ecco, eh, probabilmente in queste prime opere traspare. Eh, il secondo lavoro eh, radicale che eh, piaceva a Lara era questo edificio per le residenze a Parigi, non solo per eh, la linea curva. Eh, Lara mh, cercava eh, tantissimi riferimenti a questa linea curva di Fuxas, eh, mm. facendo anche delle strane divagazioni storiche, eh, però chiaramente questo edificio è interessante al di là di tutto perché eh, in un momento in cui eravamo ancora abbastanza intrisi dal postmoderno da tutta la cultura delle facciate Viene fuori una facciata che diventa copertura, poi ridiventa facciata, poi questo edificio è completamente rivestito da un materiale metallico, quindi sono diciamo, una, una serie di aspetti che per i primi anni 90 eh, sono eh, di grande interesse. E quest'altro edificio che l'Ara pubblica, considerate che poi nel volume fa un aggiornamento sul lavoro di eh, Fuxas. Eh, nella prima parte nel profilo gli Dedica due pagine eh, ecco questo edificio eh, che è la Mediateca Arez è caratterizzata dalla presenza di, questa, eh, di questo volume inclinato che è una scatola nera come la scatola nera degli aerei cioè dove quel luogo dove si concentra un po' la verità eh, è il periodo... È il periodo in cui Fuxas inizia anche a lavorare sul tema della metafora: eh, quindi la scatola nera, le bolle di Nardini, eh, la nuvola, la strada della, eh, della fiera di Milano, sono tutti eh, diciamo, progetti metafora che poi sono anche un po' eh, facilitano in qualche modo la, eh, la comunicazione del, eh, del progetto. Ecco, però la cosa eh, che, che mi è piaciuta e che ho ricostruito poi facendo una, una, una riflessione è che questi due architetti non a caso eh, sono un po' gli architetti di Lara perché si ritrovano eh, a condividere un'esperienza importante. Eh, portoghesi nel 1980 eh, in qualche modo è il primo direttore della Biennale, curatore della Biennale di architettura e come vi ho raccontato un po' prima eh, il titolo della sua Biennale non poteva che essere La presenza del passato. Mette a punto eh, un'idea di allestimento mh, discutibilissima ma molto forte, molto originale che è quella di... Eh, Costruire una strada, la strada nuovissima, la via nuovissima, in cui invita 20 architetti a realizzare eh, una facciata di dimensioni reali. Tra, queste, tra questi architetti, per esempio, anche Frengeri, che eh, nessuno avrebbe mai etichettato come architetto postmoderno, questa, questa biennale, la strada nuovissima in generale, diviene il manifesto del postmoderno è da questa biennale che poi l'architettura di Portoghesi diventa un po' più eh, scontata e si allontana un po' da quella eh, bellezza della, della sua eh, ricerca iniziale. Bene, venti anni dopo eh, Massimiliano Fuxas è eh, invitato a curare la biennale di Venezia e ehm, anche con l'aiuto di Pino eh, mette eh, appunto questo, questa sorta di controcampo alla strada nuovissima, è sempre quasi l'idea di una strada, in realtà è un uh, maxi schermo, uno schermo gigante di 282 metri per 5 metri di altezza uh, in cui si proiettano immagini, è un caos di immagini uh, che invita a una riflessione sulla uh, metropoli del domani, sui problemi della metropoli uh, del domani, per cui... Eh, ecco, non, non mi era mai capitato di mettere a confronto queste due eh, immagini, ma ehm, penso che in qualche modo eh, eh, sia, stato, sia stato, in qualche modo, un, un punto di forza e molto importante per, eh, anche per la ricerca di Lara eh, la continuità tra che, che, in qualche modo, hanno stabilito queste, eh, queste due figure. Eh, mi, mi permetto di chiudere con una. Um, diciamo, con una cosa un po' più personale, um, io ho conosciuto uh, Lara, l'ho incontrata uh, diverse volte, e in una delle prime occasioni uh, le chiesi un'intervista per questo giornalino che facevo uh, all'università. Era una, un giornale che, uh, diciamo, fatto prevalentemente di testi, uh, che io mh, autofinanziavo, per, eh, era diciamo, un formato intelligente perché eh, si stampava con poco, era un a tre fronte retro piegato. Eh, eh, conclusi questa, eh, questo numero, cioè quest, questo, questo ciclo di dieci riviste, con un'intervista a Lara. Quindi lei ebbe un ruolo decisivo perché era un po' eh, il punto di chiusura. Questa rivista eh, ragionava principalmente su Firenze, quindi Lara era incazzatissima in quegli anni su Firenze. Io penso che dalla mostra eh, del 1980, Umanesimo e Disumanesimo, lei, non compresa dalla, dai fiorentini, lei lentamente, mentre prima eh, Firenze era quell'ambiente stimolante dove, come lei diceva per primo, l'unica città dove gli artisti e gli architetti hanno collaborato, non a caso nasce il movimento radicale, da quella mostra incompresa in poi piano piano lentamente matura un, un atteggiamento conflittuale con Firenze che poi diventa asprissimo con eh, la giunta Dominici eccetera eccetera e in questa intervista dedicata a Firenze che non, chiaramente non vi leggo perché trovate anche online che vi lascio dovrebbe essere anche nell'archivio di Lara perché poi gli, gli, gli riporta qualche numero della rivista eh, io alla fine le chiedevo eh, che consiglio darebbe ai giovani della nostra generazione? Io ero giovanissimo quando vi facevo questa intervista eh, e lei rispose, i giovani non sono tutti quelli del grande fratello, ma ci sono ragazzi che guardano al domani, che vogliono credere nelle cose. Purtroppo non gli si permette di farlo, non hanno spazio. Il consiglio che do ai giovani è quello di fare un po' di rivoluzione, di andare fuori. E dire le cose che fanno schifo perché così non si va avanti. Grazie. 5 minuti di pausa? O oh, riprendiamo immediatamente? per me si può anche tirare da dritto. Faccio un cambio volentieri. volentieri.

don't have a problem

Allora, io sono sempre stato in grado 二十一号晚上，我们想。 Oui, <laughs> oui, Io però ehm, comincerei sinceramente, adesso non... ah, un minuto ancora prima di chiamare la Francesca. adesso. questo credo. per l'artistica, esatto. Io, come dire, sarei solo felice, se un, sono un po' in difficoltà a sì. le cose, che parlo okay, sentire. Che pensano questo Io sarei molto felice, allora, e fatela magari alla fine di questa sì. discussione qui, che ci saranno dieci minuti, possiamo parlare, sì, ma credo ah, nel... no, no, che andremo anche a me piace la mi sembra molto bella. Anche se sì, facciamo che eh, po' tutto, se vuoi fare una rinnova anche eh, del resto, no? io sarei felice, ma credo che lo si farà, eh. Eh. Non vorrei che quel catalogo lì fosse una cosa tombale, ecco, di quell'iniziativa lì. Anzi, devo rilanciarlo. Allora, direi che si può riprendere. L'ultima parte di questo convegno, questo incontro, insomma, di studi riguarda la. Problema dell'interdisciplinarità e dell'attenzione davvero molto originale che ha avuto la Rabinka nei confronti dell'interdisciplinarità. Faremo tre affondi su questo tema. e Il primo tocca a Francesca Gallo, che insegna storia dell'arte contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religione Arte e Spettacolo dell'Università. La Sapienza di Roma, e che è la studiosa di riferimento in Italia per le, inter le interferenze tra l'arte concettuale, la videoarte e la performance. Ehm, il libro del 2022 è un libro fondamentale, insomma, in quel, in quel campo lì. Ehm, la sua comunicazione riguarderà. Chetti La Rocca, con questo titolo, leggere l'opera di Chetti La Rocca, il contributo di Lara Vincamasini e del suo archivio. Le do la parola. Grazie sentite sì eh, grazie grazie per l'introduzione per l'invito uh, ad approfondire uh, diciamo un po il, um, il lavoro uh, di uh, di La Rocca attraverso uh, l'archivio uh, di Lara Vincamasini appunto acquisito dal centro Pecci con il sostegno della fondazione Cassa di risparmio um, e come abbiamo sentito in queste uh, relazioni insomma nel, in questi due giorni insomma è una uh, miniera per per ricostruire rapporti interpersonali, collaborazioni professionali, progetti espositivi ed editoriali, nonché la fortuna critica di alcuni artisti. I documenti relativi a Chetti La Rocca. Mh, eccoci, no, mm, l'abbiamo visto prima di me. Torno io sì, okay. ecco, Grazie, grazie. Così. Um, i documenti relativi a Cathy Rocca coprono un intervallo cronologico ampio che dai primi anni 70 arriva fin quasi alla scomparsa della studiosa, coerentemente con quella vocazione a documentare il presente che sembra animare buona parte del suo impegno intellettuale. All'interno di tale corpus vi sono alcune carte probabilmente fornite dalla stessa artista tra il 1970 e la prematura scomparsa nel febbraio 76. Dattilo scritti di testi di La Rocca, fotografie delle sue sculture alfabetiche installate all'aperto presso il fronte Belvedere tra il 69 e il 70, una cartolina stampata dalle edizioni L'Uomo e l'Arte spedita dall'artista Ammasini. Eh, il figlio ha confermato una frequentazione amicale assidua e continuativa, la quale di norma sostituisce una sedimentazione documentaria un po' più cospicua. Infatti, eh, nonostante l'amicizia e la familiarità, eh, una prima occasione di impegno critico da parte di Masini matura solo nel 76, cioè dopo la morte di La Rocca, quando il suo lavoro, il lavoro dell'artista, viene incluso nella rassegna Arte Cronaca che si svolge a Vinci già da qualche anno. Il centro museografico eh, promozionale d'arte contemporanea si configura. Uh, come luogo indipendente rispetto agli interessi del mercato e rappresenta, scrive Masino, un'ipotesi di metodo uh, in ambito istituzionale per intercettare un pubblico desideroso di un'informazione aperta e scevra da interessi economici. In questa prospettiva gli artisti vengono coinvolti tra un'edizione e l'altra affinché collaborino attivamente alla definizione delle attività informative e di documentazione. Quindi sarebbe interessante capire quando è maturata la scelta di La Rocca e se l'artista abbia avuto modo di essere informata del progetto espositivo. Michelangelo Vasta esclude eh, che la madre possa aver partecipato in qualche modo attivo insomma, alla definizione dell'iniziativa, poiché già nel 75 era molto debilitata. Dai cataloghi e pieghevoli della manifestazione conservati in archivio che coprono il periodo 73-75, la Rocca sembra essere l'unica donna inclusa nella programmazione, mentre le ricerche latamente riconducibili all'area verboiconica sono rappresentate anche da Alberto Moretti e Maurizio Nannucci, da Luciano Ori e da Aldo Ricci. Di tale prima occasione rimane un breve testo di Masini, pubblicato nel catalogo della collettiva, Accompagnato da un'altrettanto fulminante dichiarazione di La Rocca, ehm, in cui si riconoscono quelli che saranno gli elementi cardine della sua lettura critica. L'artista, scrive Masini, cito, ha svolto un interessante lavoro sul piano del recupero della forma primigenia, gestuale del linguaggio, in un'operazione poetica intenzionalmente enucleata da una precisa ricerca di antropologia culturale. Ne è derivata, nei lavori dell'ultimo periodo, una proposta linguistica nuova che si riappropria in termini di calligrafia personale del contorno delle immagini fotografiche, usate come campo specifico di intervento, fino al loro totale annullamento come immagini e al loro assorbimento nel segno-gesto di contorno. Fine della citazione. La studiosa, pertanto, coglie fin da principio la fase più originale della ricerca coincidente con l'emancipazione dei modi tipici della poesia visiva, cioè il collage verbo-iconico di elementi prelevati dalla comunicazione mass-mediale, concentrandosi sulle lettere sculture e sulle riduzioni, inclusa la variante delle uh, craniologie qui non la vediamo, ma insomma ci arriviamo subito. A proposito di queste ultime, l'archivio di Masini offre l'opportunità di fiare chiarezza sulla scelta iconografica del cranio come porzione fisica maggiormente identificativa dell'essere umano, in generale e del singolo individuo in particolare. Tale materiale espressivo, lungi dall'essere direttamente connesso alla patologia personale, come ancora si, si legge in testi peraltro molto interessanti, viene sperimentato oh, in seguito a una duplice contingenza. Uh, da una parte aver lavorato per qualche tempo in un laboratorio radiografico e dall'altra la uh, crescente dimestichezza con immagini diagnostiche a causa dei problemi di salute. E l'artista stessa infatti in un testo poco noto del 73 e conservato tra le carte di Masini a spiegare la portata simbolica di quelle immagini. Un'altra citazione, questa volta da La Rocca. La radiografia del cranio è la maschera di ora, una maschera che portiamo addosso, che assimila l'uomo all'uomo. Non ha sesso, il volto è pantomima, il linguaggio l'ha reso tale, ma la maschera cranio ci tradisce, non ci segue, non vede il gesto stereotipato della mano che scrive seguendo i contorni del cranio. L'unica maschera possibile, tragica, cercare il resto è solo involuzione. Lo statement è significativo anche per un altro aspetto che non sarà sfuggito a chi ha una qualche familiarità con il lavoro di La Rocca. Nel suggerire l'analogia tra la radiografia del cranio e la maschera dell'uomo moderno, eccola, ci siamo, uh, offre una pista interpretativa privilegiata per un drappello di opere risalenti al 73-75. La prima, che uh, vedete uh, in alto a sinistra, uh, è una piccola craniologia in collezione Menna. Uh, risalente al 73 con la riproduzione della maschera Fang proveniente dal Gabon. Le altre due opere accanto, eh, nonostante il titolo, questi titoli che ora cito in realtà sono titoli molto, che molto recentemente l'archivio ha attribuito, eh, non presentano immagini radiografiche vere e proprie, ma solo la lastra radiografica come supporto. Nella cronologia numero 6 compare la medesima maschera, sebbene con un differente intervento grafico, sempre sulla base della, della ripetizione ossessiva di UUU, su alcuni particolari della fisionomia. E poi una cronologia numero 7 in cui la Rocca ricorre alla maschera della regione del Kasai in Congo. Queste ultime due opere sembrano in dialogo tra loro per dimensioni, modalità operativa e per una cromali, cromati, polarità cromatica bianco-nero. La maschera Fang, infine, è anche all'origine di una piccola riduzione del 75, pubblicata, la vedete molto mal riprodotta in basso, pubblicata da Masini diversi anni più tardi. Uh, si tratta di una pista da approfondire mh, e che mi riservo di approfondire. Voglio dire, in questo momento vi uh, propongo soltanto qualche uh, indizio. L'approfondirei in due direzioni fondamentalmente. Uh, sia per verificare le iniziali occasioni espositive, uh, al momento sembrano uh, molto limitate, uh, almeno stiamo parlando di quando l'artista è ancora in vita. Qui vediamo due... Uh, foto uh, risalenti alla personale a Dortmund, però appunto già da quelle foto vediamo che uh, le uh, cosiddette radiografie, eh, craniologie con la maschera Fang sono almeno due e noi ne conosciamo solo una. E uh, la seconda direzione in cui mi muoverei è uh, sul fronte di un cosiddetto rinnovato primitivismo, per meglio dire, uh, un uh, interesse di carattere etnografico e delle sue predilezioni. Fatti africani, inf infatti, sono riprodotti a colori nell'agile e riccamente illustrato volumetto uh, che Franco Monti uh, dedica alle maschere africane, edito nel 66, però insomma parecchio tempo prima, dai Fratelli Fabri. È vero che è una edizione che poi di quelle insomma, che hanno molta molta. Um, come dire, successo, popolarità ehm, e che potrebbe essere la fonte diretta del prelievo, mh, soprattutto alla luce del diretto confronto che Monti eh, eh, imposta eh, tra contesti originari e società industrializzate, con alcuni passaggi che effettivamente avrebbero potuto interessare la Rocca. Però, ripeto, è, eh, diciamo, un'indagine ancora da tutta data da sviluppare. C'è da dire che fra 73 e 74, per esempio, su D'arte ci sono i primi interventi di uh, Ezio Bassani su questi argomenti, anche se con un'icografia tutta diversa. Torniamo all'impegno di Lara Vincamasini per sostenere il lavoro dell'artista, che, uh, che nel '78 uh, riceve: uh, no, vediamo se recuperiamo. Vediamo un po', no, non la recuperiamo. Ok, torniamo qui. No, 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 torniamo su quella. Che stavamo prima. Uh, che nel 78 viene, um, ottiene ampio spazio sia con la retrospettiva, ne parlavamo ieri, curata da Luigi Carluccio nel padiglione italiano della Biennale di Venezia. Uh, manifestazione che quell'anno ospita anche la miliare Materializzazione del linguaggio, curata da Mirella Bentivoglio. In cui non mancano chiaramente le opere di Chetti La Rocca. L'archivio di Masini è prezioso soprattutto per una terza e meno nota occasione espositiva, visto che conserva il destino scritto con la presentazione di Arte cronaca, arte documentazione relativo all'edizione di quell'anno, e in particolare alla mostra eh, da inaugurare ai primi del marzo 78 dal titolo Chetti la Rocca e Artista Donna. Nelle intenzioni di Masini, la rassegna monografica apre una nuova formula per le attività del Centro Museografico Promozionale di Arte Contemporanea a Vinci, che fino a quel momento aveva organizzato personali e le due rassegne collettive, Arte Cronaca e Arte Documentazione. La prima finalizzata all'acquisizione di opere originali per un museo di portata regionale, la seconda volta alla costituzione di una raccolta documentaria anche di carattere internazionale. Nel 78 l'ambizione è maggiore, quella di una retrospettiva, per raccogliere i dieci anni di attività di Chattila Rocca, di cui l'esposizione ricostruisce l'itinerario espressivo, cito, dalla poesia visiva alla nuova scrittura, dalle operazioni sui mass media alle esperienze di comportamento. Ricorrendo anche a testi teorici. Uh, dichiarazioni di poetica, libri d'artista e diapositive e quelle scatolette che lì voi uh, conservate uh, potrebbero essere preziose. Io presumo che potrebbero essere diapositive a dei collage verbovisivi ma è una, uh, diciamo, uh, una delle ipotesi possibili perché insomma uh, ci potrebbe essere anche dell'altra. Uh, si prevedeva un catalogo mh, con una nutrita antologia critica che avrebbe dovuto raccogliere gli esiti di un dibattito pubblico da svolgersi durante la mostra. Purtroppo non si conoscono altri dettagli della manifestazione né il progetto editoriale andato in porto. Oltre all'evidente contributo alla sistematizzazione del lavoro di La Rocca pochi anni dalla scomparsa e immaginiamo con una certa disponibilità di fonti di prima mano uh, fornite dagli eredi il catalogo si sarebbe segnalato poiché Masini intendeva mettere in luce, cito, i rapporti particolarmente sentiti con la sua condizione femminile, anche perché, altra citazione, contemporaneamente saranno presentati materiali sul tema della creatività femminile già raccolti da arte e documentazione. Su tale taglio dell'iniziativa, fin qui sostanzialmente eh, diciamo isolato nell'impegno curatoriale, di promotrice, divulgatrice culturale della studiosa, si registra ovviamente l'esito dell'attivismo attorno alla produzione delle ricerche delle donne negli anni 70, ma proprio l'assenza del testo critico non permette di cogliere le sfumature rispetto alle istanze di più convinto separatismo. Nella bella intervista condotta da Alessandra Cocelli, infatti, eh, Masini ha, ha esplicitato la propria perplessità verso i cosiddetti ghetti rosa, coerente con l'attenzione piuttosto modesta e semmai tardiva alla peculiarità dell'arte delle donne. Nelle due mostre che Masini cura in quel medesimo 78 per la Biennale di Venezia, Angelica Steppen evidenzia la totale assenza di figure femminili come emergeva già dalla sintesi delle attività del centro proposte che la stessa Masini pubblicava su NAC nel 73 una data decisamente più precoce rispetto alla fine degli anni 70 ma che tuttavia avrebbe potuto tener conto di alcune prese di posizione di qualche italiana risalente, eh, risalente alla metà degli anni 60 nonché della frattura teorica ed esistenziale di Carla Lonzi fiorentina la cui radicalità appariva Pari, apriva quantomeno spazi di interrogazione più di che di emulazione. Sulle donne artiste, Masini resta piuttosto scettica, si è detto. Nella riscrittura del format espositivo che prende corpo con umanesimo e disumanesimo nell'arte europea viene coinvolta solo Rebecca Horn, lo abbiamo sentito, e alla fine di quel decennio il dato che emerge nella monumentale eh, arte contemporanea alla linea dell'unicità, i primi due volumi sono dell'89. Eh, risente del mutato clima culturale. In maniera empirica, tuttavia indicativa, eh, tra gli oltre 7.000 nomi di persone rubricati nel, nell'indice, 120, meno del 20%, appartengono a donne, artiste, critiche, letterate. In tale uh, impegnativa impresa editoriale, se qualcuno mi aiuta con il PowerPoint, gentilmente, grazie. Ehm, il lavoro di La Rocca è inserito nel capitolo di dedicato a Happening, Winer, Actionismus, Performance, Body Art, Environment, Installation. All'interno di un panorama internazionale riccamente illustrato, e la sua ricerca è letta in chiave di, citazione, antropologica trascrizione comportamentale dedicata al rapporto interpersonale e ad una lettura del gesto in azioni tra scenografiche e rituali, che assumevano quasi la connotazione di sacre rappresentazioni, a riscoprire il significato primigenio elementare del gesto stesso. In questo senso vanno anche le fotografie dell'azione. Uh, per esempio, quelle che ho ingrandito lì, svoltasi nella Galleria Milanese L'Uomo e l'Arte il 27 aprile del 72, di cui dalle carte di Masini è messa solo la recensione a firma di Giorgio Zampa, che descrive l'intervento, altrimenti ignoto, in termini di catacali, antica danza indiana, con. Queste sono le parole di Zampa: sei giovani eretti, immobili, un faretto a picco sul capo, che compivano a braccia tese movimenti con le mani, alternandosi sempre gli stessi. Di fianco a loro, con una voce neutra senza pause, ritmo invariato, la Rocca leggeva un testo che restituiva come un rumore di fondo il linguaggio di un critico d'arte contemporaneo. Un racconto transmentale, una nenia subdolamente ipnotica che determinava i movimenti degli attori e da essi poi riceveva senso e soprasenso provocando impercettibili sommovimenti di coscienza, creti inavvertibili, relazioni insospettate. Ecco anche qui ci auguriamo che dalle carte della studiosa emergano altri dettagli per far luce su tale precoce sperimentazione performativa fin qui a stento citata nelle biografie. Dopo la retrospettiva del 78 bisogna attendere proprio il 1989. Quindi, lo stesso anno di, di pubblicazione dei due volumi eh, giuntini, eh, per un nuovo impegno di, sul lavoro di La Rocca. Quando Masini ne cura una personale alla Galleria Carini di Firenze. Nell'agile catalogo, la studiosa eh, rievoca un clima locale effervescente e aggiornato. Scrive ancora dell'implicita adesione al femminismo, senza che la Rocca ne sia mai stata veramente parte, sia negli anni della poesia visiva, sia quando volge la ricerca verso una gestualità non irrigimentata negli stereotipi di comodo che connotano la donna e il suo agire. La Rocca, ancora continuo a citare, ha rifiutato questo genere di artisticità al femminile che, scrive Masini, si ritrova in Marisa Merz, immagino alludendo probabilmente all'impiego del filo di rame lavorato come una maglia. Notazione in dialogo, tra l'altro, con alcune interpretazioni della creatività femminile che circolavano già all'epoca. Uh, tra l'altro in questa. Personale eh, è una delle prime volte in cui quelle cosiddette cronologie primitiviste etnografiche vengono uh, esposte, insomma, uh, quasi tutte tranne quella piccola in collezione menna. Ecco per concludere, uh, mi è sembrato opportuno sottolineare la connessione proposta da Masini con un'esplicita dimensione femminile barra femminista uh, del lavoro di La Rocca, che è uh, qualcosa di decisamente insolito per la studiosa. Uh, mi è sembrato utile farlo perché dopo l'impegno di Amy Fontana e di Lucilla Sacca, la notorietà internazionale del lavoro di La Rocca, in particolare negli ultimi 15 anni, è dovuta soprattutto all'inserimento uh, nei, nei ranghi dell'arte femminista e delle donne da Walk art and Feminism, feminist revolution in poi. Si tratta di un dato significativo e abbastanza peculiare, soprattutto se paragonato a figure del calibro di Giocetta Fioroni o Marisa Merz, per l'appunto, che hanno goduto però fin dall'inizio di ben altro sostegno collezionistico e critico che la Rocca sia una delle artiste italiane oggi più note all'estero con opere in prestigiosa collezioni pubbliche è un fatto positivo ma che non ci stupisce quanto dovrebbe eh, visto che si tratta di un caso ancora abbastanza isolato a cui tuttavia mi pare che Lara Vincamasini abbia contribuito in maniera significativa e precoce vi ringrazio grazie Applausi, bella... si sente sì eh, sì io mi è venuto fuori so Forse era venuto fuori anche ieri, quando io non ho sentito le, le relazioni della mattina, e magari anche stamattina, perché purtroppo ero impegnato. Il nome di Carla Alonzi. Um, Carla Alonzi è del 31, quanto del 23, la, 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 la Raven Camasini. Sono uh, 7-8 anni di differenza, che non sono poche eh, per delle signorine che vivono oh, sì. a Firenze a cavallo tra anni '50 e '60. Mi sono Poiché esordiscono nelle pubblicazioni di fatto incontemporanee, eh? L'esordio di, di Lara Vingamasini è un po' più tardo dal punto di vista proprio della cronologia Mi sono chiesto se una longhiana di ferro come Carla Lonzi è una, diciamo, una dilettante raggiantiana, ma con delle antenne assai più. Acute rispetto a quelle della, della Carla Alonso degli origini, potessero, le gallerie che frequentano in fondo sono le stesse. Il panorama fiorentino del passaggio degli anni tra anni 50 e 60 non è esaltantissimo. Non è quello di Roma, né quello di Milano, né quello di Venezia. E mi sono chiesto cosa voleva dire essere donne trentenni o men che trentenni nel caso di carla Lonzi avere a che fare con questa uh, iniezione di panorami internazionali che possono essere visti con uh, così mh, sospettosa acquiescenza al maestro nel caso della dei primi interventi o di apertura alle discipline più varie con, con molta come dire, con molta sicurezza che dava il metodo reggiantiano no, alla alla, alla Ravine Camasini e boh mh, chissà se si, si sono frequentate si sono conosciute si, si, si sono intraviste sapevano di questa presenza la, diciamo, i luoghi in cui scrive la giovane Carla Lonzi sono più letterari che non eh, specificamente legati al mondo del gli studi dell'architettura e della progettazione di una rivista come se le arte, eccetera. Sono la proda letteraria, sono paragone. Ma... E mi sono chiesto appunto che cosa volesse dire, perché poi Carla Alonso ha dovuto passare attraverso l'inferno della col maestro 1963-64 per fare i conti con l'arte moderna. Il caso della Lara Masini è stata molto più naturale questo. No, questo transito attraverso il, i, i linguaggi, la rivoluzione dei linguaggi. Degli... E poi c'è stato questo superamento, diciamo, sinistra de, de, della Lonzi del 69-70 rispetto a questa. Non lo so, mi sono sempre chiesto una, due vite quasi in parallelo, vedere quanto e se potessero interferire in nome della fiorentinità. Insomma, così fatta è anche delle un due... ambiente piccolo di Firenze. Insomma, Di no. Firenze è anche vero, uh, diciamo, che potrebbe anche darsi che proprio la strada che intraprende Carla Lonzi tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta sia, come dire, un modello tale per cui uno invece mm. ne prende totalmente le una donna, perché comunque entrambe si muovevano in ambienti totalmente maschili è impressionante anche in, in mostra ci sono appunto è un queste, queste certo, foto sì, sì, è una... ma mondaccio ecco, l'hai detto tu, io non l'avrei detto no, è però insomma è, è, forte come, è forte come discontinuità è molto forte, apri pista poi per carità insomma. grazie, allora ehm, nel interdisciplinarità, il, la questione dell'interesse ehm, per il design inteso come produzione di oggetti diventa eh, decisiva ed è un problema, un tema molto importante che ha una nascita nel senso della produzione degli artisti che fanno oggetti, oggetti in particolare piccoli, preziosi, eccetera, come i gioielli. È un tema anni 40-50, molto romano, molto Galleria dell'Obelisco, molto legato ad un mondo, del genere. e poi succede che c'è una, diciamo, un'accelerazione modernista negli anni 50, e, e lì si, si gioca la grande partita, insomma, della collaborazione tra artista e, e, e designer nell'esecuzione degli oggetti, fino a farli diventare qualcosa di... di, come dire, di disegnativamente molto progressivo, se pensa al lavoro che fa, per esempio, un fotografo come Ungumula sulle fotografie delle modelle con, gli, con, con i gioielli, si capisce che lì sta, sta, sta succedendo qualcosa che non è più soltanto di, diciamo, di, di, di produzione per il mercato, ma qualcosa di fortemente innovativo. Ehm, dico questo perché Elisabetta Trincherini, che è incaricata di teoria critica del design, Storia del design presso l'Università di Ferrara. Dal 2017 è responsabile dell'archivio storico del centro studi Poltronova. Per il design ci farà sentire un suo intervento, un suo approfondimento sulla questione di ceramiche, mobili, gioielli. Ettore Sozzas, visto dall'Aravin dall Masini. Io sono molto eh, in attesa di questo intervento perché amo molto Ettore Sozas, amo tantissimo le ceramiche di Ettore Sozas e se fossi ricco me ne comprerei parecchie da mettere in casa. Purtroppo non lo sono, ma insomma ho, per me il 67-68 sono queste mostre con le ceramiche nelle gallerie milanesi di Ettore Sozas e i visitatori che si muovono in quegli spazi. Che a noi sembrano meravigliose, Sarà perché sono lontani, sarà perché la fotografia a colori, in quegli anni aveva dei livelli di, di, di adesione alle cose molto alte. Ma insomma, non è un mondo, è il decennio più bello. Eh. Non, non, era venuto alla scuola normale, scusate, il tour due anni fa, Christopher Green, il grande studioso di cubismo, insomma. E mi ha detto: Io non so come si fa ad avere vent'anni senza essere negli anni sessanta. E, e mi ha detto: era il decennio migliore della storia del mondo in cui avere vent'anni. Insomma, qualcosa di quel sapore lì, spero che ritorni in questa comunicazione. Grazie, allora grazie per la presentazione, grazie a Stefano al Centro Pecce, naturalmente a bibliotecari e archiviste che sono state già oggi molto ringraziate, ma ringrazio anch'io sia, eh, vedo in sala Cecilia Barbieri, che ha fatto, diciamo, il lavoro precedente che ha consentito poi una volta che i materiali sono arrivati qua appunto di procedere a un'archiviazione perché è molto bello ed emozionante poter avere a che fare con questi materiali. Io ho una doppia attività, ma la principale è quella all'interno di un archivio e quindi chi fa il lavoro faticoso di archivio, insomma, lo capisco bene, quindi insomma, mi fa piacere ringraziare. Allora, eh, per i pochi stoici superstiti, sarò breve. E quindi cerco di inquadrare un po' la figura di Ettore Sozas, il rapporto tra Ettore Sozas Junior e la Ravenca Masini, all'interno di una fascia temporale che è più o meno quella che abbiamo giusto appunto definito. E quella quindi, della felicità. Quella della felicità, yeah, oh. esattamente. E quindi 1963-1976. E vengo rapidamente a dire perché sono un po' le date che ho deciso di prendere in considerazione. Allora 63 perché c'è una lettera in archivio che è la prima lettera all'interno della corrispondenza di Ettore Sozza Salaravinca in cui eh, da lei la chiama signorina Masini e la ringrazia per l'interesse che lei e il professor Raghianti hanno dimostrato nei confronti del suo lavoro artistico di pittore, sappiamo quella di Ettore Sozza sa essere una figura incredibilmente poliedrica riconosciuta ahimè soltanto abbastanza tardi rispetto a quelli che sono invece gli anni della sua produzione. Lui sconta sicuramente un certo ostracismo per certi versi, soprattutto su alcuni fronti, eh, e quindi insomma lui è molto grato di questo interesse, appunto, del professor Aghianti e della signorina Masini, eh, che sembrano intenzionati a voler curare una sua mostra di pittura in strozzina, e siamo appunto nel 1963. In realtà, diciamo che l'occasione di una mostra importante di pittura a Firenze si ha nel 64. Eh, Lara Camasini scrive per uh, appunto la galleria che ospita questa mostra. E scrive un pezzo breve e assolutamente di quelli che uno dice: Va bene, <ride> aveva veramente capito tutto. Quindi, con poche parole c'entra in maniera perfetta quella che è l'attività di attore Sozas, che alla data del 1964 è Abbastanza misconosciuta, o almeno, insomma, non così nota, tutto sommato, e però, invece, insomma, non è un ragazzino, comunque, Sozaska del 17, quindi nel 1964 ha già fatto parecchio, insomma. Ma lei eh, sa bene che, insomma, ha bisogno eh, e. Ci sono molte lettere molto belle anche che in cui appunto Sozas ringrazia per l'entusiasmo di Lara e quindi insomma il supporto, l'entusiasmo. E veniamo anche a, ve a vedere un po' più eh, perché tutto sommato ha bisogno anche di questo entusiasmo. Intanto l'altra cosa che mi piace promettere è che appunto in questo ehm, breve eh, testo critico eh, all'interno appunto dell'opuscolo del quadrante individua, la Ravinka Masini individua come una, due, individua due temi mh, fondamentali un po' di quella che è l'architettura di Sozzas e dice per certi versi il superamento di quella che è eh, la griglia neoplastica e poi anche razionalista eh, e il discorso della luce. Questi sono due temi che sono cruciali nell'architettura di Sozzas e lei appunto in un paio di frasi proprio precise eh, individua questi due elementi. Il superamento della griglia dove sta? Sozas è appunto chiaramente figlio di Sozas Senior, quindi di un architetto con una cultura eh, ovviamente invece di marca razionalista e per certi versi... Sozas Junior si forma anche a contatto con lui. Lui lo porta un po' inciso nel DNA: il fatto di essere appunto figlio di un architetto razionalista. Però si vede proprio nella collaborazione tra i due, che non è peraltro molto lunga. Questa è la scuola di Silico in Sardegna, 1951, il progetto Sozas Senior e Sozas Junior, in cui è la prima eh, direi, evidente. Ora non vi ho fatto vedere chiaramente le precedenti opere dei due insieme, però credetemi per fede, è la prima volta in cui una griglia e una maglia strettamente ortagonali prendono un disassamento. No? E quindi eh, la prima, così. Eh, è il primo lavoro in cui è evidente, nel lavoro del, dei due insieme, il grosso contributo di Sozas Junior che disassa questa griglia, e questo sarà un tema poi appunto ricorrente in tutta la sua architettura. L'altra cosa che appunto mi piace ricordare, pur brevemente, è che nei materiali del Fondo di Laravinca si trovano eh, materiali su Sozas Senior e L'altro autore che secondo me in diciamo, periodo contemporaneo è stato assolutamente centrale per storicizzare in maniera corretta la figura di Sozzas è per tanti versi Gianni Pettena e non è un caso che anche lui, cioè lui soprattutto, abbia dedicato un'importante mostra a Trento nel 1992, proprio alla figura di Sozzas Senior, facendo il primo vero regesto eh, appunto delle opere di attore Sozassenior. Quindi che per inquadrare il figlio ci sia mossi a ritroso andare a vedere il padre, una cosa valida appunto per entrambi e che quindi ha una sua importanza a mio modo di vedere. Questo è eh, lo stand, al, faccio un breve salto in avanti ma soltanto per chiudere questo discorso del disassamento della grilla, è lo stand che Attore Sozza Sen, eh, Junior ehm, realizza per eh, quello che è la fiera di Eurodomus, il futuro salone del mobile 1970, mentre è appunto l'art director di, di Poltronova è uno stand appunto di mobili progettati per Poltronova e anche qua sia nello schizzo sia nella pianta si vede molto bene come vada a cercare delle assialità nuove e quindi eh, come dire anche in questo caso ruoti quella che è una pianta ortogonale a beneficio appunto della eh, dell'assealità 9 a 30 gradi per esempio eh, e quindi anche nello schizzo insomma bene si vede questo, questo elemento questo poi sarà vero per l'appunto per altre mostre importanti. Eh, queste, diciamo, eh, quella di prima è una piantina che è un, eh, sta al sac di Parma, altri di questi materiali stanno in parte allo di Parma, in parte all'ASAC di Venezia. E anche qua sono mostre, questa è la mostra. Ettore Sozza su un design italiano, che la mostra del 1976, che per certi versi è un po' appunto l'anno eh, che, che ho scelto come termine temporale di questa breve comunicazione. Eh, lui per la Biennale di Venezia nel 1976 sia cura una serie di allestimenti sia, a mio modo di vedere, Chiamato da Gregotti, appunto per curare questa serie di allestimenti, gli si dà anche la possibilità, diciamo, di esporre una mostra sua. La mostra sua era stata in realtà fortemente voluta dall'IDZ di Berlino due anni prima, nella persona di Burkhardt, che appunto gliel'avevano finanziata. Era una mostra principalmente fotografica e ha poi una serie di riallestimenti. In tutti questi riallestimenti, questo è a Parigi, e poi ce n'è uno successivo. A, ehm, Barcellona in tutti si vede molto bene questo tema di questo quadrato che finisce per essere appunto disassato quindi da una parte quella famosa pubblicazione del quadrante nel 64 che è una mostra di pittura però pur essendo una mostra di pittura la Rinca Masina individua molto bene sia il fatto che la figura di Sozzas quando fa pittura in qualche modo fa anche architettura e viceversa eh, quindi tutte quelle che sono le sue specificità vengono in qualche modo mescolate, rientrano in gioco, ehm, e intuisce appunto questo elemento importante, secondo me, del superamento appunto della griglia ortogonale, che era quella di marca razionalista, che eh, sostanzialmente denota una sorta di cesura con quelle che sono le spazialità precedenti, quelle che va a cercare lui. Eh, L'altro elemento è quello appunto che accennavo prima, che riguarda la luce, questa è la biennale la triennale, scusate, del 57 a Milano, eh, la sezione del vetro, quindi in questa sezione del vetro, eh, Sozas è qui puramente all'estitore e disegna sostanzialmente questo eh, modulo espositivo fatto appunto da questa eh, griglia quadrata, con questo tondino di legno appunto quadrato, eh, che anticipa poi tutta una serie di altre griglie che farà in altre occasioni. E qua c'è sia... Eh, appunto di nuovo in parte il tema del disassamento della griglia nel momento in cui come potete vedere i vetri poi è una mostra che eh, appunto dedicata ai vetri ci sono barovietto, sovenini insomma un sacco di ehm, chiaramente eh, aziende mh, ovviamente importanti e lui appunto il, il disassamento della griglia torna per certi versi perché per l'appunto vengono disposti in maniera casuale i pezzi su questi scaffali sia proprio perché sceglie la griglia, ma sceglie di addossare questa griglia a delle fonti luminose o naturali, perché la mette davanti a delle finestre, o artificiali, proprio per cercare il tema del filtraggio della luce. Ed è lui stesso, e questa frase, Larraven Camasini, nel famoso opuscolo del 64, la riporta che dice Sozas che dice, il problema principale dell'architettura non è tirar su dei muri, non è fare delle aperture, ma è quello di guidare la luce. Quindi non è inventarsi un'architettura, non è inventarsi la pianta, ma è quello appunto all'interno di un'architettura di guidare la luce. Questo stesso tema della griglia, Sozas lo utilizza in quegli anni all'interno dell'azienda di, di cui appunto è diventato art director diventa il director di Poltronova nel 57 proprio quando l'azienda viene fondata e utilizza questo modulo griglia che poi eh, pubblica su Domus eh, proprio per separare quelli che sono gli spazi dello showroom aziendale anche qua andando a cercare per certi versi sia una funzionalità quindi quella di avere dei moduli che si confanno a far vedere uno showroom di arredamento e quindi con delle pareti appunto mobili ma di nuovo la va a cercare all'interno proprio di questo tema della griglia questo tema appunto della griglia ha declinato in modi diversi, poi alla fine faceva una certa economia, per cui questa parete, che è una parete che appunto separa quelli che sono alcuni ambienti dello showroom di Poltronova, questi sono altri pezzi disegnati da lui, quindi il divano califo il tavolino basso e, e appunto diventa però lo stesso modo, lo stesso diciamo pattern, se vogliamo, anche il, il pattern con il quale lui realizza un catalogo a schede mobili perché all'interno di Poltronova nel suo essere art director che è una dicitura che ovviamente ai tempi non si usava, però si usava nei cataloghi che io ho in archivio, c'è scritto insomma, che lui era il generale responsabile della consulenza estetica. Quindi la generale consulenza estetica riguardava chiaramente il progetto di oggetti, ma riguardava anche gli shooting, riguardava la grafica, riguardava moltissimi elementi. Quindi qua vediamo come sostanzialmente questo... Eh, questo modulo griglia, appunto, di fatto lui eh, ne faccia economia e lo utilizzi su più fronti. Eh, biennale eh, triennale, sempre di Milano, invece 1960, eh, lui sostanzialmente non è incaricato di fare un allestimento vero e proprio, ma di organizzare quello che è il salone d'ingresso della triennale. Per organizzare questo salone d'ingresso, eh, chiaramente dà spazio a quelle che sono tematiche a lui care, quindi crea sostanzialmente, eh, completamente sconvolge la questione dell'essere uno spazio di rappresentanza e lo trasforma in invece in uno spazio molto, molto intimo, arredato appunto con i pezzi eh, che realizza in poltronova, in parte disegnati da lui, in parte dall'ufficio tecnico, poi naturalmente fa anche una selezione importante di opere, di quadri, quindi insomma Murri, castellani. E quindi crea sostanzialmente una specie di grande soggiorno, ma appunto non altisonante, invece estremamente coinvolgente e, e intimo nella sua eh, così, ehm, disposizione. È uno spazio appunto realizzato in collaborazione forte con l'azienda, tant'è vero che poi l'azienda farà una pagina pubblicitaria esattamente di questo, di questo salone. Del resto l'azienda fondata nel 57 è un'azienda eh, molto giovane e quindi nel 60 eh, grazie alla collaborazione appunto con Sozas questa importante occasione invece di visibilità pubblica. Veniamo più alle dolenti note, tra virgolette. 65, la casa abitata, è il primo, se vogliamo, allestimento che viene definito di controdesign di Ettore Sozzas. Lui chiama all'interno di questa mostra, appunto, la casa abitata, che ha luogo a Palazzo Strozzi, eh, o vorrebbe chiamare, ma viene appunto censurato la sua installazione, una stanza per l'amore. Una stanza per l'amore viene giudicato qualcosa di eh, eccessivamente audace. Per cui, anche se evidentemente non c'è nulla di esplicitamente erotico in questa stanza, eh, fatto sta che insomma, il catalogo, soprattutto, che, viene, insomma, che è il catalogo dell'esposizione, viene censurato appunto, sia nel nome, per cui una stanza per l'amore diventa una camera da letto, sia... Eh, il testo soprattutto e la cosa abbastanza così eh, curiosa che emerge appunto dal fondo dal carteggio che ho avuto modo di vedere di recente riguarda il fatto per esempio che appunto la venca masini che in questo caso è la curatrice del catalogo da un punto di vista dei testi e assolutamente viene diciamo tenuta all'oscuro di questa censura eh, tenuta all'oscuro di questa censura tant'è vero che scrive a quello che è il grafico che si occupa dell'impaginazione che è, ehm, Giulio Confalonieri della più nota eh, diciamo azienda, insomma, azienda del studio di grafica Confaloniere Negri, che sono tra l'altro eh, uno studio di grafica con cui Sozas collabora anche in Poltronova, per cui li chiama per fare una serie di pubblicità estremamente innovative proprio tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. E la Ravinca Masini c'è questa lettera in cui eh, Confaloniere risponde a un una lettera che non conosciamo ma che immaginiamo la Ravinca Masini gli abbia scritto, in cui gli chiede proprio spiegazioni. Del perché questo saggio sia stato eh, così censurato e non figuri nel catalogo? E il grafico risponde in maniera abbastanza. Eh, così ehm, senza dare troppi strumenti ma dice che è dispiaciuto che il testo di Ettorino, è dispiaciuto e molto amareggiato che il testo di Ettorino perché così veniva chiamato appunto tra amici e come era il caso appunto di Giulio Confalegnere e Tore Sozzas quindi appunto il testo di Ettorino sia stato censurato in più e dice che è un fatto piuttosto misterioso. In più eh, dice che sostanzialmente il catalogo era pronto, quindi ci si è presi la briga di sezionarlo, di estrarre due pagine che contenevano quel testo a catalogo già stampato e ripubblicarle con le sole immagini senza il testo, il che eh, diciamo che la dice lunga sulla provinciale bigotta Firenze del 65, ma anche eh, probabilmente questo è avvenuto nella persona di colui che era il coordinatore. Eh, di, di questa mostra eh, che è per Luigi Spadolini, fratello del futuro ministro Giovanni Spadolini che insomma al 65 pur non avendo io diciamo dei ricordi precisi della carriera di Giovanni Spadolini non è ancora ministro ma lo sarebbe diventato eh, ritiene appunto qualcosa da censurare ora è un testo quello di Ettore Sozas in cui perché poi chiaramente lui il mese dopo lo pubblica su Domus che non si fa nessun problema a pubblicarlo e quindi in cui lui dice esplicitamente, comincia questo testo dicendo a me piace fare l'amore, quindi eh, poi è un testo che evolve parlando di pacifismo, il famoso fate l'amore, non fate la guerra, insomma fa riferimenti al Vietnam, quindi insomma... Qualcosa che non si capisce proprio quale sia la ragione della censura, se non il fatto che lui attacchi dicendo: A me piace fare l'amore, e eh, risulta abbastanza particolare che, poiché era Lara Vinca Masini, la curatrice in realtà dei testi, non sia minimamente stata consultata e invece, appunto, colui che è responsabile, più se vogliamo, del progetto di allestimento o della selezione dei pezzi, si permetta a catalogo stampato di levare due pagine proprio per togliere questo testo. Eh, possiamo dire che per Luigi Spadolini ha avuto certamente il demerito di come dire, censurare eh, un testo che non aveva nulla da censurare se vogliamo il merito di leggerlo il testo perché forse oggi non è nemmeno così normale che tutti i curatori leggano in maniera così eh, attenta un testo e lo giudichino così tanto eh, seriamente da doverlo appunto eh, come dire, sottrarre alle stampe. E è anche l'altra questione abbastanza importante, che si ritrova sempre nel fondo legata al carteggio, oltre alla corrispondenza con Confalonieri, è proprio una lettera di Ettore Sozzas che subisce nel 65 una sorta di doppia censura. Una, appunto, è legata a eh, questa, questo progetto importante, un'altra è invece legata a una presentazione che lui aveva, anche qui un testo eh, che doveva accompagnare la presentazione di una vetrina a ideal standard e che viene appunto doveva essere stampata sull'invito della presentazione eh, e che però anche in questo caso gli viene censurata e quindi lui la inoltre la invia nella lettera allora, vinkamasi, gli dice di leggerla, insomma, e gli dice guarda un po' cosa mi hanno censurato. In quella presentazione, molto bella, è un testo molto poetico, lui parla di giocattoli e quindi dice quelli di Ideal Standard si sono offesi dal fatto che io avevo deciso appunto di parlare di giocattoli in questa situazione. Però la cosa gli scrive qualche, qualche parola. Forse possiamo brevemente riprendere. Eh, questa presentazione che ti ho scritto doveva essere pubblicata sull'invito, ma è stata rifiutata. Dalla direzione della Ideal Standard perché è troppo poco seria, perché erano offese dal fatto che si parlasse di giocattoli. Come vedi, le censure non riguardano tanti fatti del sesso, quanto più in generale i fatti della vita. La gente in realtà censura la vita, la gente in fondo priva di humor, priva di serenità, priva di speranza, priva di fiducia e, come dico sempre, in fondo priva di amore. Questo è il problema e l'arcivescovo non c'entra purtroppo. C'è qualche cosa di più grave che non si liquida scaricando sulla schiena dei preti, c'è qualcosa che è molto più grave, che avvelena tutta la società e la paralizza. Quindi si era detto che, appunto, la censura rispetto alla stanza per l'amore fosse venuta anche in parte dalla Chiesa, quindi eh, questo gesto fatto nottetempo di eh, estrapolare delle pagine perché non uscissero. Però lui poi dice: anche quando uno ha a che fare, tra virgolette, con gli industriali a volte, insomma. Ideal Standard una presentazione in cui parla veramente di tutt'altro, almeno gli diceva, cominciava il testo dicendo a me piace fare l'amore, qua è veramente qualcosa che non aveva ragione ma non viene assolutamente compresa e quindi lui dice che insomma questa censura gli pesa in un momento in cui appunto ne riceve due una via l'altra. E però la cosa buffa, che sempre si ritrova nel fondo, nelle corrispondenza, è che gli allega, insieme alla presentazione di, eh, che appunto viene censurata da Lidl Standard, gli allega anche alla Ravinca eh, una lettera, che gli viene invece da una scuola di teatro di Trieste, eh, gestita da Anna Gruber, che l'aveva appena fondata. Anna Gruber poi diventerà una figura importante anche per il cinema italiano, regista documentarista, insomma, e che però per qualche anno ha una scuola di recitazione a Trieste e che comunque, perché poi comunque il testo viene pubblicato, questo è censurato dal catalogo della casa abitata, gli chiede, si presenta dicendo: Guarda, io non la conosco, però ho avuto modo di leggere eh, questo testo e ci piacerebbe, dice, sono in contatto con. Eh, il, il direttore del Festival dei Due Mondi di Spoleto ci piacerebbe con i, miei, con i miei ragazzi ci piacerebbe metterla in scena e quindi lui chiude questa lettera alla Ravinca dicendo questo messaggio d'amore che ci è stato censurato a Palazzo Strozzi c'è qualcuno che lo vuole addirittura eh, rappresentare quindi chiudendo in qualche modo dicendo insomma un figlio di speranza in fondo in fondo ce l'abbiamo pure non nella provinciale bigotta Firenze questo 1965 è un po' al momento la triangolazione di questa collaborazione tra eh, Ettore Sozas, Lara Vink e Poltronova. Il eh, catalogo è anche esposto in mostra, naturalmente. È un catalogo quanto mai buffo, c'è questo disegno molto bello che è il disegno di quelli che sono i mobili presentati da Ettore Sozzas per Poltronova nel 1965 che sarebbero poi... Ehm, stati anche presentati a questo famoso centrofly di Milano curato da Gaio Lenti, quindi questa sorta di grande magazzino del design che avrebbe aperto a Milano e lui a Tresorzas sceglie per questo catalogo qualcosa che aziendalmente è un suicidio puro, ovvero un catalogo in cui c'è soltanto un disegno a raccontare i prodotti e ci sono tre testi importanti, uno di Lara Vincamasini, uno di Fernanda Pivano, moglie. Il tempo di attore Sozza, se uno di Guido Ballo, quindi critico fratello del fotografo Aldo Ballo. Allora, perché aziendalmente un suicidio? Perché pensare di vendere realmente dei mobili partendo da un disegno, ci vuole una certa fantasia, insomma, e ci vuole una certa così, eh, incoscienza da parte dell'azienda nel scegliere questo come strumento veramente plausibile per l'appunto di vendita. Insomma, eh, però segna un momento importante, perché anche in questo caso il testo di Lara Vinca è estremamente. Eh, centrato e quindi lui le lei eh, sottolinea molto bene quelle che sono due componenti importanti in quello che è il progettare dei mobili di Ettore sozza, che riguarda in parte la sua cultura d'origine, quindi questo utilizzo del legno e delle bacchette accostate eh, o in generale. Eh, che appunto sta un po' in bilico tra quella che è la sua cultura di provenienza, cioè eh, lui era comunque ladino sostanzialmente, eh, e quella che è la sua cultura di adozione, che è invece la cultura orientale. Quindi queste due culture hanno nel rapporto con il legno, con il legno soprattutto utilizzato appunto in chiave di, eh, di design, di progettazione di oggetti degli elementi che lui per l'appunto introietta e fa propri, dopodiché ci sono anche degli elementi innovativi rispetto a queste due culture che pure utilizza e quindi l'utilizzo per esempio dell'alluminio anodizzato, delle piastrelle, di tutta una serie di elementi invece che sono appunto eh, sostanzialmente innovativi questi appunto sono un paio di mobili che vengono da quel catalogo ma che voi capite bene che <ride> queste sono foto poi successive eh, insomma era difficile capirli dal, dal disegno e lei appunto insomma anche qua questo testo dei tre sicuramente anche quello di Fernanda Pivano è un testo importante però insomma quello della Ravinka Masini è veramente centrato proprio in questa ricostruzione di quello che è un po' il background eh, così di riferimento culturale del sozas progettista di mobili perché poi quando lui arriva a progettare mobili in poltronova nel 57, qui abbiamo detto siamo nel 65, è una sorta di tale scouting il suo, cioè lui a quel momento ha realizzato, probabilmente è un architetto che con il padre ha fatto alcuni progetti, ha realizzato qualche ceramica, ma mobili certo non ne ha mai disegnati, quindi è una scommessa un po' per tutti. E lei è un momento in cui fa sintesi molto bene proprio appunto di quello che è il suo background all'interno proprio di questo tipo di progettazione. Questo è un altro momento importante che anche questo insomma abbastanza noto, però insomma lo ricordiamo che è appunto eh, Sozzas frequenta la Toscana in maniera importante proprio perché ha questo incarico in Poltronova e anche perché realizza le ceramiche presso la Bitossi. La cosa particolare se vogliamo è che queste ceramiche che vengono che vengono presentate nel 67, qua siamo nel 67, prima a, eh, da Sperone, poi alla Bertesca, eh, vengono poi presentate anche in Poltronova. Quindi lui utilizza un po' l'azienda, che è proprio un'azienda teoricamente, come spazio per fare qualcosa di molto diverso. e L'azienda glielo fa fare, quindi non solo gli fa fare dei cataloghi improbabili per vendere dei mobili che non si vendono, ma anche eh, gli fa utilizzare gli spazi. Per esporre, fare a tutti gli effetti, insomma, una mostra d'arte. E poi buffo che è questo che vediamo col cappello in primo piano eh, è Adolfo Natalini di Superstudio. Queste foto sono appunto state scattate da Cristiano Toraldo di Francia, erano tutti eh, amici della Poltronova. E che nel, nel momento in cui viene organizzata questa presentazione c'è poi anche una lettura di Allen Ginsberg. perché Sozza, se appunto il marito ovviamente della Pivana, e quindi c'è tutto un insieme di situazioni abbastanza così eh, anomala e nella quale, della quale appunto anche qua eh, la Ravinca è testimone Proviamo a sì, 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 ci stiamo, questa è l'ultima. Ecco, quindi allora in questi anni e dopodiché arriviamo al 76, questa è un'opera eh, che fa parte della serie realizzata da Tresotas tra il 72 e il 78, ehm, Design per i Destini dell'Uomo, eh, una immagine appunto di questa serie è anche nostra, quindi mi piaceva chiudere con questa e perché la data del 76? La data del 76 perché del... È per sia la data appunto della famosa biennale di Venezia, in cui Sozza sa questa mostra ehm, a, a sé dedicata, oltre ad essere l'allestitore, eh, è la data in cui questa serie di immagini eh, fa parte della mostra inaugurale del eh, primo museo di design di New York, che è il Cooper Hewitt, che è, mh, insomma, inaugura appunto nel 1976 con una mostra eh, curata da Dance Online, di cui Sozas fa parte, eh, è appunto parte di una serie di immagini. C'è cioè un'immagine in mostra, quindi vuol dire che insomma. Sozas eh, ne aveva donata una alla Ravinca, e il 76, che è l'anno sostanzialmente in cui finisce il matrimonio di Sozas con Fernanda Pivano, è la biennale, questa famosa del 76, in cui conosce Barbara Radice, e tutto sommato possiamo dire che, nonostante ci siano materiali anche successivi, non c'è più corrispondenza. Cioè, le lettere che soprattutto venivano mandate da Sozas, ma molto spesso al plurale, in cui parlava di, di sé. E, e di Nanda Pivano, questo rapporto che si interrompe è un po' un, un, un momento che interrompe anche, se vogliamo, il rapporto con la Ravinca Masini, che sicuramente eh, tiene le parti della donna in questa separazione. E, ma non è soltanto una questione, e qua chiudo davvero: diciamo di. Eh, feeling con la componente femminile è estremamente importante anche per l'affermazione della carriera di Sozzas e non solo quella ovviamente di Fernanda Pivano, ma è anche proprio una questione di eh, feeling con il progetto probabilmente perché lei ha comunque sempre abbastanza dichiarato che il secondo Sozzas, quello degli anni 80, quello di Memphis, era una produzione di design molto più elitaria rispetto a quella invece degli anni fine 50, 60 e 70 e dichiara sostanzialmente di averlo amato molto meno, quindi è un venir meno sia di un rapporto a tre, perché ci sono veramente molte ehm, lettere proprio di, di stima, di fiducia, di, insomma, di grande rapporto amichevole, eh, di loro tre e eh, questo finisce, ma cambia anche un po', evolve anche eh, in un modo diverso quello che è il linguaggio di Sozas e lei, insomma, sostanzialmente dichiara di averlo eh, apprezzato di meno. Grazie. Grazie davvero, al di là della bellezza delle immagini è stato molto bello rileggere questo. Arcata lunga, eh, peraltro sono successe tante cose eh, in sì, quella... Siamo andati. Sì, no, <ride> ma insomma, <ride> Arcata lunga voglio dire di, di, di proposte, di linguaggi. In realtà, cioè... in realtà non ci sono... In realtà di corrispondenza non ce ne sono. E peraltro invece in questi anni ci sono lettere anche di lei a Vinca Quindi mm. principalmente di Soz, ma ci sono proprio lettere anche di, di Fernanda Pivano. Immagino che poi magari negli anni Ottanta si siano anche sentite al telefono, diciamo. Certo. Eh, però, sì, insomma, in quel momento è. Si chiude un po' questa fase. Allora, eh, due avventure fiorentinissime, eh, da un lato la Ravinca Mesini, dall'altro Giuseppe Chiari. Eh, ce ne parla Livia De Pinto che chiude su questo tema, e mi pare un tema importante, la, le danze di oggi e di, questo, e di questo, queste due giornate di studi. Livia De Pinto sta facendo un dottorato sull'attività artistica di Giuseppe Chiari presso la Sapienza e a lei va la parola. Grazie, eh, anch'io rinnovo i ringraziamenti ovviamente a tutti gli organizzatori di questo evento per avermi invitata e alla pazientissima collaborazione da parte dell'archivio per, per il materiale e a Mario Chiari ovviamente anche per l'archivio Giuseppe Chiari. Allora, eh, più di altri lo conosci bene e la storia delle vostre diverse ricerche è stata la mia fede. La citazione che ho scelto per il titolo di questo mio intervento è tratta... Se riesco, okay, um, da un'affettuosa richiesta di Vittoria Lafoggia Foggia Chiari alla Ravinca Masini affinché rediga un testo in occasione della festa degli 80 anni di Giuseppe Chiari. La comunicazione risale al 6 settembre del 2006 ed è oggi conservata nell'archivio La Ravinca Masini del Centro per l'Arte Contemporanea, eh, Luigi Pecci. Nello specifico, la moglie di Chiari chiede a Masini di scrivere un profilo della presenza dell'artista a Firenze del suo, cito, costante irreversibile contributo per la città. La richiesta viene prontamente accolta da Masini, che eh, per l'occasione non scrive un testo critico, ma un più intimo ricordo teso, ad un lato, a evidenziare l'importanza della figura di Vittoria La Foggia Chiari nell'accompagnare da dietro le quinte il lavoro dell'artista, e dall'altro lato a porre l'accento sui momenti umani e quotidiani del rapporto tra la critica e Chiari. In questo spaccato delineato da Masini, eh, lei non, insomma, non tralascia poi di sottolineare la fascinazione che Chiari ha subito per l'architettura contemporanea e l'impatto dei suoi studi sulle esperienze musicali internazionali e sui contatti con John Cage e Fluxus sugli architetti radicali fiorentini. Proprio l'attrazione di Chiari per l'architettura contemporanea, coltivato in maniera duratura nel corso degli anni, è stato uno dei motivi principali dell'avvio di un lungo rapporto di amicizia e collaborazione tra Chiari e Masini. Un interesse rammentato esplicitamente eh, da Masini nel 1993 nel catalogo della mostra Giuseppe Chiari del Centro Tornabuoni di Firenze, in cui Masini cita un frammento di un'intervista pubblicata sulla rivista Arteen nel 1992, in cui Chiari aveva dichiarato di essersi originariamente accostato all'arte contemporanea grazie al suo interesse per l'architettura. E eh, Masini si serve dell'estratto per sottolineare in particolare l'impatto. Della visione estetico-musicale dell'artista e della sua lettura dell'indeterminazione di John Cage sullo sviluppo dell'ideologia, eh, cito, ideologia trasgressiva dei primi gruppi di architetti radicali, di Lapobinazzi e degli UFO in particolare. Da questo eh, particolare frammento si comprende come Masini si sia avvicinata è stata vicina a Chiari soprattutto per quanto riguarda la lettura critica della città di Firenze e della sua situazione culturale entrambi sin dai primi anni Sessanta infatti hanno lavorato instancabilmente a una sua modernizzazione, a un suo inserimento nel panorama internazionale passante anche per la promozione di un concetto di unità della cultura questo è un titolo che ha Masini per pubblicizzare l'apertura del centro proposte e per la promozione di esperienze interdisciplinari generate dal vivo rapporto e di interrelazione tra le arti. E sono termini che ovviamente sono tornati molto spesso in queste due giornate. Allora, l'archivio biblioteca alla Ravinca Masini conserva eh, moltissimo materiale pubblicitario di mostre ed eventi a cui ha preso parte l'artista, alcune opere eh, regalate da Chiari a Masini e cartoline affettuosamente inviate dalla famiglia Chiari alla critica, ma non sembra almeno per il momento custodire un carteggio. Tra i due. Questo perché abitando nella stessa città, erano, questi erano soliti incontrarsi di persona, e Masini, in una tarda intervista, ha ricordato anche di incontri in autobus in direzione, ad esempio, della Biblioteca Nazionale. O in alternativa, prediligevano l'uso del telefono. Tuttavia, tracce di un rapporto tra Masini e Chiari, di un dialogo tra i due, possono essere individuate nei materiali pazientemente conservati negli anni dalla critica, nei testi da lei dedicati a Chiari e parallelamente in alcune opere dell'artista. E quindi ci viene, viene da chiedersi insomma quali diverse ricerche sono state, e sono state poi così diverse queste ricerche, e nel caso poi insomma in che cosa si sono incontrate e come si sono relazionate nel tempo. Come Dorfles, Masini aveva potuto confrontarsi da vicino con Chiari già nel corso dei primi anni Sessanta grazie alla sua viva attività militante e alla promozione del capoluogo toscano di importanti momenti di comunicazione tra le arti. Secondo un'impostazione un che vedeva, scusatemi... <coughs> Nella disciplina della critica, il compito, e cito, di sollecitare uno scambio nel settore delle ricerche e chiarire interrelazionando i diversi problemi. Troviamo ad esempio Masini nei lavori per l'organizzazione del convegno Arte e Comunicazione, che si è tenuto tra il 24 e il 26 maggio del 63, ideato dal gruppo 70, di cui Chiari faceva parte. Ai lavori Masini sembra aver partecipato collaborando al reclutamento di critici, come dimostrerebbe una. Eh, un po' piccata, insomma, comunicazione di Umbro a Polonio a Masini per non essere stato incluso nei lavori. Sempre in relazione al gruppo 70, nel contesto del terzo festival del gruppo 70, il 15 giugno del 65, Masini figura tra i partecipanti di un dibattito organizzato alla Galleria La Vigna Nuova di Firenze in occasione della presentazione del volume di Gillo Dorfles Nuovi Riti, Nuovi Miti, le cui tematiche erano fortemente intrecciate con le teorie divulgate. Dal gruppo fiorentino. Insieme a Masini, tra gli altri, intervengono anche Giuseppe Chiari e eh, l'architetto Marco Dezzi Bardeschi. Masini, in quegli stessi anni, è impegnata in un'intensa collaborazione con l'Associazione Vita Musicale Contemporanea di Pietro Grossi, Silvano Bussotti e Giuseppe Chiari, per la quale Organizza alcune mostre in concomitanza con le programmazioni concertistiche. Nel 63 segnatamente vita musicale contemporanea, aveva portato a Firenze le pratiche aperte dell'appening e della musica d'azione, soprattutto grazie ad alcune esecuzioni del duo sperimentale Frederick Jeschi e Silvano Bussotti, impegnato a proporre lavori direttamente tratti dalla programmazione del primo festival Fluxus di Wiesbaden. Quello stesso 1963 Masini aveva preso, eh, come si è già trattato insomma, nel corso di queste due giornate, l'incarico di curare la quattordicesima mostra nazionale del premio del Fiorino, tenutosi appunto a Palazzo Strozzi, alla quale aveva voluto dare una, ehm, per la prima volta un respiro nazionale e aveva coinvolto Insomma Umbro Pollonio, eh, Giulio Carlo Argan, Renato Barilli, Bellonzi, Dorfles. Di e Michele e Marisa Volpi. Operando una riorganizzazione del premio, aveva impostato insomma una revisione didattico-critica dell'arte italiana a partire dal futurismo, puntando a un aggiornamento sulle nuove linee di ricerca dell'arte, e eh, scandagliando anche le possibilità offerte dalle stanze dell'aleatorietà e dell'instabilità della struttura dell'opera, confluita in Italia grazie all'ascendente delle sperimentazioni musicali a ah, Firenze segnatamente aleatorie e indeterminate come già stato sottolineato l'innovativo approccio di Masini a premio di Fiorino non incontrò il favore dell'ambiente cittadino e le edizioni successive del premio sarebbero tornate nei ranghi di una chiusura provinciale una chiusura che Masini avrebbe denunciato anche nel più tardo 69 con il testo di Fiorino Uncolti pubblicato su NAC eh, in cui descrisse il premio come un organismo senza scheletro Estremamente incerto e senza caratterizzazione, asterendo in chiusura, e questo mi sembra significativo leggerlo, poi si vedrà perché, finché non si capirà che imprese di questo tipo sono fallimentari in partenza, anche quel che occorre oggi. Che quel che occorre oggi, scusate, è la reimpostazione di un discorso che rovesci le strutture dal basso, che non si fondi su nuclei di potere gerarchizzati e accademizzati, che ci vuole più coraggio e più umiltà, e perciò più cultura da parte di tutti: artisti, critici e organizzatori, per tentare un discorso più aperto. La situazione riamarrà non solo a Firenze, bloccata, e inamovibile. Una visione certamente condivisa anche da Giuseppe Chiari, che al Premio del Fiorino avrebbe dedicato. Pochi anni dopo l'opera Il Premio del Fiorino, un testo ciclostilato, edito in proprio nel 71 e curato da Antonio Armidelli. Il Premio del Fiorino si eh, identifica come una sorta di rendicontazione, e eh, ricordiamo che Chiari ha fatto studi scientifici all'università, comprendente spese, partecipazioni, premi e soprattutto mancati premi della manifestazione. In chiusura, chiari e lapidario. Dice: In fondo, il fiorino è patetico, come tutti gli eremi, è un eremo, sereno, tranquillo, a valle scorre il fiume, ma chi vive nell'eremo non scende a valle. E anche il sentiero che porta dalla valle al monte è impraticabile e continua più avanti. Alcuni uomini sono anche, eh, possono anche permettersi di essere presuntuosi della presunzione degli eremiti, ma una città che deve tessere fili con altre città deve essere umile. Ora, secondo una modalità creativa non estranea all'artista, Chiari sembra qui avere come preciso punto di riferimento le parole scritte da Masini nel 69 sul NAC e adesso restituite sotto una più colorita forma. Ecco. Come Masini, Chiari contestava dunque attraverso una sua opera la sostanziale cecità delle istituzioni nei confronti di una città sotterraneamente e autonomamente in fermento. Una città che, come aveva compreso Masini, anche grazie alle ricerche e ai contatti internazionali di Chiari, aveva visto nascere alla facoltà di architettura, sotto la guida di docenti come Dorfles, Umberto Eco, Leonardo Savioli, Leonardo Ricci Marco Dezzi Bardeschi, quegli architetti radicali che, che avrebbero oltrepassato lo specifico disciplinare in funzione di forme creative più aperte e siamo poco oltre la metà degli anni 60, in un periodo in cui Chiari avvia rapporti di amicizia con figure come Gianni Pettena poi Gian Piero Frassinelli poi Gruppo 999 9, e, scusate, e contemporaneamente comincia a lavorare a un nucleo di opere incentrato sul rapporto tra suono e città dove si fanno determinanti un'operatività ludica improntata all'esperienza artistica di tipo sociale e collettivo tratta con molta probabilità dalla pedagogia di John Dewey come da esempio Chigiano Lavori come la strada, e qui vi porto, se... ah sì, qui si messo la, la parte, ecco, lavori come la strada, e qui ci sono, cioè, insomma, qualche frammento perché è un'opera, questa versione qui è molto lunga, e la versione post 65 e il successivo, poi suonare la città, sono partiture pensate dall'artista per sfruttare le potenzialità sonore ed esperienziali dell'ambiente urbano, inteso come luogo dinamico de, di relazioni in cui l'opera d'arte diviene una possibilità di esperienza dell'uomo nella vita quotidiana, mettendo criticamente in questione la funzione stessa della città. Lo schema di selezioni sul tema suono e città, ciclo stilato in proprio e pubblicato sulla rivista Human Design nell'agosto-settembre del 72, poi si identifica come un insieme di appunti per alcune lezioni, poi fatte tra l'altro probabilmente eh, nel corso di Marco De Zibardeschi, volti ad analizzare i luoghi della città in rapporto ai loro relativi suoli nel corso dei secoli, evidenziandone mutamenti e persistente. In questa ampia panoramica temporale, Chiari sottolinea come l'evento della riproduzione meccanica del suono abbia restituito un passaggio costituito, un passaggio cruciale nella perdita del rapporto sociale tra le persone, invitando il fruitore a instaurare un rapporto sulla possibilità di tornare a un suono isolato e fortemente carico nella città di oggi. Nello stesso nucleo di indagine fa parte anche la miseria di Firenze. Questa, insomma, non datata, ma attribuibile al 70, l'opera eh, si presenta come una ricerca con cinema, proiezioni, diapositive, schemi, cartine geografiche della città e registrazioni. Basata sul girare la città. Tutta la città, eh, dice Chiari, fino eh, nella periferia più lontana, anzi dalla periferia più lontana a partire, con un certo occhio, un certo occhio umano cinematografico e matematico. Si tratta di un'analisi sociale dei problemi che affliggono la città, articolata attraverso alcuni macro temi. Uh, riassunti in uno schema chiusura del lavoro e accostabile in parte per metodo e materiali all'analisi del giornale La Nazione o alla folla solitaria elaborati dall'artista qualche anno prima. Ora però la città viene assunta da Chiari come luogo diffuso di progettazione estetica e di attività critica. Già nel 65 pur riferendosi ancora a un linguaggio plastico all'interno del catalogo della prima triennale itinerante di architettura italiana contemporanea Masini <ride> Aveva scorto. Um... Aveva scritto dell'opera d'arte nel contesto urbano nei termini di guida per un comportamento etico dell'uomo, che ne fa esperienza nel contesto di vita quotidiana. I riferimenti di Masini per questo testo possono essere riconosciuti nelle ricerche per un'urbanistica non alienata di Leonardo Ricci, nel concetto di opera aperta di Umberto Eco, e si tratta di riferimenti cultuari, culturali e teorici fondamentali tanto per Chiari, che si approccia alla città, alla sua struttura con un comportamento analitico-performativo, scavalcando i limiti delle discipline artistiche, quanto per i gruppi radicali fiorentini che erano frequentemente in contatto con, con Chiari, sia su un piano operativo sia dal punto di vista teorico. Andrea Branzi, ad esempio, architetto fiorentino, componente dell'Archizum, restituisce chiaramente questa vicinanza nel 72 tra le pagine di Casabella, citando uno statement di Chiari generato dal originare Suonare Facile. È riconducibile proprio la partitura della strada. Ora non ve la sto a leggere tutta, insomma si vede molto bene <ride> la citazione. Interdisciplinarità, un'operatività un basata sull'effimero, su processi ed esperienze condivise e sul comportamento. Questo a grandissime, li grandissime linee, sottolinea in questo periodo il lavoro degli architetti radicali e quello di Chiari. A quello di Chiari, e con questo tipo di produzione sembra essere particolarmente in sintonia. Masini nel corso degli anni '70, la critica chiama più volte Chiari a partecipare alle manifestazioni dalle organizzate, sia in contesti decentralizzati, sia in grandi rassegne. Nel '73, lo abbiamo appena visto, no, questa è qui la prima. Nel '73, eh, lo invita ad Arte Cronaca 1972-1973. Tenuta a Vinci. L'artista è nominato in catalogo, ma come si evince dallo stesso, non riesce a partecipare a causa di impegni. Nel 1977 invece Chiari prende parte all'esperienza Orientamenti attuali del lavoro artistico, dove propone giocare con la macchina fotografica. Un incontro dibattito tenuto a Palazzo Pretorio di Certaldo la sera di martedì 18 ottobre. Qui Chiari invita a utilizzare lo strumento fotografico. In modo libero, eh, improvvisare liberandolo e liberandosi dal fardello tecnico professionale. E qui vi ho messo insomma, un paio di materiali dal, dall'archivio Masini: c'è il cartoncino di, eh, di invito e il, il dattiloscritto di, di Chiari. Il procedimento dice che la macchina deve essere vecchia, molto vecchia, non automatica. Chiaramente non è obbligatorio tenere la macchina ferma durante lo scatto, che d'altra parte può avvenire improvvisamente o non avvenire, ma si può tenere la macchina fermissima, si può camminare o fare un piccolo gesto con la macchina. Non necessariamente, ma è un obbligo, accettare ciò che la macchina ha visto e ricevuto. Il procedimento non è dissimile a quello che sottende gesti sul piano, in cui lo strumento musicale, preferibilmente vecchio e scordato, veniva assunto come un oggetto su cui agire liberamente. Senza preconoscenze teoriche e abilità esecutive. Inoltre, l'opera si nutre ancora di quel concetto di musica verità già sperimentato nel 65 con il silenzio, consistente nella registrazione su un nastro di suoni e rumori dall'ambiente circostante restituiti senza il minimo intervento. Il lavoro si colloca nell'ambito delle lezioni <coughs> performative condotte con particolare frequenza dall'artista in quegli anni, il cui esempio pro più prossimo risulta essere. A era chiari, eh. um, uh, all'esperienza. Questa sì, questa è qui. Ce l'abbiamo qui in archivio. Ecco, il lavoro si colloca nell'ambito delle lezioni performative condotte con particolare frequenza dall'artista in quegli anni, il cui esempio più prossimo risulta essere la discussione sulla struttura e sulla sovrastruttura. Eh, tenuta quello stesso autunno alla sala polivalente di Ferrara, di cui Masini conserva l'annuncio. Una scritta autografa di chiari sul retro. Curiosamente, eh, nel testo introduttivo del catalogo dell'esperienza, Masini fa riferimento alle teorie espresse da Arnold Hauser in Sociologia dell'Arte, saggio recentemente pubblicato in Italia in quel periodo da Einaudi, e incentrato sul metodo della dialettica, ricordando sin dal principio i precetti di struttura e sovrastruttura nei termini di una totalità tra strutture culturali e società. Partendo da questo presupposto, Masini invita gli artisti ad autopresentarsi, ad uscire dal proprio mondo individuale per assumere un ruolo di ehm, frizione e di adesione rispetto al proprio fare, che si esplica, eh, sto citando, nella dialettica e nella verifica. L'idea di fondo, così come richiama Dauser, ricorda molto da vicino le coeve ricerche condotte da Chiari in campo eh, didattico performativo. E se è pur vero che nel settembre di quell'anno anche Filiberto Menna si era lungamente espresso nei confronti delle teorie di Hauser tra le pagine dell'Unità, la vicinanza tra l'operazione di Chiari e il testo di Masini potrebbe. Quantomeno eh, portare a supporre un dialogo piuttosto ravvicinato tra i due a livello di temi e contenuti, poi riversati nei loro rispettivi lavori. E in effetti, in questa falce cronologica, gli eventi espositivi a cui ehm, lavora Masini evidenziano eh, più punti, eh, punti di contatto frequenti, insomma, tra, ehm, lei è Chiari. Nel 78 Masini eh, e abbiamo già ricordata eh, invita Chiari a partecipare alla Biennale di Venezia nel contesto della mostra Topologia e Morfogenesi, da lei curata e eh, faticosamente compiuta insomma, a seguito dei, dei contrasti di cui si è già detto. Impostando l'esposizione su questi due poli Masini inserisce Chiari nell'ambito della topologia ovvero considerando la natura linguistica mentale della sua ricerca estetica come argomenta Masini il tema si identifica come una chiave per individuare opere che esplorano un territorio mentale altro e alternativo nel contesto della relazione dialettica e problematica tra arte e natura, natura e arte. Nel padiglione centrale dei giardini, l'artista decide di presentare l'arte Una Piccola Cosa, opera realizzata direttamente su parete, composta dall'omonima scritta e realizzata con l'aiuto dell'architetto Frassinelli, chiamato da Masini a collaborare all'allestimento. Si tratta di un intervento minimo in un ampio spazio che gioca tra il pieno dell'estrema dell sintesi concettuale e il vuoto che può ricordare anche forse il silenzio di richiamo chigiano dell'ambiente, una riduzione tipica dei procedimenti di sintesi di chiari. Derivati ovviamente dalle sue eh, partiture eh, degli anni 60, che si vanno a legare in questo caso a quell'idea mentale, critico-contestativa e adisciplinare dell'arte e dell'architettura contemporanea posta in campo da Masini. Sul rapporto tra parole e spazio, del resto, Chiari, eh, questo, eh, insomma, sto concludendo, avrebbe giocato, in senso serissimo, si intende, anche nel contesto di umanesimo-disumanesimo all'evento è già stato lungamente detto da Alessandra Cocella e dunque non mi ci dilungherò. Tuttavia, eh, nell'economia di questo mio intervento mi sembra doveroso sottolineare il, il ruolo generativo di Chiari nella concezione stessa della manifestazione. Come visto in apertura di questo intervento, Chiari come Masini ha particolarmente sofferto la situazione culturale cittadina e per molti anni ha stranamente tentato di promuovere un aggiornamento internazionale che Firenze, eccetto alcune vive situazioni, ha faticato a recepire. Per questo motivo, Masini si si rivolse direttamente a Chiari e insieme a Fabio Mauri per la progettazione dell'evento. Come si evince da una lettera eh, di Mauri a Masini dell'ottobre del 79, più di una riunione è stata fatta a casa di Chiari sia in funzione della focalizzazione del tema, di umanesimo e disumanesimo, sia per la progettazione del suo catalogo. Oltre all'allestimento di una mostra storica all'interno del Palazzo di Partequelfa, la manifestazione prevede l'intervento diffuso di dieci artisti contemporanei in diversi luoghi della città, come esempio di degrado urbano, impostando una sorta di vivo percorso volto a sollevare una riflessione critica sui luoghi della città. E il procedimento a ben vedere non sembra poi così dissimile da quelle analisi sul suono e la città e sulle cause del degrado cittadino e umano di Firenze, su cui Chiari aveva impostato lo schema di selezioni e la miseria di Firenze, articolata peraltro come visto su un'indagine sul passato in funzione del presente, e che potrebbero aver contribuito, eh, costituito anzi, eh, una scintilla per l'ideazione dell'evento nel corso delle riunioni preliminari. E ehm, come era accaduto per la biennale di Venezia, anche in questo caso sarebbe stato Frassinelli a eh, coadiuvare gli artisti nella realizzazione dei propri lavori, l'architetto accompagnò Chiari per le strade e le piazze della città alla ricerca del luogo migliore per il suo intervento. E eh, questo è un foglietto che eh, custodisce l'archivio Masini, con sempre la maniera di Chiari, insomma una scarra indicazione di mano dell'artista per la re realizzazione di un lavoro comprendente tre diversi luoghi della città, e alla fine qui vediamo Chiari sceglie Piazza Santa Elisabetta per eh, affiggere questo manifesto che recita questa piazza è quadrata, le strade passano rasentando in una piccola strada vicino, c'è cioè un legno molto vecchio e eh, l'opera venne pensata appunto per contestare eh, sottilmente eh, le imminenti operazioni di restauro della piazza eh, volte a riportare alla luce la torre medievale a discapito di un eh, più moderno palazzo e eh, insomma sembra di poter vedere eh, una sorta di continuazione di quello che Chiari aveva fatto all'interno delle sue... Opere più legate a una performatività, una dialettica e performatività aperta. Grazie, ho concluso. Grazie, <ride> Grazie per essere stata perfettamente nei tempi, per aver condotto con molta governo, disciplina di governo, questa di, di, di dimostrazione. Allora io forse chiamerei qui qualche coordinatore delle sezioni e chi volesse dire qualcosa, direi di cominciare con Stefano. Eh? E poi vediamo. Insomma, io purtroppo ho seguito soltanto qualche vado a salutare, poi. <ride> ma devo dire che sono state due giornate molto dense, eh, di spunti, di riflessione Per noi, eh, sono primi i eh, primi assaggi, i primi eh, interventi di indagine, alcuni più approfonditi, altri per forza di cose eh, meno, visti gli argomenti anche eh, diversi. e eh, Abbiamo cercato, come ho detto ieri e ripetuto stamattina, eh, innanzitutto di eh, farvi conoscere eh, l'archivio, e farvi entrare. Eh, in, questo, in questo contesto, in questo mondo che è il, uh, il mondo dell'archivio dell biblioteca della Ravinchia Masini, e eh, soprattutto per, uh, per un motivo per capire noi in primis, insieme a voi eh, qual è il valore eh, reale. Eh, sono venuti fuori degli interventi molto, molto interessanti che eh, già ci hanno confermato l'importanza di questo patrimonio che abbiamo trasferito e conserviamo ora al, al centro Pecci. È l'inizio eh, di un percorso perché oltre ai temi che abbiamo affrontato ieri e oggi, altri ne, ne affronteremo altre figure. Vorrei citarne una per farvi capire, Fabio Mauri per esempio, che è un artista che con uh, Lara in Masini ha avuto affinità molto stringenti, ha collaborato in varie occasioni, che qui non è stato possibile eh, inserire. E, ho altre tematiche che penso verranno fuori da, dall'archivio, anche qui vorrei citare una la didattica di Lavinca Masini. Lavinca Masini non ha mai eh, accettato un incarico accademico, ci sono lettere che lo, eh, lo dimostrano, eh, probabilmente ci sono anche documenti che dobbiamo cercare che ci aiuteranno a capire eh, qual è stato il suo ruolo nelle case editrici piuttosto che eh, nel, eh, nel contesto sociale della città, perché lei quando ci ha trasferito il, il suo patrimonio, eh, ci ha lasciato l'indicazione che molte erano state le sue lezioni, le sue conferenze e i, i suoi cicli di eh, avvicinamento, tentativi di avvicinamento del pubblico, della città. Ieri, per esempio, abbiamo organizzato la giornata della Fondazione Cassa e Risparmio, dove tra gli interlocutori c'era Susanna Holm, che è la fondatrice di una cooperativa che con la Ravinca Masini ha organizzato numerosi appuntamenti didattici e di divulgazione eh, dell con, delle arti contemporanee, prevalentemente a Firenze. Poi eh, un altro aspetto che eh, è stato in qualche modo evocato è quello del, di arte cronaca, che è il primo tentativo di costituire... Un centro di documentazione sulle arti contemporanee in Toscana. Sto sollecitando Alessandro Vezzosi, che ne è, è, è stato il responsabile, il collaboratore stretto della Rinca Masini per un decennio, tra l'altro, collaboratore anche del volume sull'Art Nouveau di cui abbiamo parlato questa mattina. Per capire che fine ha fatto quel progetto, se, se c'è traccia dentro l'archivio o fuori eh, dall'archivio. Ecco, sono alcuni. Degli spunti eh, che eh, affronteremo eh, domani. Per quanto riguarda la relazione con voi, con il mondo accademico, mi sento di fare ancora l'appello che ho fatto ieri sera. Ehm, per affrontare un patrimonio così eh, complesso, articolato e sterminato, si parla di 200.000 unità. Dentro l'archivio, ne mostriamo 600, quindi capisci le proporzioni. E servono ricerche, servono probabilmente eh, degli affondi come quelli che abbiamo fatto noi, che possiamo fare convegni tutti gli anni, però qualche ricerca, qualche tesi, qualche spunto, qualche incontro, confronto. Ne parlavamo eh, stamani, lo affrontiamo con gli amici di architettura. Spero che lo facciamo anche. Con voi, se avete curiosità o ci volete sollecitare qualche richiesta di ricerca, noi siamo disponibili a, eh, a farlo. E poi la cosa che credo sia eh, importante, noi siamo partiti da eh, liste di consistenza, quindi su questo stiamo lavorando, stiamo sistemando i materiali, quindi riorganizzando l'archivio. Affronteremo anche il tema di come restituire attraverso un database questo, eh, questo patrimonio. E se ogni archivio lo fa eh, in autonomia non si riesce mai a interfacciarsi. Una volta eh, di questo dovremo affrontare anche le tematiche legate al software, alle modalità di gestione e eh, e di condivisione spero eh, degli archivi eh, c'era rubino eh, che era intervenuto che lavorerà con, con voi sul, uh, sull'archivio di eugenio battisti fototeca sulla fototeca teca teca di, un, di eugenio battisti una, no è chiaro è una grande cosa all'interno di un benissimo anche per, per settori specifici abbiamo eh, dei 24.000 delle 24.000 unità che abbiamo trattato, 5.000 erotti sono fotografie. Abbiamo eh, diciamo una stima di eh, oltre 10.000 diapositive. Sono per noi eh, dei, degli impegni da, da affrontare anche confrontandoci con chi lo fa, con competenze e con, eh, con strumenti che sono forse più avanzati di quelli che abbiamo. Quindi quello che chiediamo è la possibilità di avere, eh, di, di costruire dei dialoghi e eh, se possibile di mettere in connessione. È venuta fuori una cosa molto importante che eh, andando a eh, definire dei temi di studio, eh, per noi c'è la possibilità appunto di prendere in mano i materiali, cercarli, trovarli e eh, trattarli, ma anche poi... Scoprire che esistono materiali analoghi che qui non ci sono e sono da altre parti, quindi anche in questo caso ci interessa costruire eh, dialoghi e di interrelazioni tra eh, i vari archivi, i vari studi e le varie ricerche che si possono mettere in piedi. Bene. Eh, volevo sapere se Claudio Gamba, ha una visione davvero a tutto campo della storia della cultura storico-artistica italiana del Novecento, Alessandra, volessero dire qualche cosa. Claudio ha fatto delle importanti indagini su altre figure ed è forse quello che oggi è la strumentazione più, più importante, la strumentazione proprio Ma, culturale più importante. Sì, una notazione di, di metodo, diciamo così, perché aggiungere altri elementi alle tante cose che sono state dette, è un invito che anche parlando così fuori nei, nei momenti di tempo, fuori dal convegno, ho già accennato a qualcuno. E, si fatica ancora molto a riconoscere la fisionomia metodologica della storia della critica d'arte. Eh, spesso è un ambito in cui ci si arriva per vie traverse, quindi appunto storici dell'arte, magari contemporaneisti che lavorano sugli artisti, poi si trovano a occuparsi anche dei critici che si sono occupati di quegli artisti, eh, o anche appunto gli architetti o, o, o gli artisti stessi che certe volte no, si o, cominciano a occupare di aspetti della critica e così via. Eh, quindi è spesso un po' mh, difficile da capire che invece la storia, della critica d'arte, la ricostruzione dei, dei profili, delle vicende, eh, necessita anche di, di una complessità di, di strumenti nell'utilizzo di questi materiali e quindi una sollecitazione che io faccio, anche in previsione se ci saranno degli atti, eccetera, a non aver timore di pubblicare... Eh, il più possibile di questi materiali che sono stati rintracciati magari nell'archivio, le lettere, ci sono delle cose che appunto uno lì per lì estrapola solo una frase da una lettera, ma quello che non è importante per te in quel eh, momento può essere invece importantissimo per un altro. Quindi se si riescono a pubblicare magari in appendice le lettere per intero, magari lì la lettera viene utilizzata soltanto per un frammento che serve in quel momento, invece diventa una fonte preziosissima per altre cose, ma in realtà non si butta proprio niente dell'archivio delle, delle ricerche degli studiosi. Prima dicevo parlando eh, prima con Francesca Gallo, dicevo che per esempio nel caso della Ravinca Masini, la questione della sua indipendenza professionale è una questione che andrebbe indagata con uno storico del lavoro, uno, un sociologo che riesca a capire anche proprio a fare i conti, quali erano le sue entrate, certo. come viveva. Eh, si pote, una donna poteva vivere in che modo, a che condizione, a quanti sacrifici di fronte a quanti sacrifici poter eh, vivere del solo proprio lavoro? Eh, quindi in realtà è qualcosa che va molto la ricostruzione di queste eh, vicende degli intellettuali italiani del Novecento, che qui non è nemmeno più questione di storici e l'arte, critici d'arte, oh, sono degli intellettuali a tutto campo che si muovono in tutte le direzioni. e e quindi si possono avviare ricerche multidisciplinari coinvolgendo studiosi di tutti i campi, di tutte le discipline, al di là della questione della storia della critica d'arte. Quindi eh, c'è un lavoro enorme che si può fare, che si può fare soprattutto quando sono, ci sono degli archivi, per fortuna, così patologicamente vasti ed estesi che sono arrivati fino a noi. Io mi ho lavorato in un archivio dell'Arganna, che è un archivio invece lui. Essendo interessato solo al, al pensiero, buttava tutto, e quindi in quel caso purtroppo invece un archivio di, di lacune e non di è così smaniosa eh, conservazione. Niente, vabbè pensieri sparsi. Luca Alessandra. Qualche osservazione con le... margine? Sì. E agganciandomi un po' anche all'intervento di Stefano, alla volontà di sollecitare il più possibile le ricerche, anche gli intrecci con altri archivi, eh, l'invito appunto, e ma ne avevamo già un po' parlato anche con Stefano, con Monica Gallai, sarebbe quello anche di cominciare a pubblicare appunto sulla rete, mi raggancio anche a quello detto da Claudio Gamba, un so, elenco appunto dei corrispondenti e banalmente anche l'elenco di questi blocchi di, di fascicoli di materiali che la stessa Lara Vinca Masini aveva su, suddiviso no? per diciamo, fascicoli monografici ecco. e all'interno di questi anche un primo elenco della consistenza sapere che su lo so, artisti Annucci, Bartolini, lo sto dicendo appunto nomi di artisti fiorentini sono presenti X opuscoli, eh, X cataloghi in, in voglia sic sicuramente appunto gli studiosi a frequentare l'archivio e a sviluppare studi appunto inediti a fondi che sono rimasti anche fuori da questa prima giornata si diceva Fabio Mauri, lo stesso Luciano Fabro che era sempre riconosciuto da Lara Vincamasini come uno dei suoi artisti di, di riferimento quindi sì insomma la speranza e l'invito è quello a far uscire il più possibile insomma l'archivio e la rete in questo ovviamente offre un primo, un primo strumento. Grazie. Luca? Ma ah, sì, proprio su quello che diceva adesso Alessandra, è fondamentale, a mio avviso, proprio come, come atto iniziale l'elenco dei corrispondenti e le date in cui ci sono testimonianze. Perché da lì si, si parte, se so che c'è eh, uno scambio con quel dato personaggio, si, si viene poi qui a consultarlo. E poi quello che è uscito sicuramente dalla giornata di oggi, ieri non c'ero, ma immagino sia stato anche per la giornata di ieri è che le direzioni di, di, di indagine sono davvero molteplici che vanno appunto io mi sono occupato della parte più antica in definitiva occupandomi della nuova eh, da lì in avanti davvero sono, sono moltissime moltissime con tutti gli agganci con la cultura del momento con i personaggi del momento quindi mm. davvero prezioso e poi appunto l'aspetto del della fototeca e della diateca anche mm. quello mi incuriosisce molto io non ho avuto il tempo di, di consultarla per il mio intervento però davvero mi incuriosisce molto a scoprire che ha scritto il libro su Gaudì nel 69 senza essere stato a Barcellona mm. è una cosa impressionante perché ha una capacità di penetrazione sull'architettura che è qualcosa che va esperito in più su un'architettura che è quella di Gaudí, che non è proprio un'architettura normale diciamo, no? che ci si confronta e, e si hanno delle reazioni anche, anche opposte da, da, dal disgusto alla fascinazione totale quindi aver saputo comprendere a distanza attraverso le immagini Gaudì davvero, dimostra una grande, grande capacità io volevo solo dire qualcosa di finale perché qui un, ci sono mi pare due tipi di usi e dunque due problemi di Uh, uso e gestione dell'archivio, prima di gestione e poi di uso dell'archivio. Da un lato, l'analiticità è fondamentale per chi avvicina l'archivio dal punto di vista non di Larvin Camasini, non solo di Larvin Camasini, ma di tutti gli artisti e di tutti i corrispondenti che sono toccati. Voglio dire, se io studio una installazione di Fabro del 1976 e so che ci sono tre lettere del 1976, un'installazione di Fabro che oggi è problematicissima dal punto di vista della interpretazione, della lettura, perché lì siamo ancora al problema di dover capire cosa vogliono dire tre quarti delle opere d'arte italiana degli anni 70, caspita se so che ci sono tre lettere e... e una di queste tre lettere mi dà un'apertura, è fondamentale. Quindi, come dire, la, 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 la raggiatura dei raggi che può emettere un, un archivio di questo genere e le intersezioni, come dire, che permettono delle interrogazioni legate alla. Così, ai, ai temi di ricerca che uno studioso ha. E più ce ne sono di queste intersezioni, più ce ne sono di corrispondenti, più analitico a questo primo livello, più facile è il lavoro. C'è un problema di far galleggiare eh, questa informazione, che è un problema squisitamente informatico, che oggi diventa il problema in agenda della storia degli studi. Nessuno di noi governa più il web in un, in un senso umano, nel senso che le informazioni sono talmente disperse, talmente stratificate, per cui il problema, uno dei problemi, io parlo di una generazione che ha battuto la tesi di laurea a macchina, l'ultimo, eh? poi se 86. Il se secondo livello è un livello di tipo diverso, credo, eh? credo, um, ed è quello dell'usare la figura culturale di della detentrice di questi materiali. E lì ho l'impressione che bisogna sapere che bisogna farsi le domande giuste, eh, se no non se ne esce vivi. In questa dispersione di temi, in questa uh, vitalistica intersezione con dei problemi, bisogna capire bene cosa chiedersi per capire bene come situare questa figura in un campo di forze che sia forze intellettuali, di movimenti che sia governabile da una intelligenza di chi si chiede le cose e lì davvero come dire spostare lo sguardo un pochino più in alto e cercare di di non guardare il dettaglio del PT ma di guardare invece, di rileggere magari gli scritti in relazione alle idee, alle parole, ai movimenti, alle... insomma, credo che sia un modo più, più giusto per poter usare il, la figura centrale ecco, di, di questo archivio. Credo che ci siano, credo, eh, ci sia, la mia esperienza, poi ci siano due livelli di utilizzo. Eh, il primo è più difficile organizzativamente perché si tratta di fare un database molto ben fatto molto ordinato il secondo è più difficile culturalmente perché si tratta di capire che cosa vogliamo trovare quando ci facciamo delle domande su l'aralinga credo che questa sia un po' la <ride> ci salutiamo eh. No, grazie vi ringrazio a tutti e tutti per essere rimasti con noi fino ad adesso e come appunto nei saluti finali anche secondo me è importante che continui questa opera di ricerca e di, e di approfondimento di tutti i materiali che come sottolineava Stefano Pezzato sono estesissimi e quindi avranno bisogno della collaborazione di eh, forze che non sono solo interne ma anche esterne al centro pece, quindi sono sicuro che questo è l'inizio di un... Di un, anzi no la continuazione di un percorso perché comunque effettivamente è da un bel po' di, di anni appunto che questo archivio è stato eh, oggetto anche di analisi e di studio e quindi approfondimenti che inizieranno da qui in avanti saranno anche ancora più mirati. Quindi grazie ancora per essere stati con noi in queste due giornate e, Ovviamente sapete che il programma di, del Centenario continua e quindi ci auguriamo che potrete seguirlo anche nelle varie sedi e nelle, ehm, anche eventi che ah, avverranno al Centro Pecci. A presto, allora, buona serata.